e la lingua, bisogna sporcarsi. E benvenuti, bentornati al consueto appuntamento del giovedì sera alle 21.30, la notte del mistero. Si torna a parlare di Mostro di Firenze in collegamento Skype. I nostri coraggiosi Enrico Manieri e Lorenzo Mencaccini. Buonasera ragazzi. Buonasera, buonasera a voi. Ragazzi, ovviamente qui con me c'è anche Vera, mi ha lanciato un'occhiata. Vi volevo soltanto augurare un buon Natale e una buona trasmissione. Sì, grazie Vera, gentilissima. Auguri di buon Natale a tutti e a tutta la redazione di Flores International, sempre gentilissima, e chiaramente auguri a tutta Firenze, a tutti gli italiani e a tutti i nostri spettatori, tutti quelli che ci hanno seguito in questo lungo 2021 che ancora non è finito. Finirà. Ragazzi, finirà, a voi! Ci sono importanti novità, si preannunciano cose molto molto importanti per il 2022. Vedremo, Enrico. Vedremo. Speriamo, la speranza è quella, però vediamo un po', dai. Intanto saluto tutti, ricambio anch'io ovviamente gli auguri a tutti e fa molto piacere essere qua a parlare questa sera, per cui vediamo che stimoli usciranno da questa trasmissione. Benissimo, e gli auguri al Bronzi li abbiamo fatti, al Pimpini, grazie mille. Al Pimpini pure, la Vera per prima, ovviamente prima le donne, quindi possiamo cominciare questa trasmissione. E a breve, allora, brevissimo, ci raggiungerà anche Daniele Piccione, e forse telefonicamente durante la trasmissione pure Trinipet. Bah, e poi sa. Il nostro Lorenzo Iovino che è in coda, è tornato in Italia e quindi ha trovato subito una coda da qualche parte in qualche autostrada italiana, quindi 5-10 minuti mi ha mandato un messaggio, ci raggiungerà pure lui. Allora, argomento della trasmissione, il documentario andato in onda qualche settimana fa sulla Rai, un documentario che ha fatto molto discutere, che ha creato un vespaio di polemiche, di discussioni, se ne è parlato molto e ancora se ne parlerà. Un documentario che ha visto come assoluto protagonista il nostro Enrico Manieri, che qualcosa ci aveva già un pochino preannunciato nelle settimane e nei mesi antecedenti alla messa in onda, e dobbiamo dire che le attese non sono state disilluse, perché poi alla fine è stato un documentario che ha fatto molto discutere tanti appassionati da vicenda del Mostro di Firenze per i più svariati motivi. Sicuramente è stato un documentario molto diverso da quelli che avevamo visto in passato, e parlo dei documentari che avevano contraddistinto un po' la vicenda del Mostro di Firenze nelle reti nazionali, quindi parliamo di Rai, di Fininvest, La 7, no? Ce n'era stato uno su Atlantide tempo fa, certo. Questo è stato qualcosa che ha provocato anche un po' un qualcosa di nuovo, no Enrico? Beh, allora io dico subito una cosa, che da un punto di vista diciamo di importanza della produzione televisiva, io ho definito fin da subito questo documentario come uno spartiacque, per cui anche nella mail interna per i sostenitori abbonati del mio canale avevo mandato un messaggio dicendo consiglio a tutti di non perdervelo, perché ci potrà dire che c'era un prima di questo documentario e un dopo per quanto riguarda ovviamente non la parte di indagini ma la parte di conoscenza del pubblico. E credo che questo effettivamente sia stata una promessa mantenuta. Dall'altra parte voglio anche ricordare una cosa che forse a non tutti è chiaro. Quello che è stato visto sono le due puntate di un documentario, perché in realtà sono state mandate in onda, attaccate l'una con l'altra, le due puntate che compongono il documentario. Quindi la prima puntata era sostanzialmente dedicata al percorso storico, mentre la seconda puntata era quella sostanzialmente indirizzata
a capire quanto di reale ci fosse in alcune dichiarazioni che sono state alla base delle sentenze passate in giudicato. Quindi qualcuno si sarà anche reso conto della grossa differenza di ritmo fra, diciamo, la prima parte e la seconda parte. Quindi c'è un discorso strettamente legato all'analisi, diciamo, mostrologica, usiamo questo brutto termine, ma c'è anche un discorso, secondo me, che sarebbe interessante approfondire dal punto di vista tecnico-cinematografico, per le modalità in cui sono state affrontate le due parti, più istituzionale la prima parte, con una certa aderenza alla cronologia dei fatti, con l'evidenziazione anche di alcune piste, più invece investigativa, a livello di giornalismo investigativo, la seconda parte. E questo è stato, secondo me, molto molto evidente. Queste due differenze che sono ovviamente assolutamente collegate anche alla tipologia in cui deve essere diciamo affrontata questa tematica. Poi c'è da dire anche un'altra cosa. Questa io la voglio raccontare, la voglio dire, perché il documentario è stato preceduto anche da una serie di polemiche rivolte direttamente a me. Cioè, io sono stato oggetto di una serie di polemiche che, poi magari ne parleremo nel corso della trasmissione, hanno portato delle persone che sono anche ben conosciute ad esporsi pubblicamente nei miei confronti. Io sono stato oggetto di interviste. Allora, Enrico, io direi una cosa. Parliamone subito, così no, abbiamo modo sì, di no, chiarire. No, beh, ma non è un problema, nel senso che io sto solo raccontando cronaca, non sto dicendo, diciamo, dietrologie o cose del genere. Cioè, sono state fatte sostanzialmente, cioè, io dico solamente quello che sono alcune mie osservazioni. Io ho notato che nel momento in cui ci fu il sopralluogo della polizia scientifica a Scopeti, se vi ricordate, da quel momento lì sono stato messo un po' nel mirino per quanto riguarda alcune polemiche. Polemiche che si sono nel tempo articolate in un'intervista fatta da un avvocato e raccolta da uno studioso, come dice Valerio Scrivo in Pergamene che ci ha appena preceduto, che ha firmato un articolo su una testata giornalistica dove sostanzialmente viene messo assolutamente in dubbio il fatto che io abbia avuto un ruolo durante il processo d'appello Pacciani, che fra l'altro è il motivo per cui io sono stato anche chiamato in questo documentario. Ora, evidentemente io mi sono fatto anche un'idea del perché ci sia stato sostanzialmente questo tipo di attacco personale. Attacco, fra l'altro, che non è stato solo, diciamo, nella componente pubblica. Ci sono stati anche degli attacchi da parte di delle stesse persone, più qualcun altro, che sono andate più in profondità. Nel senso che ci sono stati contatti con la produzione, dove la produzione veniva avvisata che io avrei avuto diciamo un ruolo di tutt'altra natura o addirittura nessun ruolo. Addirittura qualcun altro avrebbe detto che io ho falsificato delle fotografie, cioè cose veramente che non stanno né in cielo né in terra, senza sapere questi signori che io avevo fornito alla produzione tutta l'adeguata documentazione che giustificava da un punto di vista storico e da un punto di vista anche documentaristico tutto ciò che io andavo affermando e che poi ho affermato all'interno del documentario. È evidente, io mi sono dato questa giustificazione, che lo scopo di questa macchina del fango era sostanzialmente quella di gettare discredito sulla persona, su di me in particolare, e così facendo cercare di sterilizzare, o usiamo un altro termine, censurare la mia partecipazione a questo documentario. Non ne capisco il motivo,
anche perché devo essere piuttosto onesto, il lavoro che io sto facendo attraverso il mio canale, prima ancora attraverso il blog, è sostanzialmente un lavoro di ricerca che non è finalizzato a indicare un colpevole. Io non aderisco a nessuna parrocchia, non partecipo al Totomostro, non sono sardista, non sono diciamo per la pista perugina, non seguo i compagni di merenda, non mi interessa proprio questo argomento. Quello che mi interessa capire è come e quando avvennero i delitti, ma il chi li commise ritengo che debba essere esclusiva competenza degli investigatori, cioè persone che hanno un servizio da svolgere, un ruolo, delle capacità che io non ritengo di avere, e hanno soprattutto i mezzi che la legge consente loro per svolgere al meglio questo lavoro. Quindi io non ho mai cercato né mai cercherò il chi commise questi delitti, perché ritengo che sia fuori dal mio possibile perimetro di azione. Però nel mio perimetro rientra invece l'analisi della scena del crimine. E questo ritengo sia fondamentale, perché ritengo che l'analisi della scena del crimine sia quell'attività a monte dell'investigazione che deve fornire agli investigatori dei punti oggettivi, dei punti base, che consenta loro di articolare il loro lavoro di ricerca e soprattutto di verificare eventuali testimoni, piuttosto che nello specifico chiamate di correo, che devono trovare nei dati oggettivi della scena del crimine un loro sostegno e non elementi che vanno in contraddizione. Ora, cosa succede? Succede che, tornando al mio discorso, io mi sono trovato a dover affrontare, prima che questo documentario andasse ovviamente in onda, delle critiche che si sono estrinsecate in video che sono ancora disponibili sul canale YouTube, un articolo pubblicato da una testata giornalistica. Questo è abbastanza grave, perché testata giornalistica vuol dire che deve seguire le regole del codice della stampa, sostanzialmente. Quindi chi pubblica qualcosa su una testata giornalistica mettendo la propria firma dovrebbe, uso il condizionale, aver verificato la veridicità delle notizie pubblicate, cosa che non è mai avvenuta, perché nei miei confronti nessuno mi ha mai chiesto nulla. Cioè, io non sono mai stato contattato né dal giornalista né da un direttore responsabile o da un editore per chiedermi conferma delle affermazioni fatte, fra virgolette, a mio carico. Ovviamente, buongiorno, buonasera Daniele intanto. Buonasera Daniele, ecco il nostro Daniele è arrivato. Quindi questa cosa, devo essere onesto, non mi ha assolutamente condizionato, perché non è un problema per me affrontare questo tipo di tematiche. Quello che mi stupisce un po' è che siano provenute da probabilmente una parte che ha tutto l'interesse che i miei studi vadano invece a buon fine. E questo mi sorprende, e non ho francamente capito perché la parte che mi ha sostanzialmente attaccato sia alla fine della fiera quella che ha i maggiori vantaggi dell'attività che tramite appunto il canale YouTube che sto portando avanti porta all'evidenza di tutti degli elementi oggettivi che finora non erano noti e che vanno, in particolare sul delitto degli Scopeti, a definire una scena del crimine che ci fa fare dei ragionamenti un pelino diversi. Chiudo qui l'argomento, non voglio entrare nel dettaglio, perché per quanto mi riguarda pubblicherò presto un video di risposta a chi ha fatto queste affermazioni, e questo video è già disponibile per i sostenitori e gli abbonati del mio canale, presto lo sarà anche a livello pubblico, e la mia intenzione sarebbe anche di capire perché ci sarebbero, secondo me, tutti gli estremi per far capire a chi si è sbizzarrito a rilasciare commenti a ruota libera, i famosi leoni da tastiera, che bisogna stare attenti a fare queste cose, perché nel mondo social è facile in qualche minuto scrivere dei commenti e poi ci si pente, perché quando qualcuno verrà a chiederti ragione dei commenti che sono stati pubblicati, sarà opportuno avere delle buone ragioni da indicare. Adesso io non voglio anticipare assolutamente nulla, però sia ben chiaro che è finito il periodo in cui chi fa delle cose poi non ne risponde. Ormai anche il clima è cambiato,
quindi i famosi hater, chi attacca le persone in base al body shaming o cose di questo genere, secondo me deve solo vergognarsi in generale. In questo caso in particolare, ripeto, non entro nel dettaglio, però è opportuno che tutti, mi ci metto anch'io, facciamo una riflessione, perché se vogliamo che la discussione resti su dei canali di buon senso e di maturità, tutti dobbiamo avere buon senso e maturità. E quando questo purtroppo viene a mancare, è necessario ricorrere, diciamo, alle sedi competenti per andare a chiarire. Ma ripeto, non vuole essere assolutamente un discorso, è che semplicemente la critica va sempre bene. Porre le domande è sempre una cosa positiva. Non va bene quando si trascurano alcuni elementi base che sono quelli di criticare le idee e non le persone. Quando si cerca di mettere invece in dubbio l'autorevolezza di una persona criticando il modo di fare della persona o addirittura sostenere che la persona sia un millantatore, non si è più nell'ambito della mostrologia, ma si va nell'ambito, diciamo, di quelle che sono le caratteristiche della persona, che riguarda anche la sua professionalità. Ma Quindi, soprattutto, scusami Enrico, prego. facendo anche illazioni senza nessun fondamento e esulando da quelle che sono anche le conoscenze tecniche della materia, no? Perché a un certo punto queste illazioni hanno riguardato anche il ruolo o il titolo, no? Di Sì, ma perito balistico che qualcuno. no, allora, perito balistico non è un titolo, è Ecco, un io ruolo che vorrei viene che tu chiarissi attribuito. questa vicenda perché a un certo punto sembra che qualcuno sia andato a cercare il tuo nome in un fantomatico Certo. albo dei periti balistici che neanche esiste e poi Sì, abbia cominciato con la nessun tastiera problema. Te a lo spiego, fare te lo spiego. post del tipo, ah, ecco, vedi, Sì, no, ma è Manieri così. dice di essere un perito balistico e sull'albo dei periti balistici non c'è neanche. Allora, Allora io vorrei che tu chiarissi questa storia per tutti e una volta certo, per la tutte. chiariamo in maniera assolutamente lineare. Mi fa piacere che ci sia anche Daniela che potrà confermare o meno. Allora, in Italia non esiste un albo dei consulenti balistici, ma esiste presso ciascun tribunale un albo di tutti coloro che si mettono a disposizione del tribunale per poter espletare determinati ruoli. E per quanto riguarda i consulenti, diciamo, balistici, ci sono delle regole di iscrizione presso i singoli tribunali che vengono fissati dai presidenti dei tribunali. Faccio un esempio banale. A Brescia, per esempio, per iscriverti come consulente balistico al Tribunale di Brescia, viene richiesta l'iscrizione al pari ruolo nella Camera di Commercio. Quindi, se tu non sei iscritto alla Camera di Commercio, non puoi iscriverti neanche al Tribunale. Ma da un punto di vista pratico, la domanda vera che c'è da porsi è questa: chi deve iscriversi a questi albi? Deve iscriversi a questi albi chi vuole esercitare questo tipo di attività per la pubblica accusa o per la Corte. In quel caso è necessario essere iscritti. Se tu invece ritieni di esercitare la tua attività per le parti, parte civile o difesa, non hai nessuna obbligatorietà di iscrizione. In più ti aggiungo un'altra cosa che per me è fondamentale. Una volta che tu fossi iscritto all'albo tenuto presso il tribunale, l'esecuzione del ruolo, a meno che non esistano norme di incompatibilità, è obbligatorio. Cioè, tu non puoi rifiutare un'attività che ti viene, diciamo, demandata dal tribunale, a meno che non esistano delle cause di inammissibilità, perché tu hai già svolto un ruolo adeguato per una delle parti o in qualche maniera sei collegato a questa vicenda, e quindi esistono dei vincoli che in qualche maniera ti danno l'incompatibilità con l'assunzione del ruolo. E ti aggiungo a livello personale un altro discorso. Una delle mie caratteristiche è di fare questa attività in maniera completamente gratuita. Ok? Quindi io accetto unicamente quei casi che mi interessano da un punto di vista tecnico, quindi non posso per questo motivo essere iscritto a un albo che ti imporrebbe di fare tutto, ma in più lo faccio in maniera completamente gratuita.
e quindi questo andrebbe a cozzare contro quello che potrebbe essere, per esempio, l'iscrizione contemporanea anche a una camera di commercio, perché chi fa questa attività è giusto che venga retribuito, viene retribuito secondo quanto di volta in volta viene liquidato dalla Corte, e dal mio punto di vista non ci sarebbe nessun motivo per cui io dovessi essere iscritto a una camera di commercio per fare un'attività da cui non ho nessuna intenzione di ricavare scopo di lucro. Questo è la prima base. Seconda cosa, chi può iscriversi a questi diciamo elenchi? Non esiste un titolo di studio abilitante. In Italia non esiste questo tipo di impostazione, esiste la possibilità di avere delle certificazioni ricavate da partecipazione a corsi fatti all'estero, ma che in Italia non hanno un valore legale, proprio perché in Italia non c'è un titolo che legalmente ti consente l'iscrizione a questo tipo di elenchi. Tanto per far capire, ma a chi ci ascolta, prendiamo per esempio il tiro a segno nazionale. Tiro a segno nazionale, che gestisce i vari poligoni di tiro che ci sono a livello nazionale, ciascuna società è autonoma e tutti sono in qualche maniera iscritti a un'unione italiana del tiro a segno. Allora, qualche tempo fa l'Unione Italiana del Tiro a Segno ha fatto dei corsi per periti balistici. Lo scopo di questi corsi non era quello di creare persone che andassero a fare l'attività per i tribunali, ma era, per esempio, creare delle persone che potessero supportare le varie sezioni di tiro negli adempimenti previsti dalla legge per la realizzazione dei poligoni. Quindi il perito balistico, inteso come persona che lavora nei tribunali, è una cosa, l'esperto balistico è un'altra. Quindi puoi essere esperto balistico se tu hai conoscenza dell'ambiente o se sei conosciuto per chiara fama all'interno dell'ambiente, perché tu hai operato in quell'ambiente. Tipicamente le persone che hanno questo tipo di diciamo di percorso possono essere militari di carriera, possono essere persone che operano professionalmente all'interno del settore. Ma se tu vuoi esercitare un'attività di supporto ad avvocati o semplicemente sei un appassionato della materia, nessuno ti può vietare di effettuare consulenze di questo tipo pur non essendo iscritto a nessun albo. L'iscrizione all'albo serve unicamente per accettare incarichi o dalla pubblica accusa o da una corte. Quindi operare come perito balistico nel caso tu sei nominato da un magistrato di una corte, oppure consulente tecnico di parte per l'accusa nel momento in cui tu fossi nominato dal PM. Se tu sei a supporto di una parte civile o di un imputato, non è necessaria alcuna iscrizione. Da un punto di vista pratico, poi aggiungo un'ultima cosa: quello che è stato consultato, secondo quello che è stato detto all'interno dell'intervista, non sarebbe neanche un albo dei periti, ma sarebbe una pagina internet di un appassionato, che fra l'altro conosco, di chiara fama, che è stato anche magistrato e che in questo suo sito earmi.it ha raccolto tutta una serie di informazioni sue personali, di conoscenza, dove cita un elenco di periti. Fra l'altro, alcuni di questi periti purtroppo sono anche mancati, perché la pagina non è aggiornatissima, e almeno uno di questi periti, per esempio, non è più in attività perché è stato coinvolto nella vicenda Una Bomber italiano. Non so se ricordate la situazione di un perito che venne colto ad alterare il famoso lamierino con delle forbici, e quindi ci fu quella situazione. Tra l'altro lo conosco personalmente perché capitava di frequentarlo per motivi legati a frequentazioni di un convegno che veniva fatto tradizionalmente a Brescia in occasione di una fiera delle armi che si chiamava EXA, e questo convegno era il convegno nazionale sulla giurisprudenza delle armi, il cui presidente era Vigna. Quindi il motivo per cui io annualmente mi trovavo con Vigna presso la Camera di Commercio di Brescia, perché lui era presidente di questo convegno a cui io partecipavo,
e fra le altre cose ci fu anche il nostro incontro nel periodo appunto del 96, quando Pacciani venne assolto nell'appello, e nel video che, ripeto, è già disponibile, ho pubblicato anche degli articoli ripresi dai giornali locali, in cui si dava conto del fatto che durante questo convegno avevamo avuto proprio la possibilità, io e Vigna, di parlarci, di fare anche delle dichiarazioni pubbliche sulla recentissima assoluzione di Pacciani. Benissimo, questo allora io... chiudo l'argomento, poi chiedo conferma a Daniele di quello che ho detto, perché lui è l'esperto di diritto, insomma. Sì, vedo che Daniele annuisce, d'accordo, e ci tenevo che tu, Enrico, ci spiegassi un po' questa questione del consulente balistico, del perito balistico, del fantomatico albo dei periti balistici, perché insomma questi ultimi mesi... chiariamo anche un'altra cosa, che già che ci siamo è importante. Allora, io ho sempre detto, e non è la prima volta, che la mia nomina avvenne con la presentazione dei motivi aggiunti d'appello. Ora, questa nomina venne fatta contestualmente per me e per Marco Morin, che fra l'altro era un caro amico, purtroppo è scomparso anche lui, e avvenne sostanzialmente con una frase un po' particolare scritta dall'avvocato Fioravanti, dove dice che nominava il perito, perché ho usato questo termine anche se il termine corretto era consulente, Marco Morin, coadiuvato da Manieri Enrico di Brescia. Quel coadiuvato non significa che io ero un coadiuvatore o un coadiutore, come sarebbe più opportuno dire, perché la figura professionale che il legale di un imputato può nominare è unicamente il consulente tecnico di parte, punto. Non è che può nominare chi fa le fotocopie, chi fa il coadiutore o cose del genere. Esiste una sola figura, che è il consulente tecnico di parte. Nel frattempo è arrivato anche Lorenzo. Ciao Lorenzo. Ciao Lorenzo, bentornato in Italia. Ci senti? Lorenzo? Non sento nessuno. Come no? Allora, noi ti sentiamo bene. Prova a alzare il volume, Lorenzo. Mi sentite? Sì, sì, chiaro. Ciao a tutti, scusate per il ritardo. Che piacere vedervi. Buonasera, ciao Lorenzo. Ciao Daniele. Ciao. Mi hai mandato un messaggio prima di venire, sono tornato in Italia, difatti ho trovato l'autostrada. Ho beccato una coda. Una coda, ma segno che sono tornato a casa, no? Eh sì. Benissimo, allora abbiamo introdotto con Enrico la puntata tratta dell'ormai famoso, celeberrimo documentario Rai, che è andato in onda 2 o 3 settimane fa, che ha fatto molto discutere. Tra l'altro Enrico ci ha chiarito dei punti importanti che sono stati oggetto di alcune illazioni che l'avevano riguardato nelle ultime settimane, e ci tenevo che chiarisse questi aspetti, perché insomma sono stati oggetto di illazioni anche piuttosto sgradevoli, credo, che hanno riguardato la sua persona. Bene, detto questo, Lorenzo, il documentario della Rai, un documentario che ha fatto molto discutere per ovvi motivi, non ci giriamo intorno, però il motivo principe è che probabilmente, anzi sicuramente, si tratta del primo documentario andato in onda su una TV nazionale, e non è una TV qualunque, comunque una TV Rai prima serata, e che per la prima volta apertamente ha un taglio apertamente critico verso le note vicende giudiziarie dei compagni di merende, e anche, se vogliamo, dell'inchiesta perugina che è venuta dopo, no? Quindi è un documentario che si è un po' discostato, no, dall'assetto a cui eravamo abituati precedentemente, no, con quello che avevamo visto precedentemente. A te che impressione ti ha fatto, Lorenzo, questo documentario? La prendo alla larga. Approfitto che siamo tutti qui per dire due cose. Primo, che
chi mette in discussione Manieri non ha capito niente in un senso. Manieri non esiste, cioè Enrico Manieri non è che non ha fatto, non ha, che ha quella qualifica. Enrico Manieri è un'invenzione di noi mostrologi, un'entità. Sto scherzando, nel senso che Enrico è troppo bello per essere vero, e mi pregio della sua amicizia e, come detto in privato, sono anche orgoglioso di dire che il Manieri attore probabilmente io l'ho scoperto prima di tutti gli altri con la pergamena che abbiamo realizzato con Valerio proprio per Florence International Radio. No, diciamo questo proprio per dire che non la prendo alla larga. Ho finalmente potuto leggere ieri sera, e l'ho divorato ovviamente, la graphic novel di Di Bernardo, a cui ho privatamente fatto i miei complimenti. Finalmente sono riuscito ad accedervi e devo dire che è un prodotto molto bello, che ha l'unico difetto di essere troppo corto, cosa che ho detto a Giuseppe, ma chiaramente ci sono degli obblighi. Perché inizio da questo, oltre che per rifare i complimenti a Di Bernardo, ma perché Lorenzo, una graphic novel, Lorenzo, dimmi. No, è veramente un prodotto eccezionale, cioè lo so, guarda, è di una bellezza allucinante e anche credibilità, Infatti quello che dicevo proprio, ecco, quello che dicevo, che ho detto anche a Giuseppe, è che una graphic novel è un prodotto che sta un po' su una linea sottile che è tra l'intrattenimento vero e proprio e l'arte. Esatto, quindi esatto. Ci si può prendere delle libertà, si parte da un fatto reale ed è, diciamo che è un romanzo grafico. Quello che sarebbe l'obiettivo di un documentario è un qualcosa che sta un passo in più verso l'analisi, perché è vero che un documentario è un po' come un'inchiesta giornalistica filmata, no? Deve basarsi su degli elementi reali, è chiaro che può concedersi meno rispetto ad una graphic novel una divagazione di tipo romanzesco e romanzato, e in questo devo dire che gli appunti, ad esempio, che Enrico con i suoi argomenti ha introdotto nel documentario sono tutti appunti fondati su fatti, su osservazioni. È chiaro che poi noi facciamo sempre un'interpretazione dei fatti. Faccio per dire, quando noi affrontiamo le scene del crimine e ipotizziamo le dinamiche, si cerca di ricostruire la dinamica sulla base di quello che sappiamo a proposito dei luoghi. Nessuno di noi è stato a fare un sopralluogo nel momento in cui è stato scoperto un omicidio, leggendo gli atti che sono a disposizione, non tutti sono a disposizione di tutti, e cercando sulla base delle nostre competenze di ricostruire. Quindi il documentario, devo dire, che ha avuto il pregio, soprattutto nella prima parte, penso, di ricostruire gli omicidi in modo molto asettico. E devo dire che il fatto che non ci fosse un tifo particolare fino a quel punto per nessuna delle piste è una cosa sicuramente apprezzabile. Poi c'è da ricostruire una verità, c'è da ricostruire un percorso giudiziario, e il percorso giudiziario viene ricostruito. Ora, io non apro subito qui la discussione su quanto la verità giudiziaria esistente sia soddisfacente o meno, quella è una cosa che non riguarda il documentario in sé. Devo dire che alcune cose mi hanno colpito all'interno del documentario, e sono le cose che grosso modo ha evidenziato l'amico Francis nella sua recensione, molto al solito estrosa, colorita. Diciamo che dal miglior documentario che è stato fatto è venuta fuori anche la migliore recensione, così siamo tutti contenti. E l'assenza del capitolo Spalletti, la totale assenza del capitolo Vigilanti, insomma, questi sono dei filoni che ci sono stati all'interno dell'inchiesta, che per vari motivi chiaramente sono stati probabilmente... Sì, poi ne parleremo, ovviamente. E poi mi ha colpito anche la strisciata sulla parte Calamandrei, che non è stata assolutamente approfondita. Ricordiamo che lì Calamandrei è stato assolto, quindi si poteva insistere un po' più su di quello. E mi ha molto stupito, e questo penso che sia anche il motivo delle cose che ho letto le scorse settimane, mi ha molto stupito la postura di Piero Toni, che è liberissimo di dire ovviamente quello che gli pare, ma non siamo abituati a sentire un ex pubblico ministero che si esprime con questa chiarezza anche rispetto a vicende che lui non ha curato in prima persona o direttamente, insomma. Quindi
Non sto dicendo assolutamente che Piero Toni o chiunque non abbia la libertà di esprimersi, però sono stato molto colpito dal fatto che Piero Toni si sia esposto in una maniera così chiara verso le sentenze, i compagni merende, la pista stessa perugina, e penso che questo possa aver toccato qualche sensibilità in maniera comprensibile all'interno dell'ambiente in cui lo stesso Toni si è mosso. Ma, però scusa, Lorenzo, magari lo aveva fatto in qualche intervista, in qualche trafiletto, in qualche altra occasione, però mai questa... in un documentario di questo tipo. Ecco, devo dire che la cosa che si nota di più, e concludo perché sennò, la cosa che si nota di più è che comunque in una prima serata Rai, in un documentario molto ben fatto, al netto dei miei commenti e delle mie impressioni, siano entrate per la prima volta delle istanze mostrologiche. Cioè in Rai, in prima serata, sono entrati dei personaggi che vengono anche dalla mostrologia. Non è il caso di Enrico, che ha seguito il caso in tutt'altra veste quando si svolgeva, ma faccio per dire la presenza di Flans, la presenza di Francesco Cappelletti, insomma è un dignificare un lavoro che è stato fatto nei decenni e a cui tutti siamo debitori, indipendentemente da come la si pensi. Il fatto che compaia brevemente Antonio Segnini, insomma Antonio Segnini è uno studioso serissimo, si può essere o non si può essere d'accordo con le conclusioni a cui arriva, ma siamo tutti debitori a Antonio Segnini, quindi è il fatto che ci sia Enrico. Questo porta delle istanze della mostrologia in prima serata Rai. Questo qualcosa vuol dire? Vuol dire che il caso ha ancora una forte attenzione, vuol dire che c'è una parte di non scoperto che può interessare molti e può interessare anche, per completare la verità, mettiamola in questi termini, già indagata, c'è una, può essere un interesse anche dalla parte degli inquirenti. Il caso non è assolutamente chiuso, questo lo chiarisce anche il documentario, e devo dire dignifica il lavoro di tanti appassionati che a distanza di tanti anni hanno magari il tempo di potersi dedicare a scavare a fondo su questioni su cui necessariamente per questione di tempo gli inquirenti hanno dovuto correre un po' di più, senza che nessuno abbia la pretesa di saperne di più, pronunciare sentenze né su internet né tramite un documentario. Ecco, devo dire, la mia impressione è un fatto, il documentario è molto ben realizzato per quello che riguarda la tecnica, è chiaro che poi si può discutere dei contenuti e su questo va più nel dibattito mostrologico vero e proprio. Sì, Lorenzo, giustamente come hai detto tu, no, finora eravamo abituati a vedere due universi paralleli, no, sul mostro di Firenze. Uno che era quello delle TV nazionali, no, che sostanzialmente riproducevano dei documentari, non dico un po' uniformati, però che sostanzialmente ripercorrevano la vicenda giudiziaria quasi cronologicamente, quasi una Wikipedia del mostro di Firenze, no? E poi tutto un sottobosco, definiamolo così, chiaramente in termine positivo, non dispregiativo, di un mondo di studiosi, appassionati, blogger e quant'altro del mostro di Firenze, i cosiddetti mostrologi, che però finora erano rimasti, diciamo così, nell'ambito delle piccole trasmissioni, dei piccoli canali YouTube, delle piccole radio, no? Quindi questa è una novità sicuramente da sottolineare. È chiaro che poi sappiamo che nel mondo della mostrologia sono più sentite, cioè, le istanze, e soprattutto di criticità verso le sentenze ufficiali, quindi verso la verità giudiziaria. Quindi questo è emerso chiaramente nel documentario, e quindi era inevitabile che creasse delle notevoli polemiche, come poi abbiamo visto in queste ultime settimane. Allora, Daniele, le tue impressioni sul documentario che è andato in onda sulla Rai, cioè, condividi le impressioni di Lorenzo? Oppure no? Sì, io sarò più breve, ma anche più analitico, nel senso che darò subito fuoco alle polveri, perché avendo qua Enrico, secondo me questa è un'occasione da non perdere. E il documentario, condivido per intero quello che è stato detto finora e ovviamente non lo ripeto, ha delle qualità sue intrinseche, perché sfonda un muro. Per la prima volta infatti introduce questi elementi di cultura mostrologica, se vogliamo dire così, e in più
cerca di essere non solo esaustivo sui profili possibili di apertura delle piste, ed esaustivo poi tutto sommato non è, perché alcuni frammenti sono sacrificati fatalmente, ma soprattutto cerca di essere sufficientemente equanime, quando invece i prodotti che abbiamo visto in precedenza, negli anni scorsi, sono tutti direi chiaramente marcati da un'impostazione, no? Quindi è chiaro che poi quando un'impostazione domina nel campo ci si finisce per dividere. Ora però questa equanime organizzazione del lavoro, del documentario, a un certo punto si scioglie nella terza parte, che secondo me ha dei meriti particolari e straordinari, in cui la parte del leone la fa proprio Enrico Manieri, perché, diciamolo senza infingimenti, ed è un bene che lo dica proprio uno come me, che tendenzialmente, pur con notevoli scostamenti, crede a una parte dell'accertamento giudiziario che si è determinato sui duplici delitti fiorentini. Manieri dimostra, carte alla mano, che la dinamica descritta da Lotti come diamante in correità e anche in parte reo confesso, è una dinamica impossibile, cioè che le cose che Lotti ha riferito circa la famosa notte di domenica degli Scopeti non può essere totalmente vera, e in realtà dalla dimostrazione di Enrico si trae la conclusione che è recisamente falsa. Ora, Enrico poi però va un po' oltre, a mio avviso, perché cerca anzi anche di fare una pars construens che io già conoscevo, peraltro, perché essendo anch'io come Lorenzo nella condizione di avere un rapporto di confronto, non dico giornaliero ma insomma piuttosto frequente con Enrico, erano tutti contenuti che conoscevo, e devo dire molto ammirevoli, perché tra le ricostruzioni di Scopeti fornite da diversi studiosi, devo dire che quella di Enrico è certamente una delle più solide, e poi soprattutto è quella che si affonda i piedi, diciamo, nel metodo scientifico, no? Che lui ha appena rivendicato in apertura di trasmissione, Lorenzo non c'era, ma che insomma ha le stimmate dell'originalità, perché poi nessuno segue questa tecnica, no? che io ammiro molto. Enrico dice sempre che non ci tiene fino in fondo a capire chi, ma certamente a capire come, quando, e in realtà Enrico non ci tiene neanche poi tutto sommato a capire il perché, che invece è un po' il tema, no? A cui siamo tutti affezionati quando ci lanciamo con i dovuti dilettantismi nella ricostruzione dei profili psicologici, o addirittura dei profili criminologici, o per alcuni anche geografici, geografici. E quindi che cosa si può trarre in definitiva da questa visione? Io l'ho visto due volte il documentario, che però non è esente da critiche potenziali. Io ne faccio fondamentalmente due, che non riguardano però, badate, la parte finale, quella affidata ad Enrico su Scopeti, che ho sempre trovato molto convincente e illuminante quanto a metodo, ma questo poi magari lui stesso interverrà per inserire qualche corollario nel contesto. Io però sono piuttosto critico in alcune affermazioni che sono state svolte, o che comunque sono emerse dalla seconda parte, cioè quella in cui si tratta del lato perugino della vicenda. Ecco, vedete, ora, indipendentemente da quello che si pensi del lato perugino e da come si parteggi sulle posizioni di totale estraneità della figura di Francesco Narducci dalla vicenda che ci occupa, oppure di suo coinvolgimento, non si può onestamente affermare che Mignini sia stato guidato dalla collaborazione o addirittura dall'impulso di Gabriella Carlizzi, perché questo onestamente non risponde al vero. Eppure io, ammirando alcune considerazioni che ha svolto Piero Toni, perché Piero Toni è stato uno stimabilissimo magistrato, anche piuttosto rigoroso, devo dire, ci sono stati però dei passaggi in cui lui ha ricostruito la drammatica parte finale del processo d'appello a Pacciani, in cui, a mio modesto modo di vedere le cose, sarebbe stato opportuno avere un contraddittorio. Perché, come sempre capita in queste complessissime vicende giudiziarie, per chi se ne intende o ha la sfortuna di doverle vivere, diciamo, la verità non sta mai da una sola parte.
è invero piuttosto importante però dire che la posizione di Toni è una posizione assolutamente legittima, che in genere risultava sempre sacrificata nella esposizione dei fatti giudiziari che hanno contornato la vicenda dei duplici delitti, sia negli altri documentari che nella storia comune di cui noi spesso parliamo, no? L'accanimento tra i sostenitori della verità giudiziaria e i suoi detrattori finisce sempre per sacrificare quel tornante drammatico che ci fu nel secondo grado di Pacciani, che fu un momento veramente dilaniante, no? Per gli uffici requirenti fiorentini, in cui in sostanza la divaricazione assoluta tra Vigna e i suoi da una parte e Piero Toni la procura generale dall'altra divenne talmente plastica da influenzare in modo decisivo e direi io anche veramente determinante l'esito del processo a Pacciani. E, ecco, a mio modesto modo di vedere le cose, le ragioni di Toni, che pure esistono e meritano il massimo della considerazione, non sarebbero dovute essere state svolte come vox clamantis in deserto, cioè era necessario che ci fosse un minimo di contraddittorio sulle ragioni per le quali la parte finale del processo d'appello fu gravata dalla famosa questione dell'ammissibilità dei testi alfa, beta, gamma, delta, che impresse alla vicenda una direzione totalmente anomala e determinò, parliamoci chiaro, la famosa divaricazione tra le sorti processuali di Pacciani e quelle poi successivamente risolte dei cosiddetti compagni di merenda. E infine l'ultima cosa che dico riguarda invece la prima parte del documentario, che secondo me è molto interessante per motivi piuttosto anomali. Ad esempio, non mi era mai capitato, pur essendo io un discreto conoscitore della vicenda, di sentir parlare Adolfo Izzo, che è stato uno degli inquirenti di maggior lena sulla questione, nel senso che i due delitti dell'81 vedono Izzo sicuramente come coprotagonista nell'attività investigativa, con tutte le sue luci e le sue ombre. E ho trovato perfino un pochino divertente, un pochino struggente vedere che Izzo ancora oggi, dopo così tanti anni, continua ad accarezzare il suo salvatorvincismo d'antan, no? Lui è chiaro che resta convinto dell'implicazione o comunque del coinvolgimento, se non proprio dell'esclusiva responsabilità di Salvatore Vinci. E però scusa Daniele, stai parlando, sì, di Torrisi? No, no, sto parlando proprio di Izzo. Izzo era il sostituto procuratore che insieme alla Silvia Della Monica seguì davvero, però li seguì a freddo, diciamo, non alla prima ora, i primi due delitti, quelli del 1981. Oh, sì, che fu anche protagonista, scusatemi, della vicenda Spalletti, no? Ragazzi, in parte, ragazzi, sì. Scusate, sì, Daniele, abbiamo Francis Tinifet in diretta. Ah, attenzione, questo è il momento clou della serata che aspettavamo. Buonasera a tutti, ciao caro Daniele. Non volevo interrompere perché sentivo ora nell'inizio della diretta la voce, niente meno, perché ho visto la lista, c'ero io che non ho potuto essere lì con Skype, poi ho visto Iovino, Mencaccini, Manieri, ma ora sentivo la voce di Piccione, se non sbaglio, giusto? Esatto, sì. Ah, che è una bella... Sì, perché c'è stata la staffetta come Rivera Mazzola, no? Ai mondiali del Messico. Quindi Lorenzo, tu non c'entri, Piccione al posto tuo. Esatto. Ricapito, esatto. Bene, ottima sostituzione, veramente ci avete guadagnato. Qual è mi ricapitoli velocemente le posizioni sul documentario? Beh, allora sostanzialmente ha cominciato Enrico e praticamente lui ci ha fatto un excursus di tutto il percorso che lo ha portato, anche con le note polemiche che lo hanno riguardato, certo, alcune illazioni che sono state mosse nei suoi confronti negli ultimi mesi, che tu conoscerai certo, sicuramente. Ma poi, ecco, chi meglio di lui ti può spiegare in prima persona come... Sì, infatti ce l'ho spiegato molto bene. Poi è intervenuto Lorenzo ci ha fatto una riflessione importante, cioè il fatto che per la prima volta in un documentario sulla RAI, quindi su una TV nazionale, compaiono per la prima volta cosiddetti mostrologi, no? Coloro, quella sottobosco, termine positivo, no? Che
hanno alimentato le piccole trasmissioni, i piccoli canali YouTube, piccole radio negli ultimi anni, no? Che però per la prima volta abbiamo citato Cappellette, abbiamo citato Cellini, esatto. No? Per la prima volta compaiono in un documentario Rai, quindi questa sicuramente è una novità molto, molto importante, che in qualche modo può segnare anche uno spartiacque. Poi alla fine il nostro Daniele Piccione, il tuo sostituto, no? ha parlato soprattutto della seconda parte del documentario, che è la parte che ha creato più polemiche, no? No? Parlando soprattutto dell'intervento, ad esempio, di Piero Toni, sottolineando come secondo lui a un certo punto si sia sentita la mancanza di un contraddittorio, come se la seconda parte fosse stata un po' troppo marcatamente dalla parte dei critici verso le note sentenze giudiziarie. Ecco, questo è un po' un riassunto dei nostri tre ospiti questa sera, degli interventi che hanno fatto finora. Grazie. Quindi aspettavamo la tua chiamata, siamo contenti che sei chiamato, e a questo punto, grazie, visto che tu sei stato molto attivo in queste settimane, ti sei dato molto da fare, no? Perché insomma sei stato molto critico verso questo documentario, quindi volevamo che tu telefonassi, intervenissi. Sì. A questo punto ci dicessi cosa ne pensi tu del documentario Rai. Certo, no. Ah, io ti ringrazio, vi ringrazio, ne accolgo l'occasione per salutare tutti gli intervenuti. Niente, io non posso che prendere da queste impressioni che te mi hai ripercorso adesso, le condivido tutte, anche nella, se ci fosse disparità di chi critica e di chi acclama un prodotto del genere, io sono d'accordo a prescindere. Hai sottolineato bene te, sintetizzando. Per noi vediamo su Rai 2, alla televisione, come la speculazione mostrologica, la storiografia mostrologica, cioè gli studi sul mostro al di là dei processi, ecco, vengono portati sulla TV di Stato. Io penso principalmente a Cappelletti, perché più di Brogioni, più di Rinaldi, che fanno parte di una generazione insomma più giornalistica, Cappelletti rappresenta, diciamo, il capofila di tutti noi, cioè il mostrologo di internet, ma il vero studioso del caso secondo le sue possibilità. Nessuno di noi travalica. C'è Daniele che con l'occasione di lavorare in radio e in televisione poteva andare lì sulle scene, gli è capitato nelle ultime scene del crimine. Enrico è stato coinvolto nei processi, ha partecipato, cioè proprio professionalmente alla saga dei processi. Noi siamo quelli che al massimo, capito, si ricordano i delitti da bambino e hanno studiato il caso. Quindi da parte mia concordo con te che quel documentario è stata una consacrazione della mostrologia, ma questo lo si sa già, il fatto che tutta l'Italia ha preso coscienza, lo vediamo da chi ci segue, l'Italia ha preso coscienza che c'è una comunità di studiosi che approfondisce il caso diversamente. Perché fa ridere e non fa ridere la parola mostrologia? Perché questa parola è nata spontaneamente, ma deve essere associata a un altro, perché c'è solo un caso simile che giustifica, sia pur ironicamente, il fatto di dedicarsi a un solo caso monograficamente. Dice, fa il criminologo, e alcuni ci provano a occuparsi di altri casi, ma sappiamo tutti che principalmente non è un interesse criminologico, cioè è la vicenda che ci ha catturato interamente. Cioè sì, possiamo provare a interessarci di altri casi. La mostrologia, come fino all'88, qualche anno fa, c'era la ripperologia, la ripperology in inglese. Solo il caso di Jack lo Squartatore ha giustificato 100 anni di pubblicazioni, 100 anni di studi e una crescita, perché non è che 30 anni dopo i delitti di Jack lo Squartatore si esauriva, è cresciuta, infatti l'apice si è raggiunto negli anni 60-70, e con lo scorno di chiunque possa desiderare di arrivare prima di morire a trovare una verità sulla vicenda, anche quella del mostro di Firenze rischia appunto di assumere questa dignità tutta autonoma di disciplina o comunque sottodisciplina storica, che quindi da questo punto di vista è un riconoscimento per tutti noi, perché appunto proprio perché avevamo visto al di là di Manieri, che comunque appunto c'ha un piede nella storia dei processi, che comunque viene, è il trade union proprio fra la mostrologia e aver vissuto la saga giudiziaria insomma attivamente, direttamente, c'è stato questa specie di ovviamente la selezione non può accontentare tutti, sappiamo che parimenti autorevoli figure che insomma che hanno animato la ricerca del caso negli ultimi anni non erano presenti lì, ma come anche i pubblici ministeri o gli avvocati, si è fatta una selezione, quindi
cosa dobbiamo aspettarci oggi da un documentario sul mostro? L'ennesima riproposizione dei processi, li abbiamo visti 9.000 volte, io stesso, che sapete come la penso, capito, oltre sui processi si è già discusso, quindi quel tentativo, noi tutti sappiamo che quel documentario ovviamente era solo un germoglio, una scintilla, e che non ha espresso le istanze più problematiche e forse anche più critiche e forti della mostrologia. Mi riferisco ovviamente, come ho già detto in varie sedi, alla totale al totale glissaggio sulla retrodatazione, sul problema della retrodatazione di Scopeti, e poi il resto che ho detto l'ho detto già altrove. Francis, ti è piaciuto il documentario? Possiamo dire. ho voluto controbilanciare, mi dici sei stato molto critico, in una recensione privata ovviamente ho dato sfogo a tutte le dinamiche più personali, ho lanciato una sfida, come a dire, fate parlare anche me, ma era tutto ovviamente nell'ordine, insomma, della provocazione, diciamo. Complessivamente l'ho seguito con interesse, come tutti i lavori sul mostro ho qualcosa da ridire su alcuni passaggi, ma sono sotto gli occhi di tutti i piccoli glitch, se dobbiamo avere qualcosa da ridire. Diversamente mi ha molto fatto piacere vedere Enrico che riusciva a portare sulla TV nazionale la sintesi essenziale di studi e di deduzioni e di scoperte che lui divulga da tempo. Noi le cose che ha detto Enrico, più o meno, almeno chi segue Enrico le conosceva già quelle cose, e altre ce ne sarebbe. Quindi in questa sede ho piacere di salutarlo come un passo avanti nella fruizione di massa dell'istanza mostrologica. Poi sapete come la penso, ovviamente potrei sparare contro, dire oh, allora Lotti, ti becco uno, due, tre persone, almeno Manieri non ha detto niente, Vindico, tutte persone, Rinaldi, Toni, te che avete sottinteso che i compagni di merende sono estranei ai delitti, ma mi continua a sembrarmi un assunto perplesso, ma appunto questo è come la penso io. Scusate, ecco, non vi volevo rubare più tempo, ho straparlato, mi sembra a sufficienza. Beh, non insomma, potendo questa sera un Francis molto political correct, no? Democristiano. I primi giorni a mente calda eri un pochino più... Recensisci te la mia recensione, mi hai visto un po', quali sono i punti critici secondo te? Insomma, mi sono scagliato più ferocemente in altre sedi. No, vabbè, ma io ti devo dire la verità, ancora non l'ho guardata perché preferisco farlo a mente fredda, no? Quindi me la guarderò in questi giorni festivi, poi ti farò sapere. Le critiche sono mirate sull'interpretazione mia del caso, cioè che voglio rimettere i compagni di merende sul piatto, che c'entrano o che non c'entrano, voglio riporre il problema. E lì, insomma, mi è sembrato non tanto il documentario, che io continuo veramente ad apprezzare e ad ammirare, più che altro le reazioni di un pubblico generalista che forse ha frainteso la portata, ma come sono sicuro conosco molte persone che partecipavano e so come la pensano sul caso, ma le ho trovate estremamente corrette, concentrate sull'evidenziare i punti critici, e quello è stato il contributo. Infatti non c'è niente da dire, non c'è niente di cui stracciarsi le vesti, solo in ambito proprio strettamente mostrologico potrei eccepire, potrei criticare, ma tutto sarebbe animato dalla mia visione del caso. Per me è importante che se ne parli. Un pochino più dubbioso, un pochino meno granitico. Dubbioso come i dubbi poi diciamo che sono ospite eccezionalmente a Florence International Radio, quindi ho tutto l'interesse a tenere un clima, se c'è anche Riccardo, ci tengo appunto a tenere tutto tranquillo. Beh, ancora sembra plausibile che l'ascia di guerra non è del tutto sotterrata, no? Ci sono ancora assolutamente sì, devo fare polemica. Il documentario è stato molto interessante, io aspetto al varco lo sviluppo delle analisi di Harry, aspetto al varco, ci si incontrerà un giorno per capire chi deve essere o chi non deve essere questo mostro di Firenze. Tutti lo aspettiamo al varco, sì. Ma se posso... Anche perché vedo che ci sono altre scuole di pensiero... A Francis, prego. Una cosa che mi piace, prego, evidenziare è questo. Innanzitutto vorrei che fosse chiaro che stiamo su una TV generalista e si rivolge a un pubblico che molto probabilmente solo in parte conosceva la storia. Quindi ci sono veramente anche molti giovani che la storia non la conoscevano affatto. Quindi è stato necessario, da un punto di vista anche concettuale, non solo tecnico, effettuare
una scelta di cosa proporre all'interno della, diciamo, della narrazione della prima parte, cioè della parte storica, e capisco perfettamente che per chi è dentro il non veder nominato Spalletti può costituire sì, un vulnus, ma in realtà non lo è, perché da un punto di vista pratico nella vicenda storica Spalletti il contributo purtroppo che deriva dalla sua vicissitudine è stato pari a zero. Quindi vabbè, se il concetto che doveva essere in qualche maniera, ma se menzioni Salvatore Vinci avanti, se menzioni Salvatore Vinci, il contributo di Salvatore Vinci è identico a quello di Spalletti, a seconda di come la si pensa. Spalletti è stato arrestato convinto per il diritto di Mosciano. No, non ne sono così convinto per un motivo vigilanti molto semplice. No, ti spiego, non ne sono così convinto per un motivo molto semplice, che la pista sarda intesa nella sua complessità, è più complessa e ratificata, sì, sì. Non facendo riferimento a nessun nome in particolare, ma dico la pista sarda nel suo complesso, all'interno della vicenda ha una sua enorme dignità e secondo me meriterebbe, ed è questo il discorso che a me interessa di più, un approfondimento di tipo tecnico. Cioè quello che per me era importante che uscisse da questo documentario come sentiment di carattere generale, ma anche come considerazione, è che se, adesso dico una cosa un po' forte, però vorrei che fosse capita da un po' da tutti, se qualcuno ha fallito in questa vicenda è la scienza criminalistica che ha fallito. Cioè il contributo della scienza criminalistica in questa vicenda è stata sostanzialmente negativo. Cioè non ha dato elementi agli investigatori, delle basi solide, oggettive, da cui poter partire per fare il loro lavoro. Questo per me è la componente che, fra virgolette, da tecnico mi sento di dire. Cioè analizzando, per esempio, tanto per cambiare la scena di Scopetti, emergono una serie di discrepanze, non solo nella parte relativa ai rilievi della scena del crimine, è d'accordo, ma io penso soprattutto, e qui Lorenzo potrà supportarmi, nella diversa, opposta interpretazione del medesimo fatto data dall'equipe criminologica, medico-legale criminologica di Modena, professor De Fazio, dall'equipe medico-legale di Firenze, professor Maurri. Cioè arriviamo al punto tale che un foro presente all'interno della tenda per un'equipe è un foro di uscita, quindi che avrebbe un proiettile che ha attraversato l'intera tenda e sarebbe uscito sul fondo per andare poi a perdersi nel bosco, secondo Maurri e l'equipe di Firenze. Per De Fazio è un foro di ingresso, cioè sarebbe un colpo sparato all'interno della tenda e fra l'altro in una posizione che è completamente opposta a quella della diciamo ricostruzione di Maurri. Ma non è solo questo, faccio un altro esempio dove Lorenzo sicuramente potrà supportarci. Se vai a vedere la perizia autoptica sul corpo della ragazza, viene detto che l'escissione sia del seno che del pube è non infiltrata e priva di soffusioni emorragiche. Messa in soldoni vuol dire che quelle ferite non hanno sanguinato né il pube né il seno. Da fotografie di estremo dettaglio si può verificare che non c'è una goccia di sangue né nell'escissione della mammella né nell'escissione del pube. Ora io mi chiedo com'è possibile che entrambe le equipe medico-legali, perché non dimentichiamoci che quella di Modena era un'equipe medico-legale e criminologica, com'è possibile che entrambe facciano delle valutazioni dove fanno diciamo ricondurre l'origine delle macchie di sangue a sanguinamenti avvenuti o nella zona del pube Maurri, dove ci sarebbe stata una circolazione residua perché è avvenuta in limine vitae, mentre quella del seno secondo Maurri sarebbe sicuramente post mortale, mentre De Fazio ci dice l'esatto opposto, ci dice che l'escissione del seno sarebbe in limine vitae perché secondo lui avrebbe sanguinato, poi capiamo perché, mentre quella del pube sicuramente post mortale. E da cosa traggono queste valutazioni anziché andare a vedere le ferite che, come ripeto, entrambe vengono definite, come ho appena detto, testualmente nelle perizie autoptiche? Vanno a vedere il contesto, cioè Maurri dice che la macchia di sangue che è fuori dalla tenda è stata generata dal pube,
De Fazio, che sostiene che la scissione non è avvenuta fuori dalla tenda, ma è avvenuta all'interno della tenda, dice che nella zona dove teoricamente avrebbe dovuto esserci il pube non ci sono macchie di sangue sul copri materassino, mentre ci sono nella zona in cui c'era il seno. Quindi, secondo lui, il seno avrebbe sanguinato. La realtà dell'esame istologico è che nessuna delle due è una ferita che ha sanguinato, perché sono entrambe prive di soffusioni emorragiche, oltre che non infiltrate. Quindi il problema fondamentale, secondo me, è che la prima cosa che doveva essere chiarita durante il dibattimento era la dinamica e la ricostruzione dell'evento, e questo non è stato fatto. Cioè, noi oggi come oggi, io parlo di Scopetti perché è quello di cui abbiamo la maggior quantità di informazioni, ma ancora oggi qual è la versione, diciamo, virgolette, ufficiale dell'omicidio di Scopetti? Dobbiamo pensare che sia quella fornita da Lotti e da Pucci, perché se andiamo a vedere che cosa raccontano le perizie medico-legali, raccontano verità fra loro collidenti, che o si dà la precedenza a uno e quindi non si considera l'altra, oppure si dovrebbero teoricamente annullare in una sorta di annichilimento, perché ciascuno dice il contrario dell'altro, quindi se vale uno non può valere l'altro. Quindi quello che voglio dire da un punto di vista pratico è che il problema per me è che da tutta questa vicenda è mancato completamente il livello di oggettività delle evidenze della scena del crimine. Pensate solamente agli omicidi dell'81. Abbiamo un verbale della polizia che ci dice nell'81-2, quindi Baldicambi, che ci dice che i bossoli sono da una parte della macchina. Il verbale dei carabinieri dice che i bossoli sono da una parte, tranne uno che è dalla parte opposta. Cioè, come fai a ricostruire una scena del crimine così se non hai una minima certezza? Non si sa niente. Sì, devi dire, uno deve aver ragione, sì. A parte, no, è una discrepanza di un solo bossolo che però altera la dinamica. Allora, sì. Questo discorso, per come la vedo io non so se gli altri ospiti saranno d'accordo o meno, ma facciamo l'esempio della pista sarda. Noi sappiamo che i bossoli e le palle che sono state rinvenute nel famoso carteggio nell'82 a seguito di, sì, diciamo, ricordo del maresciallo Fiori o di segnalazione anonima, non è importante. Anonima. Quello che noi vogliamo adesso capire, per come la vedo io, sarebbe una perizia che va a definire una volta per tutte se i reperti del 1968 trovati nel 1982 nel modo che sappiamo sono o non sono i reperti originali del 68. Se si facesse questa perizia, noi potremmo dire: se i reperti sono quelli del 68, la pista sarda ha tutta la dignità di essere all'interno di questo contesto. Puoi ripetere questo passaggio, Enrico? Non ho ben capito l'oggetto della perizia di cui l'oggetto della perizia. Sì, l'oggetto della perizia sarebbe prendere i reperti del 68 rinvenuti nell'82, quindi i bossoli e le palle, e solo quelli, e andare a confrontare questi oggetti, questi elementi oggettivi, con la perizia fatta nel 68 e vedere. L'ideale sarebbe recuperare anche il fascicolo fotografico, ammesso che esista, e accertare se, diciamo, i reperti del 68 trovati nell'82 sono effettivamente quelli descritti nella perizia del 68, perché se non viene fatto questo, noi non risolviamo mai il problema di base se quei bossoli e quelle palle sono originali del 68 o sono il più grande depistaggio che possiamo ricordare in una vicenda criminale italiana. Ora, siccome questo è fattibile, perché da un punto di vista pratico una perizia di questo tipo consentirebbe di arrivare, ma non giuridico, ma non giuridico, Mario. Allora io parlo da un punto di vista tecnico, cioè se tu hai in mano le cinque palle cinque bossoli e le palle che sono state recuperate e le vai a confrontare e trovi corrispondenza, diciamo che si chiude l'argomento del depistaggio. Se questa corrispondenza non c'è o se è dubbia, il depistaggio a tutti gli effetti potrebbe entrare come un punto di domanda che mina alla base l'esistenza della pista sarda e potrebbe far immaginare l'esistenza di un burattinaio esterno che con vari nomi e varie azioni abbia indirizzato di volta in volta su persone diverse da sé, che potevano essere i sardi all'inizio, poi potrebbe essere Pacciani. Non dimentichiamoci che in questa vicenda entrano a vario titolo degli elementi che vengono fatti recapitare
Pensate all'asta guida molla avvolta nel famoso straccio, pensate alla cartuccia trovata nell'orto di Pacciani. Cioè, questi elementi nascono da azioni fatte da qualcuno che comunque ha avuto un ruolo, cioè non possiamo dimenticarcelo. L'asta guida molla che arriva avvolta negli stracci, i cui stracci sono assolutamente compatibili, addirittura sono identici in questo caso a quelli trovati a casa delle figlie di Pacciani. Non possiamo metterla come se non fosse mai avvenuta. Questa cosa è avvenuta, quindi qualcuno che ha voluto, diciamo, oggettivare la colpevolezza di Pacciani fornendo degli elementi di questo tipo c'è stato, storicamente parlando. Non sappiamo chi sia, ma non possiamo negare che non ci sia stato. Daniele, tu sulla sì, nota questione del depistaggio, no? Una piccola critica logica a quello che giustamente ha provato a dire Enrico, cioè Enrico, condivido molto, no, il lodevole tentativo di poter escludere dal campo dell'analisi una delle grandi ipotesi ricostruttive di quello che capita nel giugno-luglio 1982, cioè tu dici, almeno oggi, cerchiamo di sgombrare il campo almeno da una delle due tesi estreme, la prima, quella che nel 1982 si verifichi una vera e propria sostituzione di reperti o aggiunta surrettizia di reperti che poi dà il via all'apertura della pista sarda e a tutto quello che ne segue. La seconda tesi invece è quella di spazzare via il campo dall'ipotesi di un grosso burattinaio che da dietro le quinte riesce a dirigere le indagini di due generazioni di inquirenti. Bene, però vedete, questo apre secondo me un gigantesco punto di domanda sulla metodologia che si segue quando si studia questa vicenda. Io ho studiato a fondo l'origine della tesi della cosiddetta falsificazione del ritrovamento dei bossoli, o meglio sia bossoli e palle, diciamo, associate al fascicolo del 1968 in seguito o all'intuizione di Fiori, per chi ci crede, o meglio ancora alla lettera del cittadino amico. Bene, e la domanda è: da dove origina questa dogmatica, cioè l'idea che quei reperti non corrispondessero davvero ai delitti, a quelli risalenti al delitto del 68, cioè al delitto di Signa? E beh, sapete da dove vengono? Vengono da quelle posizioni di studio che, non riuscendo a spiegarsi, d'accordo, la omogeneità, la continuità tra quanto accaduto a Signa e quanto poi accaduto nella serie che si apre a Borgo San Lorenzo, hanno cominciato a mettere in dubbio uno dei tasselli che avevano condotto a questa ricostruzione. Ora, a voi sembra questo metodologicamente giusto da seguire come punto? Cioè oggi ritenere che è un punto controverso quello dell'identità, dell'originalità, ovvero sia dell'autenticità dei reperti del delitto di Signa, come se questa fosse veramente una questione aperta dal punto di vista processuale, di accertamento della verità giudiziaria. In realtà non è così. Voglio con questo dire che se noi prendessimo un altro qualunque dei frammenti problematici della questione, e ce ne sono, pensiamo al doppio cadavere sul Trasimeno, alla retrodatazione del delitto degli Scopeti, o al problema delle macchie di sangue a Vicchio, o ancora della telefonata del Farini sempre a Vicchio, e potremmo andare avanti così all'infinito, perché questa vicenda è costellata di micro problemi che ne aprono a loro volta altri e che schiudono tutto un gioco di scatole cinesi. Ora, perché noi dovremmo dare ingresso all'effettività del dubbio sul fatto che quei reperti non fossero originali? Ebbene, ve lo dico io perché. Perché a noi non tornano i conti. Perché i continuisti si trovano spezzati e spiazzati dal problema che Signa ha tutta un'altra storia, no? Sembra avere tutta un'altra dinamica, tutto un altro circolo di partecipanti, tutta un'altra matrice. Invece quelli come me, che ritengono che continuità non ci sia, si devono provare a spiegare il passaggio della pistola. E siccome alcuni di questi qui pensano, come me, che la pistola sia finita in mano a tutt'altra gente rispetto a quella che determinò la morte di Barbara Locci e dello Bianco, allora ecco che proviamo tutti a dire, noi e voi, cioè loro e tutti quelli che si accostano alla vicenda, beh, allora può essere pure
che questo tassello spurio del 1968 sia stata una gigantesca macchinazione. Ma noi questo in termini di verità storica non possiamo provare a dirlo. Allora potremmo anche dire che non è la stessa la pistola tra Scandicci e Calenzano. Ma cosa ci fa dire che quell'accertamento è meno originale? Ma il discorso, secondo me, Daniele, è io capisco... Con tutto rispetto, ovviamente ho colto la nobiltà d'animo. Anche a me piacerebbe capirla una volta per tutte, se non altro sentire più quelli che mi dicono no, ma guarda, è impossibile che si mantengano i reperti, perché io leggo anche queste cose nel 2021. C'è ancora quelli che dicono ma è impossibile che si mantengano i reperti di una pistola che non si è mai trovata, di un delitto che ha probabilmente con la sentenza ingiudicato un possibile complice del Mele, e tra l'altro non è affatto vero, questo lo dico contro tesi sviluppate anche da amici o anche da autorevoli inquirenti, non è affatto vero che andavano distrutti effettivamente in concreto alla luce. Sì, questo l'abbiamo detto più volte, Daniele. E quindi è inutile che continuiamo, capite? No, qui sì, mi però, Daniele, no, però, scusa Enrico, il ragionamento di Daniele solleva un interrogativo importante, no? Che sostanzialmente è questo, no? La famosa questione del presunto depistaggio del 68 è un ragionamento che ha un fondamento, un criterio razionale, allora, oppure nasce dalla forzatura, da una necessità togliere dal tavolo un delitto che mal si accosta agli altri, soprattutto alla serie, ma soprattutto è un ragionamento che, come ha detto giustamente Daniele, potresti ripetere anche per Rabatta, anche per Scandicci. Cioè, se noi domani scopriamo che il delitto di Scandicci vengono fuori degli elementi, Lorenzo, assolutamente diverse. Allora io parto da un principio diverso. Io non parto da valutazioni di merito, io ho un approccio pragmatico. Dico, noi oggi cosa possiamo fare? Possiamo fare questo accertamento, e questo accertamento ci potrebbe dare dei vantaggi operativi. Ora, potrebbe essere un accertamento completamente inutile, ma potrebbe essere un accertamento invece che può dare quantomeno la validità che possa esistere l'ipotesi di un depistaggio. In questo momento siamo nel campo delle ipotesi. Nel campo delle ipotesi tutto ha la medesima dignità, perché in una sorta di democrazia della rete, dove uno vale uno, e io non condivido affatto questa impostazione, c'è purtroppo chi sostiene una cosa e chi sostiene il contrario. Allora io dico, una delle poche cose che possiamo chiarire è sicuramente questa. E questo secondo me andrebbe fatta, e la possibilità che ci sia stato un depistaggio, a parte che sia stato ventilato dal coniglio il martedì di vecchie stiamo a fare discorsi, quindi storicamente diciamo ha tutta una serie di, ma io vi dico solo una cosa per farvi capire perché io sono dell'idea che pragmaticamente andrebbe fatta questa cosa. Allora, voi sapete che qualcuno, e non entriamo nel merito di chi, ha diffuso su pagine Facebook in tempi relativamente recenti, dopo l'archiviazione del caso dei due diciamo ultimi che sono stati diciamo messi sotto la lente, non voglio far nomi perché sono stati assolutamente archiviati e quindi non è corretto fare i nomi, è stato messo a disposizione parte della perizia Minervini. Ora, la perizia Minervini che è stata messa a disposizione, a me ha colpito una tabella dove c'è per ogni colonna. Harry, scusa, per comodità per tutti quelli che ci leggono, se puoi, che ci ascoltano, di bene qual era l'oggetto della perizia Minervini, così che tutti ci seguono. Ecco. Allora, il perito Minervini è stato chiamato dal PM attuale, che sta seguendo queste attività di investigazione, a svolgere vari tipi di accertamenti, e ha svolto varie perizie. Una perizia riguardava un'arma diversa dalla Beretta, che aveva determinate caratteristiche, e questa è stata diciamo fatta e pubblicata. Perché? Perché un'arma di questo tipo era nella disponibilità di una delle persone che sono state poi archiviate. La seconda parte della, diciamo, una seconda perizia particolare era inerente allo stato della cartuccia trovata nell'orto di Pacciani, e su questa non è stato divulgato nulla, perché la parte divulgata è ampiamente coperta da degli omissis, e secondo notizie di stampa su questa parte risulterebbe aperto un fascicolo contro ignoti per depistaggio, perché sempre da notizie di stampa sembrerebbe che
e questa perizia avrebbe identificato un'alterazione nei segni trovati su questa cartuccia, che sarebbero stati alla base delle analisi balistiche fatte a suo tempo da periti Benedetti e Spampinato. Ma la cosa che a me interessava era una perizia riassuntiva su tutti i reperti che sono stati oggetto di tutta l'indagine, quindi dei delitti del mostro di Firenze, e a questa che stavo facendo riferimento. E dicevo, in questa perizia viene presentata una tabella sinottica riassuntiva dove si hanno nelle colonne le date dei vari omicidi e nelle righe il numero di bossoli trovati, il numero di palle trovate, il numero di palle ramate per ciascun delitto. E in questa perizia che è stata pubblicata, ragazzi, i reperti che risultano in questa tabella non sono quelli che risultano negli atti. Ora, se io volessi essere più realista del re e prendo questa perizia come oro colato, leggo che secondo quello che al perito risulta, a Scopeti ci sarebbero un certo numero di palle ramate, cosa che non è vero. A un delitto dell'81 risulterebbe un certo numero di bossoli superiore a quello effettivamente trovato. Cosa ne deduco? Non sto dicendo che il perito abbia sbagliato, tutt'altro. Dico una cosa diversa. Dico che il perito ha ricostruito l'appartenenza dei reperti ai singoli omicidi prendendo i riferimenti dei corpi di reato che gli sono stati dati. Se ti viene dato una scatola col corpo di reato numero A, seguito da una certa cifra, e ti dice questi sono i bossoli del 68, tu li apri, ci trovi dentro delle cose, tu le scrivi, questo è successo per Scopeti, è successo per l'81, è successo per il 74 e così via. Cosa succede? Succede che a me personalmente viene il dubbio che non il perito abbia sbagliato, ma che nel tempo ci sia stata un mescolamento dei reperti, o addirittura, nel caso sarebbe ancora più grave, i reperti sarebbero stati uniti con bossoli utilizzati per fare delle prove dai vari periti, e il perito che si è trovato in mano tutto questo ha semplicemente registrato dei numeri perché a lui effettivamente sono stati consegnati questi. Ma da un punto di vista pratico noi sappiamo che nella realtà dei fatti a Scopeti non c'erano palle ramate. Mentre però compaiono nella perizia Minervini. Nella perizia Minervini in questa tabella compaiono. Allora, così come per esempio nell'81, mi pare, compare un numero di bossoli che non è quello che è stato trovato. Allora, la mia domanda è, se ci sono problematiche di questo tipo, fermo restando che secondo me il perito ha lavorato bene dal suo punto di vista, certo che se lui riceve una scatola che gli dice questa è la scatola che contiene i reperti dell'omicidio del 74 e tu li apri e ci trovi dentro determinate cose, lui scrive queste cose, no? Ora, secondo me potrebbero essere successe delle cose che hanno portato ad una confusione, tra virgolette, dei reperti. Quindi, per come la vedo io, Daniele, sarebbe fondamentale, alla luce di questa tabella pubblicata da Minervini, fra l'altro segnalo anche una cosa, che nel delitto del 68, per un errore di... Aspetta, non divaghiamo, concludo la frase che mi sembra importante. Sto dicendo, nel delitto del 68... Minervini scrisse nella colonna 69, lo corresse a mano e appose la sua firma. Quindi questo per dare un'ulteriore conferma. In quella tabella ci sono dei numeri per alcuni omicidi, non per tutti, per alcuni omicidi che non tornano assolutamente con quello che risulta invece dagli atti. Quindi secondo me sarebbe il momento che tutti i reperti di tutta la vicenda mostro di Firenze venissero analizzati per essere assegnati correttamente ai rispettivi delitti. Però scusami Enrico, se fosse accaduto qualcosa del genere... Questo è tutto altro tema, Enrico. Sostanzialmente no, un mescolamento dei reperti, no? Scusa, tu parli di un mescolamento di reperti avvenuto nel tempo. Allora io dico che la perizia Minervini, così come è stata pubblicata... No, però scusa Henry, scusa, no, per capire meglio il tuo punto di vista, questa tua seconda osservazione è di tutt'altro genere, sulla quale io non potrei non essere d'accordo, che si debba rimettere ordine ai reperti e ci debba essere un chiesto e pronunciato su tutto quello che si legge. Muoviamo da quello che tu avevi detto in partenza, no? Pensiamo a Calenzano, dove ci sono
addirittura reperti, anzi indici di reperti completamente diversi, con un bossolo su un lato che in un altro tipo di verbale risulta non esserci affatto, e potremmo andare avanti all'infinito. Questo è un punto su cui io sono assolutamente d'accordo. Continuo però a dire che in punto di metodo dobbiamo stare molto attenti a maneggiare la drammatica e direi decisiva vicenda dell'estate dell'82, perché le due vicende chiave, no? Cioè, in realtà qui ce ne sono tre. C'è una vicenda in testa, che è quella del 1968, a cui si accede attraverso il grande enigma di mezzo, cioè quello che accade nell'82, e poi c'è una vicenda in coda, quella del Trasimeno nell'ottobre dell'85. La questione gira tutta intorno a questi tre grandi momenti, no? Ora però noi questi grandi momenti, e qui sono adesivo rispetto alla tua impostazione, li dobbiamo affrontare scientificamente. Cioè, non dobbiamo affrontarli, capito, baciando l'uno all'altra tesi, cioè credendo che siccome si tornano i conti da un lato, questo certo. Vale pure per il Trasimeno, che no, ma vale per tutto, Daniele. Sì, però certo che vale per tutto, però per questi tre tornanti vale molto più che per tutto il resto, perché adesso sinceramente chi è che dubita tra gli studiosi, ma anche tra gli inquirenti, che la pistola che ha sparato a Scandicci sia la stessa che ha sparato a Calenzano? Veramente nessuno ne dubita, ve lo dico con certezza, studiando tutto quello che capita. Ma nessuno. Allora, ma il problema, Daniele, finisco un attimo. Però su queste tre questioni, invece, quello a cui si assiste continuamente è che, siccome i conti non tornano, e sono queste tre questioni che rendono la vicenda la più complessa della storia repubblicana, io lo dico sempre questo, perché siccome queste tre vicende non tornano affatto, non c'è un caso identico nella storia giudiziaria italiana in cui ci sono cose come queste tre, e qui ce ne abbiamo tre nella stessa questione, quindi voi pensate che cosa deve essere successo ricostruendo le cose post hoc propter hoc, però ebbene, il punto è questo: siccome qui non tornano queste tre cose, allora si assiste a questi tentativi di forzare la logica degli eventi, per cui sul Trasimeno non è successo nulla di particolare, niente, proprio la sentenza Micheli, no? Cioè, Micheli racconta che lì, sì, certo, c'è stata qualche ingenuità, c'è stato questo tentativo di nascondere qualcosa in modo un po' goffo da parte della famiglia, che poi si è risolto in un danno incredibile alla ricostruzione della verità storica, ma le cose non possono stare in questi termini. Questo non vuol dire ovviamente che Francesco Narducci fosse il mostro di Firenze, che il cadavere è certamente doppio e che l'hanno sicuramente ucciso e che non si sia suicidato. Però è un ponte sospeso, capite? Non è che uno può rimuovere la complessità di quell'ottobre sul Trasimeno, perché sennò i conti non tornano. Oppure possiamo veramente dire che a Signa dobbiamo togliere di mezzo Mele? Cioè che con una sentenza passata in giudicato e almeno una pioggia di indizi e di riferimenti logici di fondo, noi dobbiamo togliere di mezzo Mele per dire che lì c'è un serial killer unico che si manifesta per la prima volta con un atto mancato nel 68. Sì, però scusami, Daniele, la questione Mele è una questione molto diversa dalla pistola dei bossoli, no? No, adesso infatti arrivo a quella centrale, che poi non a caso è collegata a questa seconda, no? Cioè a quella del Mele. Perché si comincia a tentare di togliere Mele dal contesto quando si capisce che c'è una connessione di identità d'arma tra il delitto del 68 e la serie. Questo capita, capite? Questo non capita solo negli studiosi. Cos'è accaduto nel processo di primo grado a Pacciani? Questo. Cioè, la procura, disperata nel tentativo di provare a dire che almeno Pacciani aveva la vicinanza della Bugli all'Astra Assigna, quelli provarono a forzare la verità di Astra Assigna e non gli riuscì. Tant'è vero che perfino la sentenza più colpevolista, quella ogni bene nei riguardi di Pacciani, non gli accolla la responsabilità per il delitto dell'agosto del 68. Capite i tentativi che noi stiamo rifacendo oggi e su cui stiamo ragionando ancora oggi? L'hanno fatti anche in sede processuale e sono degli errori mortali. Quella vicenda lì di non aprire sulla revisione, perché lì semmai, se proprio una cosa bisognava farla, era tentare di rivedere il processo a Mele. Questa è la realtà delle cose, ma non si può pensare di dire: beh, allora togliamo di mezzo Mele e mettiamoci Pacciani solo perché ci serve. Qui spezzo una lancia in vostro favore, capito, Enrico? Cioè, e per me è la stessa cosa nel tornante del luglio dell'82, in cui noi diciamo:
siccome questa cosa è veramente strana, beh, allora non può essere che ci fossero i bossoli allegati al fascicolo, e allora forse non sono quelli i bossoli. Sì, però, beh, però Daniele, scusami Daniele, Enrico ha detto una cosa diversa. Cioè, sì, sì, lo so. Enrico, certo, penso che tu volessi dire questo. Cioè, il punto di partenza per poi procedere a tutta una serie successiva di valutazione e analisi deve essere, uno, il controllo di come i reperti, cioè bossoli e proiettili, sono stati catalogati, perché la perizia Minervini ha messo dei dubbi, no, su questo punto, cioè il fatto che negli anni i reperti ha messo dubbi spostati sulla conservazione, sulla conservazione ha messo, ma quello però è un altro problema, Lorenzo, su quello siamo tutti d'accordo. Chi è che non è d'accordo su riordinare i reperti in questa disastrosa vicenda? E poi sostanzialmente diceva, a questo punto avremmo la possibilità, i mezzi e tutte le risorse per poter fare la verifica definitiva sul fatto che i bossoli del fascicolo del 68 coincidano effettivamente con, ecco, con la famosa perizia Zuntini, ed eventualmente di un catalogo fotografico, se esiste, di Corredo questa perizia, no Enrico? Sì, ma su che base lo facciamo questo, Enrico? Non riesco proprio a spiegarmelo logicamente. Perché allora, noi dobbiamo pensare che qualcuno ha messo la famosa mano amica, che ha portato dei bossoli sparati dalla stessa pistola, depositandoli e poi producendoli in quel modo criptocervellotico? Guarda, io sostengo una cosa, che in questa vicenda veramente abbiamo pochi elementi oggettivi su cui basarci, e tutto quello che possiamo guadagnare da un punto di vista di dati oggettivi sarebbe veramente un qualcosa di importante. Ora, per come la vedo io, quella parte che avevo anticipato di andare a stabilire se i bossoli del 68 trovati nell'82 fossero effettivamente riconducibili nelle descrizioni e se possibile nell'apparato fotografico delle perizie del 68, sarebbero in realtà un di cui dell'operazione più ampia, che era quella di andare a rietichettare tutte le evidenze laddove fosse possibile, per capire effettivamente l'adeguata ridislocazione, perché cosa è successo. È successo questo, che nelle varie perizie che sono state fatte nel tempo, prendendo a campione un bossolo da questo, un bossolo da quello, prendendolo dai vari reperti, noi non abbiamo più la certezza, e la perizia Minervini ce lo ha testimoniato, che effettivamente poi tutto sia stato riordinato secondo la condizione iniziale. Perché se la perizia Minervini, che è l'ultima, diciamo in termini di tempo, ci segnala una situazione di questo tipo, ragazzi, vuol dire che, siccome Minervini non è l'ultimo arrivato, se ha scritto una cosa del genere, l'ha messa nero su bianco, aveva i suoi motivi per farlo. Sì, però Enrico, scusa, mi viene un dubbio legittimo. Se a questo punto tutte le carte sono rimescolate, poi non se ne esce più, è difficile poi ricostruire anche un eventuale catena, certo, di contaminazione, di errori, sì, però che non si sa bene quando e come sono stati compiuti e da chi. Cioè, a questo punto, se tutti i reperti fossero inquinati nella catalogazione, è tutto incerto. Ma ragazzi, il problema è che se voi prendete la perizia Minervini in quella tabella che è stata resa pubblica, sì. Quella non quadra con i reperti che sono stati messi agli atti. Quindi è inutile che ci giriamo intorno. Cioè, no, ma messi agli atti quando, però, Harry? All'epoca. Capito. Infatti è per quello che dico. Cioè, siccome le cose non si creano e non si distruggono, cioè io credo... Sì, Harry, siamo totalmente d'accordo. Però il punto nodale di provare finalmente a dire, solo perché, con tutto rispetto per lui, naturalmente, Giuttari a un certo punto comincia a dire, ma... A me questa cosa del ritrovamento dei proiettili allegati al fascicolo, dei bossoli allegati al fascicolo, non mi torna, no? Solo perché qualcuno, giustamente, legittimamente, per il suo tipo di percorso mentale ricostruttivo, ha posto in dubbio questa cosa, allora noi qui facciamo, a veder bene, un'operazione diversa da quella che tu stai definendo adesso alla fine del tuo intervento, e che io invece condivido per intero. Cioè, tu stai provando a dire, ma andiamo a vedere se davvero quel riscontro fatto nell'estate dell'82 era un riscontro che avrebbe dovuto portare effettivamente dove ha portato. Però, no, io vorrei sapere se sono stati fatti dei riscontri.
No, no, perché questi secondo me fatti sicuramente. Io l'ho capito che tu però mi stai ponendo un altro dubbio. Tu mi stai dicendo, ma guarda che probabilmente i bossoli sui quali si è fatta il paragone, il cosiddetto raffronto con quelli che fino al 1982 avevano ucciso a Montespertoli, forse non sono quelli di Signa, stai provando a dimostrare tu, giustamente. Io sto dicendo questo. Fede. Il dubbio certo, c'è. Il dubbio domanda, c'è. Domanda, e come fai ad accertarla una cosa del genere? Finisci in una catena di eventualità, allora, controcausali? Che no, no, no. Ti... No, perché non nelle descrizioni... Prima, mi permetto di osservare, non fai allora, prima... Allora, Enrico... Qual è il metodo che oggi possiamo potremmo per fare questa cosa, per fare questa verifica definitiva esaustiva una volta per tutte, in termini allora, pratici? Io penso una cosa, io penso che siamo davanti a degli elementi oggettivi e mentre le valutazioni di merito che ha fatto Daniele sono assolutamente condivisibili ed è corretta la sua posizione, io mi colloco ad un livello nettamente più basso e a monte della sua valutazione. Io sto semplicemente dicendo, noi abbiamo davanti, giusto per farci capire, facciamo un esempio banale, ma Lorenzo è un ematologo, abbiamo dei vetrini con davanti dei campioni di sangue. Ora, se tu mi studi i campioni di sangue e i vetrini non riportano correttamente la persona da cui sono stati prelevati, cioè tu fai delle valutazioni che sono corrette scientificamente, ma le attribuisci alla persona sbagliata. Ora, nel questo esempio, al posto della persona metteteci il delitto, al posto dei vetrini con i campioni da esaminare metteteci i reperti. Io quello che dico è, la perizia Minervini ci dà la certezza che oggi, 2019-2018, quando ha fatto la perizia l'ottimo Minervini, a lui è stata recapitata una situazione di reperti, perché attenzione, la perizia Minervini è stata una perizia fatta sulla totalità dei reperti, non a campione. Cioè lui ha impiegato un anno a fare la sua perizia perché ha analizzato tutti i reperti, non uno di un delitto, uno di un altro. Quindi lui, secondo me, razionalmente parlando, è la persona che, a differenza di tutti i periti che in precedenza hanno preso bossoli o palle a campione per fare i confronti, lui ha avuto la possibilità di vedere tutto. Quando lui mi fa questa tabella che è pubblicata, dove mi riassume quello che a lui è stato dato, io che conosco la vicenda come chiunque altro, vedo che queste cose non quadrano con quello che ci sono. Sì, negli questo, atti. Enrico, questo Enrico è molto chiaro, scusami, però alla fine la verifica sui bossoli di Signa, no, che sono quelli che ci interessano. Lorenzo, un attimo. Calma, che c'è Daniele. Un attimo, abbiamo una chiamata in linea. Pronto? Pronto? Buonasera, sono Paolo di Stradella. Ciao Daniele. Ciao, buonasera. Ciao a tutti i tuoi ospiti e i miei migliori auguri per un sereno Natale. Grazie mille. Paolo, buonasera. Che possiate trovare sotto l'albero un sorriso per tutto il 2022. Mi spiace interrompere questa disquisizione che stavate facendo sui bossoli che diciamo relativi un po' anche alla scienza balistica che ammetto e confesso ignoranza, mi trovo un attimino ad esprimere un giudizio, una considerazione sul documentario, che ho trovato un po' diciamo una manchevolezza sul poco sviluppo dell'aspetto della presenza dei guardoni, che a mio avviso poteva essere un ottimo punto di partenza, in quanto se ci troviamo a distanza di tanti anni, più di 50 dal primo delitto, a parlare con tanto interesse sul caso del mostro di Firenze, perché una completa verità, pur essendoci delle sentenze, a questa completa verità secondo me non siamo giunti, a maggior ragione visto che ci sono tre duplici omicidi che non hanno nessun colpevole, almeno dal punto di vista delle sentenze. Lo dico perché personalmente mi è sempre apparso strano che dei posti che erano comunque presidiati dalle figure dei guardoni non potessero vedere la presenza di un omicida o di più omicidi a seconda delle teorie che si preferiscono, che
non fossero stati in qualche modo segnalati e alla polizia. Mi sarei aspettato che una potenziale soluzione completa potesse arrivare o da una testimonianza o da dichiarazioni, piuttosto che da lettere anonime provenienti da quel mondo, perché io ho avuto la fortuna di visitare alcune piazzole, faccio l'esempio di quella di Mosciano, di Scandicci. Cavoli, quello è un anfiteatro naturale e la piazzola è circondata dalle colline e con attorno una strada che fa praticamente da circuito attorno al luogo del delitto, che sappiamo essere frequentata da Guardoni, nel caso particolare da Spalletti. E come può essere che una persona che sicuramente conosceva il posto, che quindi lo frequentava, che ha avuto modo di uccidere, fare le scissioni, arrivare, uccidere, fare le scissioni e andare via, non abbia potuto incontrare lo sguardo di qualcuno o comunque di essere visto da qualcuno e non segnalato? Prendiamo il caso di Spalletti, la macchina di Spalletti, la Taunus, è stata segnalata e lui a seguito di quello è stato incriminato. Cioè l'aver trascurato, a mio avviso, nel documentario il mondo dei Guardoni ha tolto anche un'analisi che può essere ovviamente critica su quello che è stato il lavoro della inquirente. Perché da quel mondo, da quegli spettatori non sono arrivate delle dichiarazioni, qualche informazione che potesse in qualche modo inquadrare e portare a scoprire la figura del mostro, erano informazioni importanti. Ecco, io credo che questo avrebbe potuto essere sicuramente interessante e a spiegare l'interesse per il quale dopo tanti anni ci ritroviamo ancora a disquisire della storia del mostro e a sottolineare un aspetto a mio modo di vedere strano, quasi che come questa entità si manifestasse nello spazio temporale dell'omicidio e poi sparisse all'occhio dei più, se non alcuni avvistamenti di personaggi tipo il Rosso del Mugello nel caso di Vicchio, ma poi si perdesse quasi, cioè fosse quasi un qualcosa di metafisico che apparisse, svolgesse la sua azione omicidiaria e poi scomparisse. Questo era una cosa che mi è suonato un po' strano, e se devo trovare alla buonissimo documentario che ha dato una pluralità di voci, a mio modo di vedere molto interessante, che ha fatto una fotografia della mostrologia per come la conosciamo noi appassionati che seguiamo anche trasmissioni su YouTube come quella di Florence International Radio, diciamo una camera di detonazione molto importante, perché è andata su una rete nazionale in prima serata. Io vi ringrazio, mi scuso se vi ho rubato un po' di tempo e vi rinnovo i miei più sentiti auguri per le festività natalizie. Grazie mille Paolo. Ciao, grazie Paolo. Ciao. Beh, allora Paolo ha sollevato una domanda che molti si sono fatti, no, in questi giorni, no? Il fatto che alla fine del documentario non si è parlato per niente di Spalletti, no? La vicenda Spalletti la conosciamo tutti, è una vicenda di cui si è discusso molto in questi anni, no? Nel documentario non c'è traccia di quella vicenda che è stata molto importante nel 1981, no? Spalletti venne arrestato prima per reticenza, poi con l'accusa proprio di aver compiuto il delitto di Scandicci. E da lui ci si aspettava che fuoriuscissero poi tutta una serie di informazioni che poi non sono fuoriuscite per nulla. C'è da dire perché una cosa. Enrico non si parla di Spalletti nel documentario? Allora, per due motivi, secondo me. Primo, per esigenze di sintesi, perché si è dovuto concentrare in 55 minuti per puntata, la prima e la seconda, e a un certo punto devi tagliare alcuni argomenti. Io, se posso, adesso so che scateno le ire di Daniele, forse anche Lorenzo, ma sicuramente di Daniele. Personalmente ritengo che in un documentario che parla dei delitti del mostro di Firenze,
io non avrei nemmeno messo la pista perugina. Te lo dico in maniera assolutamente brutale, ma per farti capire. Cioè, se tu parli dei delitti e parli di bugie e verità, la pista perugina, per come la vedo io, non dovrebbe nemmeno entrare. Perché la pista perugina, fermo restando che è stato doveroso, non bene, è stato doveroso indagare, perché qualcosa è successo sul Trasimeno e quindi assolutamente si doveva indagare, e Minini ha fatto un ottimo lavoro compatibilmente con la situazione in cui si è trovato ad operare. Ma nel momento in cui tu vai a parlare dei delitti del mostro, fino a prova contraria, a me non risulta che ci sia una sentenza che affermi che qualcosa avvenuto a Perugia sia strettamente collegato alle vicende del mostro. Contemporaneamente lo stesso discorso si potrebbe applicare anche, se vogliamo, alla pista sarda. Da un punto di vista operativo c'è una sentenza che archivia tutto con rotella, quindi a maggior ragione lì non dovrebbe c'entrare nulla, no? Però il problema qual è? Il problema è che la pista sarda ha portato un po' di persone in galera, molte persone in galera accusate di essere il mostro. La pista perugina ha prodotto una serie di altre conseguenze, ma non ci sono state persone, diciamo, indagate per essere l'esecutore materiale di questi omicidi. Quindi c'è una diversità, pur nelle logiche diverse di questa. Quindi teniamolo presente. Ora, dovendo fare delle scelte, penso che sia stato corretto non seguire tutto il percorso, perché se parli della vicenda Spalletti, a parte che, torno a ripetere, andrebbe spiegata tutta la storia di questa persona coinvolta e i motivi del suo coinvolgimento, quindi ti faceva perdere anche possibilmente del tempo e creava tutta una serie di rivoli. Avremmo replicato quella marea di rivoli che alla fine ti fa perdere di vista l'obiettivo finale. Quindi questo, immagino che sicuramente chi conosce la vicenda ha visto male questa cosa, lo capisco, però non può essere diciamo tutto riportato all'interno. Invece sulla telefonata del nostro ascoltatore, che saluto e contraccambio gli auguri, è importante segnalare una cosa: noi non sappiamo in realtà se dal mondo dei guardoni non siano arrivate invece delle segnalazioni, perché in questa vicenda noi conosciamo unicamente tutto ciò che ci è stato in qualche maniera portato all'attenzione o dalla stampa o dai dibattimenti, ma ci sono tutta una serie di informazioni. Per esempio, se c'erano delle liste con centinaia di nomi, queste centinaia di nomi da dove saltano fuori? Saltano fuori da segnalazioni di qualcuno che o ha visto qualcosa o ha visto una macchina, ha segnalato una targa. Quindi queste sono le segnalazioni che arrivano dal mondo dei guardoni, anche dal mondo dei guardoni. Quindi non possiamo dire che dal mondo dei guardoni non è arrivato nulla, non è assolutamente vero, non sappiamo cosa sia arrivato. Quello che io posso dire, ma qui Lorenzo e Daniele sicuramente ne sanno molto più di me, è che più vai a leggere le carte più ti rendi conto di quante cose non sappiamo. Tant'è vero che oggi come oggi c'è chi ogni tanto tira fuori una carta e fa un pseudo scoop, ma in realtà queste carte ce ne sono decine, cioè a fronte di un identikit di un rosso visto a Scopetti il venerdì, io ne ho evidenziato un altro di una persona con i baffi, sempre visto a Scopetti, alla domenica, che è il giorno teorico del delitto. Quindi perché viene mostrato l'identikit di uno che è rosso, perché è l'assonanza con il rosso del Mugello, e non viene mostrato l'identikit del cosiddetto baffo, che ho chiamato io, della Val di Pesa, perché è uno con i baffi visto con una macchina parcheggiata lì nella zona, sulla strada, nella zona della piazzola. Quindi quello che voglio dire, e lo dico soprattutto a chi ci ascolta, attenzione, non pensate che non ci siano state queste segnalazioni anonime, ce ne sono state a valanga. Ricordatevi cosa è successo: hanno fatto dei numeri dove si poteva numeri di telefono a cui poter telefonare, sono arrivate segnalazioni di tutti i tipi, anonime, ma sono arrivate a carabinieri, a polizia, agli stessi legali. Ricordiamo, Enrico, che esisteva una stanza che era proprio adibita a questa, in una casa. Quindi immaginatevi che cosa è stato tutta questa roba. Lo stesso Spalletti è stato chiamato in ballo perché c'è stata tutta una serie di situazioni che lo hanno portato all'evidenza della cronaca, ma come lui, chissà quanti ce ne sono stati, solo che non sono stati, fortunatamente per loro, arrestati, e il loro nome è sparito nella nebbia di questa vicenda. Ora, quindi, quello che io voglio
dire, non pensiate che siccome non ci sono dei nomi le segnalazioni non ci furono, ce ne furono anche troppe, il problema è proprio questo. In questa vicenda ci sono state una marea di segnalazioni, una marea di lettere anonime, quindi questo ha sovraccaricato anche le strutture che dovevano fare le investigazioni, quindi da un punto di vista operativo, allontanate subito l'idea che ci sia stata omertà. Certo, non avranno segnalato il proprio nome e cognome, ma chi ha visto qualcosa nel tempo ha parlato, ha scritto, ha segnalato. Ora, il Lorenzo, problema fondamentale. Volevo sentire Lorenzo su questo. Certo. Secondo te, ma esiste la possibilità quindi che la segnalazione buona alla fine si sia persa tra le migliaia e migliaia di quelle che negli anni sono arrivate in tutte le forme che conosciamo, anonime o meno anonime? Ma sì, io capisco quello che dice Enrico e capisco che per motivi di brevità su un format come quello televisivo in due ore si debba tagliare tutto. Questo, voglio dire, la questione dei Guardoni nasce, se vogliamo, già da Rabatta, e questo è un lavoro di ricostruzione che Francis ha fatto nei suoi lavori e anche proprio in quelli specifici sul mondo. Cioè, già a Rabatta i primi indagati sono due noti della zona, no? E su questo io personalmente, però questa è una convinzione mia, non è un fatto, sono d'accordo con Enrico, cioè sappiamo che c'è stata un'attività di segnalazione folle, dove anzi è stato molto difficile probabilmente andare a verificare tutto quello che arrivava. Probabilmente tra tutte le segnalazioni, tutti i riscontri incrociati, la famosa lista che compare a metà degli anni 80 comprende una serie di segnalati su cui ci fosse un minimo di però di riscontro di un qualcosa che li collocasse o strettamente vicino al delitto oppure ne facesse un profilo interessante perché aveva qualcosa. Io dico semmai al contrario di quello che hai detto tu, Lorenzo. Io penso che alcuni personaggi che invece poi sono stati posti sotto attenzione probabilmente sono stati posti sotto attenzione e poi indagati più di altri, proprio perché c'erano magari più segnalazioni su questi, più riscontri. Quindi uno può dire il nome è buono o no, e vabbè, ho capito, ma insomma alcuni di questi personaggi vengono perquisiti e poi indagati, alcuni di questi vanno addirittura a processo e probabilmente su di questi avranno ricevuto una, due, tre segnalazioni. Ora, per dire, la famosa lettera, no, quello e questa è una questione anche su cui, e torno al documentario, come ci viene presentata dal documentario la nascita dell'interesse su Pietro Pacciani. Dice, beh, su Pacciani c'era una lettera anonima, c'era quella. Com'è che si fissano su questo Pacciani? Perché c'è una lettera anonima? Noi sappiamo che c'era probabilmente una lettera anonima, quella famosa scritta indagate Pacciani dietro, un contadino col cervello fino alle scarpe grosse. Sì, noi conosciamo quella, ma chissà quanti altri avevano fatto magari lo stesso nome. Che lui fosse o non fosse in quel momento il mostro di Firenze, probabilmente gli inquirenti non, cioè interessava andare a verificare questo chi fosse, se veniva segnalato da una, due, cinque, dieci persone, se veniva segnalato in certe zone, se poi apri chi è, beh, a vedere che aveva un delitto passato, tra l'altro già ingiudicato nel 51, di un certo tipo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sì, su questo capisco quello che dice Enrico, però dico anche che secondo me quelli che noi conosciamo, che poi sono stati veramente indagati, probabilmente erano stati quelli più segnalati degli altri, quindi non penso che la segnalazione giusta sia andata persa. Questo è come la penso io, chiaramente, cioè la mia interpretazione del caso. Sì, ma poi io penso sempre che esiste anche un'altra possibilità che molto spesso non viene presa in considerazione, che poi possa essere esistito qualcuno che ha visto, ha conosciuto, che poi non abbia parlato, perché ci sta anche questo. E questo non lo potremo mai sapere, perché non ha parlato per tutta una serie di motivi che non stiamo qui a elencare, però molto spesso può succedere anche questo. Cioè, non possiamo sempre pensare che chi ha visto poi automaticamente va a denunciare o a segnalare, o no? Certo, ma poi allora questo è un tema più ampio secondo me, e questa è una cosa di cui avevo piacere di discutere con voi, anche con Enrico, perché è un problema metodologico che non riguarda tanto le segnalazioni anonime, come dire, le testimonianze di qualcuno che ha visto qualcosa. Secondo me questo riguarda il ruolo proprio della testimonianza come prova, perché io penso che il 90% alla fine del dibattito che noi facciamo sia basato sul come noi interpretiamo
il valore della testimonianza. E questo vale sicuramente per come lo interpreta la legge, e su questo Daniele ci può dire qualcosa, cioè un soggetto che si autoaccusa, accusa qualcun altro, è un qualcosa di cui sicuramente la Corte, i giudici hanno tenuto conto in un certo modo, in assenza di prove schiaccianti, oggettive, come sarebbero una pistola fumante, un'impronta digitale. Ma in generale, questa è una cosa che volevo dire ad Enrico rispetto a quello che lui diceva prima. Enrico parla chiaramente di alcuni accertamenti ripetibili a fronte di un sacco di accertamenti irripetibili che su questa vicenda non si possono fare. E Enrico ha detto anche che la ricostruzione delle dinamiche talvolta differisce tra due pool di esperti, entrambi esperti, entrambi come dire, che hanno diritto a parlare, e c'è una differenza. Ora, sulla questione anche delle dinamiche stesse, visto che nessuno di noi ha assistito agli omicidi, esiste un limite di errore, un margine di errore, di approssimazione, tanto che alcuni inquirenti l'hanno letta in un alcuni periti l'hanno letta in un modo, altri periti l'hanno letta in un'altra, in questi casi, come ad esempio la dinamica di Scopeti, non c'era praticamente nessun indagato in quel momento, quindi non c'era una perizia di parte che dovesse scagionare uno, accusare un altro per far tornare una dinamica o per smontarla. La ricostruzione di Enrico sugli Scopeti è una ricostruzione basata su alcune cose che si possono verificare dalle fotografie, dai fascicoli, ma altri autori e anche altri inquirenti hanno ricostruito Scopeti in un modo diverso. Ora, quello che voglio dire io è, se arriva un presunto testimone oculare, come ci deve raccontare la dinamica di un delitto perché noi possiamo ritenerlo attendibile? Cioè, se un testimone oculare racconta esattamente la versione di Enrico Manieri, o se arriva un testimone oculare agli Scopeti e racconta la ricostruzione di Antonio Segnini, o se arriva un testimone oculare e porta la ricostruzione di De Fazio, gruppo De Fazio, o arriva un testimone oculare e racconta la descrizione di Maurri, l'aderenza al 100% a quale di queste versioni mi fa dire che solo quella testimonianza di per sé è credibile o non è credibile? Cioè, è di questo che noi dobbiamo discutere. E io cosa ne... È il problema, lo so che è un problema, Enrico, ma no, cioè, no, è il problema delle evidenze della scena del crimine, cioè il problema, certo, è questo. Certo, faccio un esempio, finisco un attimo quello che voglio dire per chiarirmi meglio. Allora, è chiaro che da un punto di vista giuridico, se una prova forte, scientifica, va a smontare la data dell'omicidio alla domenica sera dell'8 per gli Scopeti in maniera certa, beh, lì è logico che si pone un problema sull'intero procedimento giudiziario, sulla sentenza, perché una sentenza è stata pronunciata su una testimonianza, una serie di testimonianze incrociate che convergono sullo stesso giorno, beh, da un punto di vista giudiziario quella cosa lì ha tutte le possibilità di dover essere rivista. Lo stesso discorso vale per la famosa e benedetta questione delle macchine del Lotti, no? E se lì viene fuori che quella macchina non era in possesso del Lotti e tutti hanno visto questa macchina, beh, da un punto di vista formale, per la legge, questa cosa qui apre la strada al fatto che il processo vada annullato, si rifaccia. Ma da un punto di vista logico, quello che voglio dire io, quanto un testimone, per poter essere creduto, deve raccontare un qualcosa che aderisce ad una ricostruzione? E a quale delle diverse ricostruzioni? No, è sbagliato. Non è la ricostruzione che devi guardare, non deve essere aderente alla ricostruzione. Attenzione, Lorenzo, è questo l'errore concettuale che fanno tutti. Cioè, il testimone che racconta la ricostruzione che è stata validata da qualcuno, per me è già sospetto. Cioè, dal mio punto di vista... Quindi nessuna testimonianza, Enrico, no, nessuna testimonianza da sola assurge a prova e quindi può essere utilizzata, allora, per condannare qualcuno. No, la testimonianza assurge a prova quando è corroborata e non contraddetta dalle evidenze della scena del crimine, ma la singola evidenza, non la ricostruzione. Attenzione, allora, il dato oggettivo, ti faccio un esempio banale ma per farti capire, perché altrimenti su questo gioco si sta giocando, scusa Daniele, se stai parlando non sentiamo il tuo audio, Daniele, non sentiamo il tuo audio. Daniele, sei senza audio. Adesso provvedo.
Vai, 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 adesso ci sentiamo. Quindi chiudo e lascio la parola a Daniele. Cioè, l'evidenza che io dico non è la ricostruzione. La ricostruzione è un tentativo di mettere assieme alcuni elementi. Quali elementi? Quegli elementi che stanno a monte di tutto, che derivano dall'analisi della scena del crimine e che sono quelli che devono essere utilizzati per corroborare l'autenticità del racconto del testimone o chi confessa. Ora ti faccio un esempio banalissimo per capirci, e questo mi riallaccio anche a un discorso che è nella intervista famosa che dicevo inizialmente, di chi mi ha un po' denigrato. Questa persona parlando dice che i fori della zanzariera di Scopetti, anziché avere un anello di detersione, cioè una zona in cui il proiettile ha lasciato lo sporco per contatto meccanico, dice che ci sia un anello di ustione. E questa cosa cita Segnini, che parla di questa identica situazione, e io contesto a entrambi che non sanno di cosa stanno parlando, perché un anello di ustione non ha le caratteristiche di un anello di detersione, sono due cose completamente diverse, e ti spiego anche perché. Perché l'anello di detersione è la strusciata, il contatto meccanico del proiettile che passa attraverso un tessuto e nel passare lascia sul tessuto della morchia, dei residui carboniosi, dell'unto, chiamiamo così, e questo avviene solo dove c'è il contatto fisico. L'anello di ustione invece è quell'anello che si crea, quel circolo di ustione, laddove si ha il contatto fra il tessuto e tutti i gas, bravo, e tutti i gas surriscaldati, la fiamma e così via, che determina un'alterazione legata a motivi termici, non di contatto. Ora, la zanzariera è un tessuto sintetico, quindi è evidente che tu non puoi avere un concetto di confondere un circolo di detersione meccanico con un circolo di ustione termico. Ma sai qual è la differenza fondamentale? Lo spessore, perché negli atti c'è scritto che il circolo di detersione di alcuni di questi fori, quando è grande, è circa un millimetro e normalmente è inferiore al millimetro. E ti dirò ancora di più, Lorenzo, non è neanche continuo sull'intera circonferenza, è solo in quegli archi in cui c'è stato il contatto, mentre l'ustione, è inutile che ve lo dica, sarebbe su tutta la struttura. Ora, chi fa queste affermazioni, e lo fa Segnini nella sua ricostruzione e lo riprende l'avvocato che fa delle dichiarazioni su di me dicendo che io avrei sbagliato per questo motivo, cioè loro non sanno nemmeno la differenza che c'è fra le due cose, ma non a Scopetti. Se loro prendono un'arma e sparano, vedono la differenza. Quindi quello che io voglio dire, se negli atti abbiamo una descrizione dove ti dice addirittura gli archi di circonferenza dove ogni singolo foro è presente questo anello nerastro che è inferiore al millimetro di spessore, quello non è un anello di ustione, è un anello di detersione. Sai cosa vuol dire questo? Vuol dire che il colpo è stato sparato da almeno 40 cm di distanza. Ma se tu ti metti a 40 cm di distanza dalla zanzariera, non c'è più praticamente la piazzola, perché la tenda era in prossimità del bordo, diciamo, della piazzola. A quel punto come fai a posizionare una persona col suo ingombro se deve stare a, diciamo, 30 cm dalla zanzariera? Quando io faccio una ricostruzione, la faccio mettendo assieme tutti questi elementi, e se da un punto di vista operativo vedo, per entrare sul tuo discorso, che sulla schiena del cadavere della ragazza francese ci sono delle colature di sangue che vanno in una direzione, che vanno nell'altra, e che io ho fatto un'analisi BPE dopo 36 anni dei fatti, che non aveva mai fatto nessuno, la mia domanda è stata validata anche dal professore Introna, perché gli è stata mostrata, fra l'altro adesso lo possiamo dire, Daniele è stato uno dei primi a vederla in anteprima, perché Daniele, oltre che un amico, per me è una persona iperfidata, e quando ho qualche cosa che voglio testare con una persona che ha diciamo le capacità per evidenziarmi eventuali punti di debolezza, per me Daniele è un po' il riferimento. Ora io chiedo a Daniele, quella prova, perché la BPE è una prova, che ci racconta cosa è successo al cadavere della donna francese, e per me ha un valore anche etico, perché è il corpo della vittima che ci sta parlando, quella roba lì non è in completo disaccordo con quello che raccontano Lotti e Pucci. Ora, come può essere che Lotti e Pucci ci raccontano una cosa e un'evidenza scientifica della scena del crimine ce ne racconta un'altra?
Daniele. Cioè, sai che ci sei, Daniele, vai. Ecco sì, qua, forse ha risolto i problemi di audio. Perfetto. Spero. Mi sentite? Sì. Benissimo. E beh, vabbè, questa è la domanda fondamentale. Premesso che io sono non da oggi d'accordo con Enrico, la ricostruzione che fa Enrico è inappuntabile, diciamo, è proprio indiscutibile, quella parte BPE sulle tracce di sangue sul corpo della Morio. E quindi c'è poco da dire, in effetti quella è in contraddizione determinante, no? con le dichiarazioni di Lotti, mi permetto di dire non tanto di Pucci, perché Pucci dice delle cose che servono da riscontro per Lotti, diciamo, non è che si riferisca in modo troppo fermo a risultanze che sono del tutto incompatibili con questa analisi. Però, e veniamo al punto, come si forma la verità processuale, no? Perché questo è il riferimento che faceva Lorenzo prima. Voi solo ieri sera davano una splendida ricostruzione in Romanzo di una strage del problema della bomba di Piazza Fontana, no? Lì in piene indagini cosa accade? Che c'è un tassista che rilascia una dichiarazione puntualissima, cioè di una persona che sale con una valigia per compiere pochi metri per giungere fino a quasi di fronte alla banca nazionale dove verrà apposto l'ordigno nel 1969, fine anno del 1969, e questo tassista riconosce la persona in Valpreda, perché questo accadde, Quindi l'inizio della pista che portava agli anarchici era fondata su questo elemento, quindi su quella che Lorenzo richiamava prima essere una delle prove per eccellenza, no? Dei mezzi di ricerca della prova per eccellenza, cioè la testimonianza. La testimonianza aveva un elemento di conforto, e cioè di riscontro, nel fatto che la persona era claudicante e Valpreda era claudicante. E quindi questo spiegava il motivo per il quale la persona avrebbe dovuto prendere il taxi per compiere pochi metri e poi andare eventualmente a depositare la bomba. Bene, le cose non stanno in modo così diverso per quanto riguarda Lotti, perché se uno esclude il problema gigantesco sul quale dovremmo confrontarci, secondo me almeno in una trasmissione a parte, cioè del come si arriva a Lotti, che come Lorenzo sa bene è un problema enorme, no? che peraltro getta una luce sinistra sulla genuinità della posizione di Lotti negli apporti dichiarativi circa Scopeti, ma su questo oggi non possiamo dire assolutamente niente perché è un discorso troppo complesso. Però qual è il guaio? È che quando Lotti poi diventa una cosa a cavallo, un ircocervo tra un testimone e un chiamante in correità su Scopeti, e quindi diventa anche uno pseudo confessore, e le cose si complicano, perché si accostano Galli e Pucci, che diventa fondamentale perché in esito al famoso riscontro al famoso confronto del gennaio del 1997, la situazione si fa complessissima perché i due sembrano di fatto dire la stessa cosa, o comunque emergono con un apporto dichiarativo simultaneo tendenzialmente concorde. A tutto questo si aggiunge la Ghiribelli. Vedi, questo è il punto, no? Cioè, Lorenzo diceva bene, l'accertamento della prova mediante la testimonianza è fallace da sempre, uno dei grandi temi del processo penale, della teoria dei mezzi di ricerca della prova, sono state scritte biblioteche su queste cose. Però qui il problema è che c'era una confessione paratestimoniale, una cosa a metà, perché chiarire la posizione dell'Otti in quella circostanza non era facile ab inizio, però con tre riscontri solidissimi apparentemente, per cui tutti i mezzi di ricerca della prova diversi da questi intervenivano solo a riscontro o viceversa a contestazione di quanto si era andato formando nella fase extraprocessuale delle indagini preliminari, cioè fuori dal contraddittorio tra le parti. E come certamente ricorderà benissimo Enrico, tutta la questione logica della macchina, dell'automobile dell'Otti, cioè sul momento in quale Lotti
effettivamente possiede la fatidica auto con la quale verrebbe avvistato dalla Ghiribelli sotto la piazzola degli Scopeti la sera della domenica, quella vicenda arriva soltanto in appello quando ormai il conflitto è tra la verità accertata in primo grado sulla sentenza di primo grado della Corte d'Assise fiorentina sui compagni di merende e gli avvocati difensori del Vanni. Questa è, vedete, è la posizione. Ora, domanda finale, come si inserisce un accertamento scientifico pro veritate come quello svolto da Enrico e sinteticamente riscontrato nel documentario passato su Rai 2 qualche settimana fa? Non si colloca proprio, questo è il problema, perché se si fosse disposto questo tipo di accertamenti, cioè si fosse andato alla caccia della verità oggettiva, cioè della verità non a conferma di un impianto accusatorio o a sua demolizione, ma in termini proprio di ricerca della verità, in termini obiettivi, peritali ante litteram, diciamo, il problema noi non l'avremmo mai avuto in questi termini. Però purtroppo questo è il problema del processo penale. Il processo penale è una scienza assolutamente fallace, impropria, derivata, ambigua, piena di limiti, però è il meglio che abbiamo nel nostro contesto democratico. Allora, c'è da chiarire una cosa. Innanzitutto che Valpreda non c'entra niente con la strage di Piazza Fontana, nonostante quella testimonianza. Hai fatto bene a dirlo. Questo andavo per scontato colpevolmente. Sì, certo. ma quello che voglio dire è che prendiamo quel caso, lui non c'entrava niente con la strage e c'era un testimone che diceva di averlo visto, no? Allora, ritorniamo. L'ho citato apposta, certo. No, ma infatti tu hai fatto correttissimamente, ma è giusto perché chi ci guarda potrebbe non saperlo. Giusto. La cosa più importante, secondo me, è proprio questa. Cioè, io non sto cercando, non sto ricercando perché possa essere variata la verità giudiziaria. Io sto cercando di lavorare perché venga affermata una verità storica. Allora, nella verità storica, fortunatamente, non valgono le regole del processo e del dibattimento, perché si usano i criteri della ricerca storiografica. Ora, da un punto di vista pratico, è più una professionalità alla Trinipet che serve, Francis, come storico, che, se vogliamo, è un investigatore, ma della storia. Cioè, io presente quando, per esempio, qualcuno tentò di fare la ricostruzione dell'omicidio di Giulio Cesare, no? Se ricordate, ci fu questa cosa, no? E da un punto di vista pratico è un omicidio come tutti gli altri, no? Se si può ricostruire quello di Giulio Cesare, figurati se non possiamo andare a ricostruire cosa è accaduto sulla piazzola di Scopeti. Kennedy è un tasto che, se lo tocchiamo, andiamo a finire, perché poi Kennedy per me è ancora più importante, primo perché pochi lo ricordano, ma ebbe proprio un contatto diretto con la vicenda del mostro di Firenze. Non so se lo sapete, ma durante il dibattimento in appello emerse, durante proprio una delle sentenze, delle sedute, che l'unico precedente relativo a un riconoscimento di Bossoli tramite l'impronta di spallamento, cioè l'impronta che viene lasciata dalla parte inferiore dell'otturatore quando preleva dal caricatore una cartuccia per andare a infilarla in camera, fu proprio quello dell'omicidio Kennedy. Tant'è vero che nel video dove io rispondo alle critiche fatte, vedrete che io ho mandato una memoria all'avvocato Bevacqua, in cui ho mandato un pezzo del rapporto Warren, perché in aula, durante il processo d'appello a Pacciani, venne proprio fatto il riferimento con questo fatto del processo JFK, dove sostanzialmente venne ricondotta la presenza dei Bossoli all'arma trovata a carico, diciamo, di Lee Oswald, proprio attraverso le impronte di spallamento. Questo per farvi capire come in realtà parliamo di tante cose, ma alla fine c'è sempre questa possibilità di lavorare su delle tematiche. E vorrei anche ricordarvi il clamore che ha prodotto il film di Stone sulla vicenda di JFK, no? Poi, Lorenzo, tu che conosci il mondo americano. Sì, parliamo poi di un fucile italiano, il Malikar Carcano modello 91. Esatto, no, quindi quello che voglio dire, immaginate innanzitutto questa cosa, cioè la vicenda del mostro di Firenze non è una vicenda fiorentina, toscana, italiana, è una vicenda mondiale. Cioè, chi si occupa di questa vicenda ha come palcoscenico il mondo. Non è una vicenda chiusa in quel di Firenze.
scoprire delle realtà nuove, come mi è capitato di fare, scoprire errori nella repertazione, documentandoli attraverso fotografie originali di cui è nota la catena legale di custodia, non è una cosa che capita tutti i giorni. Cioè, riuscire a fare una prova come quella della BPE, grazie all'ottima qualità delle fotografie che fu fatta da chi effettuò diciamo, il servizio fotografico durante i rilievi della Polizia Scientifica e dei Carabinieri sulla piazzola di Scopeti, non è una cosa che capita tutti i giorni. Cioè, noi oggi possiamo dire con assoluta tranquillità che grazie a queste fotografie io ho potuto fare delle scoperte documentate che non sono frottole, sono lì a disposizione, e io ovviamente nel momento in cui vado a esporre queste cose su un documentario che va in diretta nazionale, sono ovviamente a disposizione di chi volesse farmi delle domande. Io non devo fornire della documentazione, la documentazione gli addetti ai lavori ce l'hanno già, io gli sto solo fornendo il modo in cui io ho fatto quell'esame. Loro lo possono replicare come e quando vogliono, se ritengono. Enrico, cioè, prego. Per essere ancora più chiaro, e proprio partendo dal tuo presupposto, cioè ormai si può cercare di fare una ricostruzione storica e nessuno qui ha né il ruolo e nemmeno l'intenzione di fare una riedizione giudiziaria di quello che è successo. Proprio alla luce di questo, io penso che tutti i contributi di carattere tecnico, scientifico, siano la cosa migliore che si possa fare per quello che riguarda quello che chiaramente si può verificare, come dici tu, dalle fotografie, dal materiale esistente. Però proprio perché è una ricostruzione storica, io penso, e questa deve essere credo anche la base un po' delle discussioni che facciamo tra appassionati, proprio per questo motivo e proprio perché sono due metodi diversi di accertamento della verità, io penso che una ricostruzione come la tua o come quelle che fa Antonio Segnini per altri delitti, in cui io non ho la tecnicalità per poter dare un giudizio come lo dai tu, ad esempio sul discorso dei fori di entrata e di uscita, degli orletti, anche se so di cosa parli. Ecco, una descrizione, un'analisi come quella che hai fatta tu, che ci ricostruisce una dinamica, non necessariamente, questo volevo dire, confligge con il fatto che ci sia un testimone oculare, che in questo caso è per gli Scopeti, Lotti, piuttosto che Pucci, è quello che racconta, perché quello può essere legato al fatto che lui racconta una parte di verità, racconta una cosa che non ha visto in prima persona, racconta una cosa che ha visto a 200 metri di distanza e non 3 o 4, perché l'unità di misura base di Giancarlo Lotti in tutte le sue dichiarazioni è 3-4 metri, qualsiasi cosa succede è 3-4 metri. Io penso che nel suo linguaggio lui 3-4 metri potrebbe essere 50, potrebbe essere 60, voleva dire non era proprio lì attaccato, cioè vai a sapere nella testa di un personaggio com'era questo Giancarlo Lotti che cosa voleva dire 3-4 metri, e 3-4 metri qualsiasi cosa. È come quando Pucci dice no, si sentì uno sparo, due spari, no? Esatto. Ecco, voglio dire, ma se lui avesse detto ho sentito 7 spari, di cui primi 3, poi ne ho sentito un altro, era sospetto, sarebbe stato sospetto secondo me. Sarebbe stato sospetto perché quello lì soprattutto, che è gente che ha zero fantasia, perché era gente che aveva zero fantasia, e questo mi insospettisce ancora di più nei loro confronti per le altre dichiarazioni che poi devono fare sugli altri delitti che confessano, soprattutto nel non scambiare le macchine l'una con l'altra, nel non mettere la panda di Vicchio a Baccaiano, nel non dire che la macchina si è mossa non a Baccaiano ma a Vicchio, cioè questa è gente che aveva delle capacità mentali piuttosto limitate, non erano oligofrenici come si spacciavano con l'INPS, per essere chiari, per ottenere nel caso di Pucci una pensione di invalidità di cui vivere. Comunque però, non erano molti lontani, Lorenzo, non è che... No, persone che hanno delle capacità, sì, però... questo parlano Fornari e Lagazzi, non parlo io, che non li ho conosciuti, sì, non li ho però, però Lorenzo, scusa. Ecco, quello che voglio dire, aggiungere un colpo di sparo, due colpi di spari in più, sì, per quello che guarda, non li rende più attendibili o meno attendibili. Però Lorenzo, dire che sono entrati in due in una tenda e hanno praticato le scissioni all'interno della tenda, quando invece il corpo della ragazza venne estratto e le scissioni venne fatta fuori, permetti che non è un colpo in più. La domanda è, Enrico, in quale delle tante versioni della progressione dichiarativa viene dichiarato questo, o la famosa frase su cui si prende in giro il Pucci, dice entrarono in piedi nella tenda?
No, ma scusa, non ha mai dichiarato che la ragazza venne estratta dalla tenda. Faccio un altro esempio. Faccio un altro esempio che viene citato nel documentario. Il famoso involto che viene lasciato sulla piazzola nella buca, cosa conteneva secondo Lotti? Perché in una versione Lotti parla, nella primissima versione, Lotti dice chiaramente misero le armi in una specie di involto. Sì. Poi in una trascrizione viene scritto le parti. Le trascrizioni, tra parentesi, sono una cosa, le intercettazioni sono un'altra, cioè le trascrizioni del verbale di interrogatorio sono una cosa. Vengono fatte alla fine e lì c'è probabilmente una persona che fa una sintesi, un'intercettazione telefonica è un'altra, la trascrizione dell'incidente probatorio è un'altra cosa. Ecco, ci sono diverse versioni perché sappiamo com'è andata e come diceva Daniele prima, questa progressione dichiarativa è una cosa che va capita bene, come è andata. Però, cosa... Lorenzo, sì, quando... però quando parliamo di Baccagliano, cioè Lotti dice chiaramente che si sono fermati con due macchine. Sì, lui era lì. Si sono accostati al Mainardi, poi lui è andato via perché non sapeva bene cosa stessero facendo, e Vanni e Pazzani sono rimasti lì dietro la macchina del Mainardi per freddarlo, cioè quando sappiamo che qui passano due coppie di testimoni si incrociano, i famosi 90 secondi, che dicono non è mai esistita nessuna macchina parcheggiata lungo la provinciale. Ma Lorenzo, ma infatti. E diventa difficile poi dire, ma si sono ricordati male, il linguaggio non è proprio quello. No, lui ti racconta una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché non poteva essersi fermato dove ha detto di essersi fermato. Fatto sta che lui in tutte le versioni lì becca il discorso che la macchina ha fatto la retromarcia, becca il discorso che poi l'hanno ripresi per bene, eccetera eccetera eccetera. Sì, però comunque che la macchina avesse compiuto una retromarcia, fosse finito nel fossetto, era un elemento conosciuto su tutti i giornali, su tutte le TV da molti anni, non è che parliamo di un delitto sconosciuto in Italia, soprattutto nella provincia di Firenze, insomma, lo sapevano tutti che Mainardi era scappato, era finito sul fossetto e la macchina si era incagliata nella cunetta, no? Beh, però poteva sbagliarsi, poteva dire che questa cosa era successa in un'altra occasione, invece l'ha piazzato bene nell'anno, nel posto e nella stagione giusta. Questo di per sé non vuol dire che allora ha detto la verità, anzi noi abbiamo inventato una versione non corroborata da altri testimoni che è sbagliata, dobbiamo rivedere la dinamica. No, non sto dicendo questo, sto dicendo che siamo su due piani di verità e di accertamento della verità che hanno strumenti diversi, e così come l'accertamento della prova in un testimone iperproblematico, tra l'altro, ha alcune sue caratteristiche che chiaramente non basta la dichiarazione, non basta nemmeno che la dichiarazione sia attinente alla ricostruzione, viceversa in una ricostruzione scientifica ci sono dei problemi, ma ci sono dei paletti ben più precisi, come fa notare Enrico, ci sono degli accertamenti di carattere tecnico-scientifico che invece ci possono dare delle certezze in più, sicuramente. Questo è quello che volevo dire. Posso dare una risposta a un nostro ascoltatore che sta scrivendo nella chat? Tale Emiliano Rizzo che scrive varie cose, ma fra le altre cose scrive una, ma parla solo degli scopetti. Ci sono stati 8 duplici omicidi. Allora, voglio dargli una risposta. Sì, parlo degli scopetti per un motivo molto semplice, caro Emiliano. Chi parla solo degli scopetti? Emiliano Rizzo, che fa riferimento a me, perché evidentemente riferimento a Enrico, ovviamente. Per me, evidentemente. Enrico, tu possiamo nominare scopetologo? Diciamo che potrei usare un termine un po' diverso. Lo scopetologo perché siamo fuori orario, però voglio dire. Allora, ma quello che voglio dire è questo: perché scopeti? Perché scopeti e perché mi sono concentrato su questo? Per un motivo molto semplice: perché su scopeti abbiamo abbondanza di documentazione e abbondanza di perizie, cosa che non abbiamo in tutti gli altri casi. Ora, in nessun altro caso, forse Vicchio, quindi 84, Vicchio, certo, abbiamo la possibilità. Infatti io quello che andrò a studiare quando avrò finito con scopetti sarà Vicchio, ma lo farò per un motivo molto semplice. Perché mi tremano le mani solo a pensarci. Perché Vicchio per me presenta alcuni elementi che sono propedeutici all'analisi di scopetti, e mi riferisco alle scissioni della mammella.
che venne operata, secondo me, con un certo tipo di strumento che, se volete, posso anche mostrarvi, perché mi sono procurato un coltello che, secondo me, ha esattamente le caratteristiche che aveva il coltello utilizzato dal mostro. Cioè un coltello stile quello utilizzato da Rambo nel suo primo film, dove i denti della un coltello da combattimento, non da sub, che ha una sega sul dorso con i denti fra loro distanti da 0,8 a 0,9 mm. Tanto perché così ricordiamo anche lo scopo di questa sega: non era una sega per andare a fare la legna nel bosco. Quei coltelli utilizzati in Vietnam avevano quella caratteristica perché nel caso in cui un elicottero fosse stato abbattuto, con quella sega potevano segare l'alluminio dell'involucro, della carlinga dell'elicottero, per estrarre eventualmente i feriti. Questo era il concetto. E dicevo, perché studio Scopeti? Per questo motivo, perché lì ho gli elementi per poter... Scusa, occhio a contraddire Manieri, perché adesso gira con un coltello di questa fattura, scherzo. Vabbè, ve lo posso anche mostrare. No, a questo punto l'hai detto, ce lo fai vedere. Allora, questo è un coltello... Siamo in fascia protetta, Lorenzo? No, beh, io non so se lo vedete, ditemi se lo vedete. Lo sto mostrando, questo è un coltello, è il classico Bowie. È il coltello di Rambo, cioè? No, questo qui è il classico Bowie, coltello, diciamo, da caccia, da combattimento. Questo è fatto dalla Winchester. E quindi è un coltello per cambiare. Infatti, lo cito apposta. Il dosso, come vedete, è liscio, no? Molto affilato, quindi... Questo, invece, è il coltello che, secondo me, è stato utilizzato dal mostro. Vedete cosa ha sopra? Vediamo se riesco a mostrarvelo facendo un po' di contrasto. Si vede meglio? No, peggio. Peggio. Però, insomma, ecco, se lo allontani un po'. È molto chiara la seghettatura, che abbia le due lame fatte in modo diverso. Allora, questa seghettatura non è una seghettatura da legno. La seghettatura, da cosa si differenzia la seghettatura da legno da questa seghettatura? La seghettatura da legno si differenzia perché i denti sono uno a sinistra e uno a destra, in maniera tale che quando si sega si crea lo spazio in cui, diciamo, nel legno può percorrere, diciamo, la lama può percorrere la sua strada. Tanto per farci capire, riesci a metterlo proprio dritto per coltello? No, giralo di 90 gradi. Così? No, per farci vedere la destra e la sinistra dei denti. No, ma qui questo non ce l'ha, questi sono diritti, non hanno destra e sinistra. Ah, ok. Perché non è una sega da legno questo. Ma questo è solo per farvi capire che, cioè, io quando parlo, ho comprato i coltelli e sono andato a provarli. Dove allora, li hai provati? Sono andato a provarli in un macello dove ci sono delle carcasse che potevo utilizzare, e tipicamente ho usato carcasse di maiale, perché sono quelle che Lorenzo ci può confermare, sono quelli che vengono utilizzate per fare anche le prove balistiche. Quando devo sparare in un tessuto... Può suonare strano a chi non ha familiarità con questi tipi di accertamenti, ma... Sì, cioè, per dire banalmente, a noi, quelle volte che provavano a insegnare a dare i punti quando eravamo studenti di medicina, non potendo praticare, una cosa che si usava era di dare i punti alle pancette, proprio perché la cute del maiale in alcune zone, lo spessore riproduce abbastanza bene, fedelmente, come sono fatti i tegumenti umani, quindi anche alcune prove balistiche si fanno sulle carcasse del maiale. No, questo per dire, perché Enrico lo dice, lo ribadisce, chi ha avuto modo di vedere le scissioni degli Scopeti, si nota chiarissimamente che nelle scissioni al seno questi denti lasciano un segno, ma molto evidente. Certo. Cioè, la zona asportata a livello della mammella, non a livello genitale, si vedono chiaramente questi segni, che sono molto accentuati. È difficile che sia un coltello da cucina, un coltellaccio da cucina. Non può lasciare quei segni lì. Ma fra l'altro, poi io vi segnalo anche un'altra cosa. Qualcuno mi ha criticato dicendo: ma perché introduci i due coltelli? Ah, introduco i due coltelli per un motivo molto semplice. Prendete un coltello di questo tipo.
Adesso fatemi vedere come fate a praticare una scissione nella zona pubblica. Cioè, avete presente che tipo di scissione è stata fatta? Come fai solo per l'ingombro della lama a andare alla radice delle cosce? Non ci passa. No, ma Enrico, tra l'altro, su questo, da tutt'altro punto di vista, io studiando la dinamica che si può ricostruire alle autopsie, è molto improbabile che fosse una persona, che fossero due, che fossero cinque, è molto improbabile che il coltello con cui viene finito Jean-Michel Kravetsvili sia poi utilizzabile per fare le scissioni, perché le coltellate a Kravetsvili sono molto profonde, arrivano all'osso e il filo della lama si perde, quindi poi fare con lo stesso coltello le scissioni pubblica e quella alla mammella, che poi tra l'altro hanno tagli diversi, insomma è un po' difficile. Probabilmente c'erano almeno due lame, certo, una utilizzata per combattere, l'altra utilizzata. Senti, Lorenzo, all'epoca venne fatto anche uno studio con degli studenti di medicina per vedere se in condizioni analoghe a quelle del mostro di Firenze come avrebbero ipoteticamente proceduto. Lo fece De Fazio. Una decisione simile a quella del mostro di Firenze, o no, Enrico? Sì, lo fa De Fazio, e lui fa una serie di valutazioni basate su un primo approccio, diciamo, di analisi informatica. Cioè, hanno fatto un'analisi non solo delle modalità con cui venivano impugnate, diciamo, le lame, ma anche di come le lame venivano utilizzate. Sono andati a fare delle valutazioni di tipo statistico sulle immagini generate dai virgolette esperimenti di scissione, andando a definire anche caratteristiche di tipo statistico che hanno consentito di delineare alcune ipotesi che da un punto di vista pratico sono state utilizzate anche per definire poi la dinamica da parte di De Fazio. Però la cosa che per me è importante a questo punto sottolineare, e mi riferisco a Ettore G nella sua chat, cioè stabilire se un colpo è sparato da 40 cm o da 80 cm potrebbe essere del tutto banale se sei in una piazzola alle larghe, ma la tenda era stata montata in prossimità del bordo dove finiva la piazzola, quindi 80 cm vuol dire che non c'era più fisicamente la piazzola. Ora, stabilire che un colpo è stato sparato da una distanza piuttosto che da un'altra, ma anche solo, faccio un esempio banalissimo per farvi capire, stabilire solo la direttrice, la linea su cui si doveva trovare la bocca dell'arma che ha sparato, è una banalità che non è mai stata fatta in nessuna perizia. L'ho fatta io durante la mia ricostruzione, cioè lo stabilire che per due punti passa una sola retta non l'ha mai fatto nessuno, e sapete perché? Perché non ci fu mai un perito balistico. È per quello, se no ero già. Attenzione Daniele, che hai il microfono aperto. Hai il microfono aperto, Daniele, attenzione. Daniele, ci senti? Sì, perfettamente. Quindi quello che voglio dire, stabilire la distanza a cui è stato fatto uno sparo non è banale, è fondamentale in questa vicenda, perché quando tu stabilisci una certa distanza, che cosa capisci? Capisci che i bossoli che trovi davanti alla tenda non possono essere quelli espulsi dai colpi sparati verso la tenda. Non c'è nessun modo perché tu abbia i bossoli a sinistra dell'arma che sta sparando, come nel caso di Scopeti. Quindi questo significa semplicemente che il bilancio contabile che è stato fatto durante le verifiche, cioè tot colpi, tot bossoli, ne mancano due, sono uno dentro nel cuscino che verrà poi ritrovato a distanza di 30 anni e ce n'è un altro che è dentro nel piumone che non l'hanno ancora ritrovato, è scritto nella perizia fatta da Mauri, Caffaro e Bonelli, ripresa in quella collegiale, quindi ve lo anticipo perché c'è anche questo da dire, no? Qualcuno ha voluto dire che il suo consulente aveva segnalato che ci sarebbe stato un colpo dentro nel cuscino, è scritto nella perizia nell'85, cioè è dall'85 che si sa che c'era un colpo dentro nel cuscino e un colpo dentro nel piumone, per cui insomma andate a cercarlo e troverete anche il secondo. Ma al di là di questo, nel momento in cui uno fa questa verifica, a un certo punto
non si può più fare il discorso che giustamente faceva Lorenzo Iovino e Daniele sulla testimonianza, perché a me della testimonianza, detto fuori dai denti, non interessa nulla. Io la testimonianza la guardo dopo, prima cerco di capire che cosa è successo sulla scena del crimine, poi vado a vedere se la testimonianza è corroborata da quello che c'è sulla scena del crimine, non viceversa. Allora io vi dico una cosa, giusto perché così chi ci ascolta capisce. Cosa ho trovato io su Scopeti? Perché mi occupo di Scopeti? Ho trovato, primo, i bossoli che sono stati trovati al lunedì pomeriggio sono 3, al martedì sono 6, totale 9. Sono andato a vedere le fotografie del lunedì pomeriggio e ho trovato gli stessi 6 bossoli che sono trovati solo il martedì successivo, erano già stati fotografati il lunedì pomeriggio e non li avevano visti. Secondo, questi 6 bossoli che sono nelle fotografie del lunedì pomeriggio non rilevati sono in una posizione diversa da quella in cui vengono ritrovati il martedì. Perché? Perché durante tutto il pomeriggio del lunedì ci hanno camminato sopra. I bossoli nella prima fotografia con la tenda ancora montata con dentro il cadavere della povera ragazza sono tutti vicinissimi alla parete verticale dell'ingresso della tenda. Il martedì ne troveranno uno a 90 centimetri. Perché? Perché ci hanno camminato sopra. Ma ho le fotografie con tanto di timbro della polizia scientifica in cui si vede in una i 6 bossoli con la tenda ancora montata, in un'altra con la tenda smontata ma col cadavere ancora nel catino della tenda si vede un bossolo che inizia ad allontanarsi. Sapete perché si vede? Perché riflette la luce, c'è un riflesso giallo su un terreno opaco. Ora io non vi sto dicendo che ho fatto io la fotografia, chi ha in mano gli originali analogici li vada a vedere, e mi sto riferendo agli investigatori. Poi cosa ho scoperto? Ho scoperto che la polvere che viene trovata su questi bossoli, che durante la perizia balistica fa scattare subito l'avviso a Vigna che dispone una perizia chimica, non deriva da un uso di un materiale di natura ortopedica, ma deriva semplicemente dal fatto che quando questi bossoli furono trovati, qualcuno spezzò una piastrella trovata buttata lì sulla piazzola e spezzando questa piastrella in vari pezzi si sporcò le mani di polvere, di stucco che era attaccato al muro. E quindi questo una semplice contaminazione di questo materiale ha contaminato di qualche operatore nella scena del crimine. Ha contaminato i bossoli. Poi cosa ho scoperto? Ho scoperto che dalle fotografie del lunedì pomeriggio, tenda ancora montata e tenda tagliata ma col catino ancora a terra, la tenda al martedì è stata spostata. Quindi quando vengono trovati i bossoli il martedì e misurano le distanze, le misurano da una pianta che ovviamente è fissa, ma la tenda non è più nella posizione che aveva il lunedì pomeriggio ed è documentato con tanto di fotografie con il timbro Questura di Firenze. Ok? Beh sì, Enrico, sappiamo che tu sei No, aspetta, ma aggiungiamo ancora un altro pezzo che la gente non sa. Così vi dico anche un altro pezzo in più. A un certo punto nel set di fotografie c'è questa povera donna che è in decubito sul fianco sinistro. La fanno girare e a questo punto va in posizione supina. In questa posizione vengono fatte delle fotografie di dettaglio dell'escissione pubica e del seno. Ma cosa succede? La cosa per me fondamentale. Nella fotografia di insieme si vede che dove era il corpo prima che venisse fatto girare, sotto il corpo ci sono aghi di pino, alcuni intrisi di sangue e fili d'erba. E non ci sono sul resto del, diciamo, del materassino, sul bianco del materassino, non ci sono aghi di pino o fili d'erba, sono solo sotto il corpo. Come mai? Perché il corpo è stato estratto, è stato messo in terra e ha raccolto aghi di pino e sono tutti lì sotto. La povera Nadine nei capelli ha un filo d'erba o un ago di pino che è dietro, si vede dalla fotografia, si è infilato nella massa dei capelli. Quello dove l'ha preso? Evidentemente quando il corpo è stato estratto la testa appoggiava a terra e quello ha raccolto questo materiale. E aggiungo un'altra cosa, ma se, come ho detto prima, dagli atti risulta che le ferite sia del seno che del pube sono non infiltrate, e Lorenzo spiegherà cosa significa, e soprattutto prive di soffusioni emorragiche, è scritto così per entrambe all'interno degli atti,
La domanda è: ma la macchia di sangue fuori da 20 centimetri circa di diametro col gruppo sanguigno della ragazza, da dove è stata generata? Risposta: dall'unico organo che ha sanguinato, dalla testa. Allora a quel punto significa che la ragazza è stata estratta completamente, quindi la macchia di sangue che c'è fuori non è, come dice Maurri, legata all'escissione pubica, ma è il cranio che ha sanguinato, il cranio che era a contatto col terreno dove ha raccolto quel filo d'erba che è rimasto fra i capelli. Allora sono andato a cercare se c'erano delle tracce sul corpo che potessero dirci qualcosa sulla sua fuoriuscita dalla tenda, e guarda caso cosa ho trovato nell'esame autoptico, che sulla rotula sinistra, e chiunque può verificarlo, c'è del terriccio. Sulla rotola sinistra della ragazza francese c'è del terriccio, così come ci sono delle ecchimosi e delle escoriazioni, sì, sulla parte sinistra. Ma poi c'è un'altra cosa fondamentale che nessuno ha mai detto, io adesso lo dico perché nel mio lavoro l'ho considerato. Sapete com'era fatta la tenda, no? La tenda aveva un telo esterno grigio con all'interno una camera appesa a un'intelaiatura in cotone giallo, dove c'era praticamente l'ingresso sul lato destro, guardando la tenda da davanti dove hanno sparato, protetto da una zanzariera e da un telo giallo chiuso con una zip. Ora, sapete una cosa che nessuno ha mai detto? E ve lo dico, che è scritta negli atti. Sul telo esterno della tenda, davanti all'ingresso, ci sono tre strisciate orizzontali di sangue, di cui quella centrale è talmente carica di sangue che ha generato delle colature verticali. Ora, sapete da cosa derivano quelle tre colature, quelle tre strisciate sul telo esterno della tenda? Deriva dai capelli della ragazza, quando il mostro ha reimmesso il corpo della ragazza, e la testa con i capelli, ormai la ragazza era morta, era abbandonata indietro, ha strisciato contro il telo della tenda, il telo esterno della tenda, che si è ripiegato verso l'interno, proteggendo dal macchiare con il sangue la camera gialla, il cotone giallo. Però nella perizia c'è scritto chiaramente, nessuno l'ha mai evidenziata questa cosa, che sul telo esterno, quello di color grigio, tanto per capirci, sì, ci sono tre strisciate orizzontali, di cui quella centrale è tutte orientate verso la parte, diciamo, dove c'è la cerniera esterna che era centrale rispetto al telo. Queste tre strisciate ci dicono che il corpo della ragazza è stato reimmesso e che la testa ha strisciato su quel telo. Sì, sì, tutto. Ora, tutta questa chiaro. Roba, poi non ho ancora parlato della BPE, la BPE che ci racconta una serie di cose. Ora, io non è che voglio andare a fare dei discorsi, ma questa roba, ragazzi, non è che la sto raccontando io, queste sono prove oggettive scritte negli atti e documentate da fotografie. Non l'ha mai fatto nessuno, non l'ha fatto Maurri, non l'ha fatto De Fazio. Oh, Maurri, tanto per capirci, non ha neanche descritto le macchie di sangue sulla schiena della ragazza. De Fazio le descrive e dice che sono precipitazione dall'alto di sangue uscito dalla mammella fissa. Ma vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Questa povera ragazza era 1,55 m di altezza, per circa 50 kg. Allora, il sangue, brutale come discorso, ma capiamoci, il sangue che sarebbe colato da questa mammella fissa avrebbe dovuto lordare la schiena della ragazza. Poi questi, diciamo, feticci messi all'esterno, appoggiati a terra, avrebbero creato la chiazza di sangue da 20 centimetri. Ma quanto sangue ci poteva essere in quella mammella fissa per generare tutto questo discorso? Quindi, quello che io voglio dire, io adesso sto facendo un racconto che mi rendo conto che a molti può sembrare strano, ma è questa la verità. Cioè, io non vi dico credetemi, vi dico andate a leggervi gli atti. E questo lo dico a chiunque, lo dico a Lorenzo che ha tutte le competenze per farlo, lo dico a Daniele che ha tutte le competenze da un altro punto di vista per farlo. Ora, potete dire quello che volete su Lotti e su Pucci, ma nessuno dei due ha mai parlato che il corpo della ragazza sia stato portato fuori, e fuori siano avvenute tutta una serie di cose. Ora, questo non è come raccontare 1, 2, 3 o 8 colpi, cioè se l'escissione è avvenuta fuori, non è avvenuta dentro. Quindi ci sono degli elementi, e qui torno al discorso del valore della testimonianza, che o sono bianchi o sono neri, non possono essere grigi.
Quindi dal mio punto di vista di analista della scena del crimine, fra virgolette usiamo questo termine, io non ho fatto una ricostruzione e poi voglio andare a confrontare quello che racconta Lotti con la mia ricostruzione, che sarebbe un errore clamoroso. Io ho trovato degli elementi oggettivi. Confronto quello che dice Lotti con questi elementi, da questi elementi io ricavo una ricostruzione e la ricostruzione che ricavo la confronto poi con quella di Lotti. Ma questi sono due processi completamente diversi. Quindi, da un mio punto di vista, quello che io dico, non credetemi, non credete mai a nessuno, andate a verificarlo. E questo voglio rispondere anche a una domanda iniziale che era rimasta pendente anche a Francis: perché non abbiamo parlato nel documentario della retrodatazione del delitto di Scopeti? Perché la retrodatazione del delitto di Scopeti, fatta come è stata fatta finora, non è scientifica, non è oggettiva. Affermazione forte, ma deve essere chiaro. Non è scientifica, per un motivo molto semplice. La chiave entomologica per fare l'arretramento della, diciamo, data di morte di Scopeti non regge, per un motivo molto semplice, perché all'interno degli atti è scritto chiaramente che alle 17:30 del lunedì pomeriggio, quando l'equipe medico-legale di Firenze fa la sua analisi dei corpi, fa il sopralluogo sul corpo di Jean-Michel, non è presente deposizione di uova o di larve. Se non è presente alle 17:30 del lunedì pomeriggio, significa che il corpo a quell'ora non è ancora stato colonizzato. Se non qui, è volevo, stato... qui volevo sentire Lorenzo anche prego. Lui Lorenzo, ma io mi limito a commentare la domanda dell'ascoltatore. E chiaramente conosco bene tutte le argomentazioni di Enrico sulla questione entomologica, si sono espressi in diversi, ma penso che in fin dei conti, per quello che mi riguarda, la pietra tombale sia il fatto che è un accertamento non ripetibile, non deducibile in maniera esatta da materiale fotografico. Quindi su questo chiaramente ci sono degli entomologi che si possono sbilanciare più di me a dare un parere, ma un parere resta, ha il valore di un parere, come dire, più blasonato sicuramente quello che potrei dare io, che non mi occupo di entomologia forense, ma un accertamento sulla fotografia è un esercizio ipotetico, nonostante siano state provate delle cose anche molto interessanti, una sperimentazione sul campo per vedere nello stesso periodo dell'anno, anche se a distanza di tanti anni, se ci sono lo stesso tipo di larve a colonizzare, eccetera, eccetera. Però ecco, io volevo dire questo, la domanda non è tanto da fare a Enrico e basta, perché solo Scopeti? La domanda che faccio io, e su cui ci siamo scervellati anche con Daniele Piccione, è perché tutto questo troncone che poi porta i compagni di merende nasce su Scopeti. Alfa, beta, gamma e delta nascono su Scopeti. La prima ammissione timida di questo Lotti, questo Pucci, c'eravamo, abbiamo visto, c'erano due, ci minacciavano, parte da Scopeti. Quindi tutta l'attenzione che c'è su Scopeti in realtà nasce da un meccanismo per cui a livello investigativo tutto quello che poi si apre nel filone, compagni di merende, testimonianze… Sì, che poi va a ritroso nel tempo fino ad arrivare a Baccaiano, perché esatto, poi si va a Vicchio, Zogoli, Baccaiano che è il primo. Parte tutto dall'avvistamento della macchina di Lotti, tra virgolette, a Scopeti. E dal fatto che poi, messo in difficoltà questo Lotti, quando gli viene detto Tizio, Caio e Sempronio ti hanno visto lì, e lui si è costretto a ammettere che era lì, anche perché quell'altro ha detto ero con lui, abbiamo visto, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che tutta l'attenzione che c'è stata deriva in parte da questo, in parte deriva dal fatto che esiste molto materiale di qualità, come dice Enrico, quindi fotografie ad alta risoluzione, reperti oggetti appartenuti alle vittime, no? Su cui sono stati fatti gli esami recenti di DNA. Esatto, poi c'è un oggetto che è stato trattenuto, che è la tenda, mentre le automobili non sono state trattenute. Chiaramente la tenda in qualche modo è stata conservata, anche se, come dice Enrico, è stata spostata da una cosa e l'altra, poi chissà come è stata conservata nell'edificio. Finì mi sembra in una camera dell'università, in un archivio. Ecco, però quello che voglio dire, senza tirare croci addosso agli investigatori dell'epoca, questo è un caso che ha fatto da scuola alle scienze forensi in Italia, che dal giugno 81 fino a settembre dell'85 hanno fondamentalmente messo in pratica sempre nuovi ritrovati e hanno imparato
sul campo come si conserva, come si prova a conservare una scena del crimine, come si fa a avere dei riscontri, chiaramente con dei buchi che sono legati un po' alla scarsa esperienza che c'era all'epoca, ma anche un po' al fatto che nell'85 le scienze forensi non erano quelle di adesso, quindi le metodiche di conservazione eccetera eccetera. Essendo l'ultimo c'è stata più attenzione, c'è più materiale ed era anche quello su cui c'erano più testimonianze, quindi è chiaro che tutta la battaglia che poi c'è stata nei processi a partire da Lorenzo Nesi che vede la macchina di Pacciani proprio quella sera e poi a tutto il filone Lotti eccetera, è un qualcosa che chiaramente vede il punto di accumulazione lì, è per quello che se ne riparla ed è diventata la questione che se si smonta quello si smonta tutto il resto, si smonta una teoria, si verifica un alibi di un personaggio se è successo in un giorno e l'alibi non c'è più il giorno successivo eccetera eccetera eccetera. Sì, quindi, perché poi la storia che Lotti ha cominciato la prima confessione su Scopetti, poi ha confessato Vicchio, poi ha confessato Zogoli dicendo anche di essere stato lui lo sparatore di Zogoli fino ad arrivare a Baccaiano che è il primo delitto. Beh, sì, quella cosa prima cui, c'era poi anche sparato anche lì a cui partecipa perché Pacciani e Vani ce lo portano la prima volta, no? Poi quelli di prima non si sa nulla perché Lotti non può e lui lì si ferma, lui dice prima non c'ero e infatti a onor del vero Mario Vanni viene condannato sulla base di quello che dice Lotti. Giovanni Faggi no, perché se la testimonianza di Lotti ha senso, Faggi non è stato visto uccidere nessuno secondo quello che dice Lotti. Sì, perché è la famosa testimonianza di relato, no? Vanni mi dice che prima di me c'era Faggi. E però, insomma, questa è una cosa su cui chiaramente Daniele, anche dal punto di vista giuridico, può dire di più. Non so se stasera, perché è un argomento enorme, siamo già a un orario sì, abbastanza. Ci vorrebbero 10 puntate come questa. Diciamo. Ecco, voglio dire il perché si discute sempre di questi benedetti Scopetti. Si discute e lancio una provocazione. Io diciamo, penso di aver capito perché si parte da lì su Lotti. Anche perché se tutto ci è cominciato da lì. Ma se si fosse voluto provare a forzare la mano, mettiamo in questi termini. E a mettere in bocca a un potenziale testimone una confessione, una chiamata in correo in cui lui si anche autoaccusa, ma non sarebbe stato meglio cominciare da un qualche altro delitto con un po' meno di indeterminazione, ad esempio, perché la questione della determinazione temporale nasce già con diciamo, la linea di pensiero di De Fazio e la linea di pensiero di Maurri su Scopetti, cioè già De Fazio dice secondo me è il sabato, se vedete il documentario, io torno sul documentario perché mi piace stare molto sul tema della puntata, se no divaghiamo. Beh, comunque, scusami Lorenzo. Torrisi nel documentario dice: io non sono un medico legale, ma quei ragazzi lì, i francesi, secondo me erano morti da prima. Quindi questi due figure, l'ha detto anche Federico più volte. L'ha detto Massimo Federico. Quindi quello che voglio dire è che negli anni questa cosa qui andasse a scegliere Scopetti come il posto in cui incastrare un potenziale testimone oculare indotto a raccontare qualcosa, beh, forse. Non sarebbe stata una scelta così semplice. Beh, comunque Lorenzo c'è anche un'altra cosa da dire, era anche il delitto più vicino a dove abitavano loro, perché comunque tra Scopetti e San Casciano e Mercatale ci sono pochi però Baccaiano per dire è più vicino a casa Lotti, a dove abitava Lotti nell'82 rispetto alla piazzola degli Scopetti. Perché sì, Lotti, però tutti questi personaggi, il Pacciani, il Spagna. Certo, San Casciano era. E poi c'era Indovino, C'è Fatignano, che è l'altra parte delle testimonianze di quel gennaio, febbraio. Allora, Daniele, senti, volevo fare una domanda. Sì, sì, certo. Scusa, Daniele, perché non ti vedevo, pensavo fosse caduta la linea. Scusa, Daniele. Daniele, ci sei? Sì, sì, ci sono. Ah, eccoti qua. Allora, volevo fare anche una considerazione su la polemica che abbiamo un po' letto su internet, sui giornali questi giorni, no? Tra Gregoretti e Mignini, no? se ne è parlato abbastanza, molti hanno trovato subito strano dall'inizio che Mignini non abbia partecipato sotto nessuna veste al documentario Rai, no? Poi ci sono state una serie di botte e risposte a distanza tra Gregoretti e Mignini e la questione è rimasta un po' lì, sospeso, vedremo se ci saranno degli sviluppi successivi. Ecco, tu che conosci Mignini molto bene, no? Se hai avuto modo in questi giorni di
di parlarci, scambiare qualche tipo di considerazione in merito. So che lui era, posso dire senza problemi, per averne parlato con lui, che lui era molto deluso dalle parole di Tony. Sì, questo perché, è comprensibile. Sì. Perché riteneva che non fosse stata fatta giustizia non solo delle sue buone intenzioni, ma soprattutto di come lui aveva avviato la vicenda perugina. Adesso io qui vorrei dire una cosa che secondo me un po' tutti immaginano, che è una mia opinione, che però è ora che cominciamo a dire, no? Perché è pieno internet, è piena la rete di questi filmati terrificanti che tutto sommato continuano a insistere nel criticare l'impianto perugino sulle telefonate all'estetista, no? Cioè sulle telefonate, quelle che chiamiamo adesso, senza che ci torniamo, perché immagino che più o meno i nostri accaniti radioascoltatori che ci seguono a quest'ora sanno benissimo di che si tratta, la questione delle telefonate all'estetista di Foligno. Degli usurai praticamente minacciavano di fargli fare la fine del medico di Perugia, no? Taglieggiavano questa donna, peraltro con toni a cavallo tra il grottesco e talvolta perfino il comico, dobbiamo dirlo, e che per la prima volta vedono congiungersi i nomi di Pacciani e di Narducci come sostanzialmente due accoliti, no? Ecco. Allora, di qui la critica. Che da, per esempio, Segnini è molto critico su questo, no? Cioè dicono tutti, dice, beh, ma uno apre un fascicolo di quella portata, si mette a fare investigazioni del genere partendo da questa grottesca messa in scena telefonica di stampo vagamente estorsivo. Sì, però, adesso cerchiamo di essere seri. È chiaro che un pubblico ministero deve cercare di utilizzare qualunque occasione per cercare di andare alla caccia della verità, no? E quella fu una sorta di occasione di grande chance sulla base della quale, e lo dice lo stesso Paolo Micheli nella sua famosa sentenza, le prime 18 righe attestano del fatto che queste indagini andavano fatte. E quindi è chiaro a tutti che la telefonata all'estetista di Foligno è tutto uno strumento mediante il quale si cerca di accertare tutta una parte di verità rimasta sepolta nell'immaginario collettivo di un'intera città e forse anche di più da più di 17 anni. Questo tanto per dire, no? Cioè come io capisco la posizione di Giuliano Mignini da questo punto di vista, fermo restando che rispetto molto Piero Toni, però sarebbe bene che ognuno parlasse della parte che conosce dei procedimenti penali che ha seguito, che ha svolto. Ecco perché io, per esempio, ritengo che le parole di Toni sulla vicenda fiorentina abbiano un peso vero, siano un punto di vista da meritevole della massima attenzione e considerazione. È un po' meno delle vicende perugine, di cui Toni, gioco forza, non ha potuto leggere esaustivamente gli atti, capite? Questa è un po' per rispondere alla tua domanda, Lorenzo, però per tornare a questa domanda che mi pare che attraversa trasversalmente invece la trasmissione di stasera e non solo questa, cioè perché Scopeti? Io aggiungerei però altre tre ragioni per le quali Scopeti l'ha fatta da padrona, no? nella storia del mostro di Firenze dal punto di vista di accertamenti giudiziari. La prima di queste ragioni è quella più negletta e secondo me più importante di tutti. Se si vanno a rivedere gli atti svolti dalla SAM nel periodo di interregno che regola il passaggio da Perugini a Giuttari, si vede benissimo che l'attenzione verso Lotti non nasce tanto e solo al momento delle dichiarazioni della Ghiribelli, che vede la famosa macchina dell'Otti sotto le lucine della domenica sera da Scopeti. Ma la cosa inizia quando c'è la testimonianza del pomeriggio della domenica, in cui vengono individuate due persone alla base della piazzola degli Scopeti, in un atteggiamento a dir poco sospetto, che sembrano in tutto e per tutto corrispondere ai profili dell'Otti e del Pucci. Questa questione è una delle più complesse di tutta questa storia. E però dà ad intendere un aspetto molto importante, perché poi Lotti ammetterà di fronte alla contestazione sulla sua presenza in piazzola nel pomeriggio della domenica, quindi in una fase del tutto antecedente e scissa rispetto a quella dell'ipotetico momento della consumazione del delitto, la sera della domenica. Ecco, questo elemento dice tantissimo, perché
Se è vero che noi, che noi siamo adesso inchiodati sul problema della genesi di Lotti come testimone fondamentale sulla base dell'attacco della Ghiribelli e poi del Galli, in realtà c'era un'altra strada, una strada che avrebbe condotto a tutt'altre questioni, vedete, perché se la contestazione a Lotti fosse stata quella originariamente in modo pervicace della domenica pomeriggio, noi saremmo stati di fronte a tutta un'altra storia. Capite qual è il problema? Ecco perché io mi ostino a dire quella cosa che Enrico sa, ne abbiamo parlato lungamente, no? Cioè io penso che la verità giudiziaria tradisca un punto su Lotti. Lotti, quando parla delle dinamiche, guarda caso, si sgretola oltremodo, cioè non è assolutamente credibile. La dinamica di Scopeti l'ha dimostrato Enrico davanti agli spettatori della TV generalista una sera di 3 settimane fa, è assolutamente non credibile. Non è credibile su Baccaiano, men che meno su Giocoli, dove addirittura la stessa Corte d'Assise non ci crede, perché nonostante il suo tentativo di accollarsi i colpi di pistola, la Corte d'Assise deliberatamente decide di non credergli su questo punto e non lo designa, non lo fa sparatore e quindi autore materiale del delitto di Giocoli. Quindi sulle dinamiche, con Vicchio le cose sono un po' diverse, però anche lì ci sono dei tratti assolutamente inverosimili, per esempio quello secondo il quale Pacciani arriva con la macchina di corsa e sbarra la strada alla panda della coppia e poi dopo va a dopo sì. aver dato un'occhiata va a prendersi la pistola in macchina, guardate, in una sorta di azione a due tempi, no? Che ha veramente, scusate se lo dico, sì, ma... e Vanni è il tempo di andarsi a mettere lo spolverino. Sì, il Vanni si mette lo spolverino, poi si dematerializza, non si capisce dove vada durante l'azione omicidiaria, insomma siamo in piena diciamo siamo in piena confusione, in confusione logica formale. È inutile che adesso io parli di Baccaiano Montesperti, perché veramente lì la dinamica omicidiaria è totalmente implausibile da qualunque punto di vista la si guardi. Però se invece si considera Lotti da un'altra prospettiva, cioè dalla ricostruzione del tessuto della compagine omicidiaria sul piano delle dichiarazioni su questo presunto medico che avrebbe pagato, sulle poche parole che riferisce sia pur confusamente sul Vinci nella piazza di San Casciano e poi successivamente addirittura sul Faggi che a suo giudizio entro certi limiti sarebbe stato coinvolto, e poi per un fatto decisivo, cioè il perché lui si sarebbe dovuto fermare se fosse un semplice mitomane alla sequenza del 1982. Ecco, questo vedete è un dato che Fornari spiegava sempre, no? Il mitomane non è un individuo, capite, così continente da accollarsi una progressione dichiarativa fino al 1982 e poi guarda caso, per motivi del tutto incomprensibili da qualunque ottica di segno psicologico, a smettere di parlare improvvisamente e a dire che dell'81 non sa nulla. Cioè questo ci dice che ci sono due Lotti, cioè Lotti è una sfinge, no? Da questo punto di vista, perché c'è il Lotti delle ricostruzioni delle dinamiche, che insomma adesso è venuto anche Enrico a spiegarcelo in modo chiaro, è un Lotti assolutamente non credibile, però poi c'è un Lotti sui dati di contorno, sul modo dell'adocchiare la panda di Stefanacci e Rontini a Vicchio, il Lotti della vita passata di piazzola in piazzola, di osteria in osteria con la Nicoletti. Ecco, quel Lotti è decisamente più credibile. La Corte d'Assise d'Appello fiorentina sembra credere più a questo Lotti che a quello delle dinamiche, perché non facciamo i giudici popolari e i giudici togati così ingenui dal credere semplicemente in modo cieco a Lotti, no? Il problema grosso è che Lotti è intrinsecamente credibile su una larga parte delle cose che dice, su alcune invece non è proprio creduto. Quindi noi non dobbiamo avvalorare la tesi che la Corte d'Assise e poi la Corte d'Assise d'Appello, nonostante la Procura Generale sia contraria, credono semplicemente a quello che dice Lotti e basta, valorizzandolo, perché non è così. Cioè noi dobbiamo sempre evitare, ecco appunto, prima intelligente, o è bianco e nero di fronte alla prova scientifica, sì, però la verità è che noi la prova scientifica con cui misurare la credibilità di Lotti ce l'abbiamo solo su una dinamica, in realtà ce l'avremmo forse su due o tre, però ce l'abbiamo secondo me su due dinamiche, su Scopeti e Baccaiano, lì proprio la prova scientifica ci dice che la ricostruzione di Lotti è fallace,
è quantomeno incompleta, se non proprio, come dire, totalmente falsa. Però questo non fa di Lotti un mitomane, eh? Però scusa, che... Daniele, però attenzione che è falso anche quello che dice Pucci, eh? Non solo Lotti, cioè Scopetti ha una chance in più perché non c'è solo la parola di Lotti, sì, che però su Baccaiano certo. Sarebbe no no hai sì. Ragione, hai ragione, però in teoria processuale, vedi Enrico, in teoria processuale lo so, la, lo so. Capito, siccome la progressione dichiarativa si forma in modo sempre frammentario, non è che io, cioè in sostanza si insegna sempre, bisogna altamente diffidare del test che racconta in modo assolutamente esatto, perfetto, puntuale, millimetrico una cosa a cui ha assistito. Questo peraltro in questa vicenda ci sono anche testimoni di questo genere che infatti la Corte non considera affidabili. Ce n'è uno in particolare, no? Che è noto a tutti, certo. Che riguarda sempre la vicenda Scopetti, che è veramente il classico risaliva affidabile. Un gatto. Esatto, cioè è una persona, sì, che praticamente continua ad aggiungere dettagli, a fare correzioni progressive, a rivelare elementi assolutamente che a distanza di anni sono assolutamente impossibili da rammentare, no? E questo che cos'è? È il testimone troppo zelante, cioè il testimone che cerca per ragioni di protagonismo o per le più varie ragioni di andare così esattamente nel dettaglio che alla fine finisce per ingannare la distanza tra l'immaginazione e il dichiarato, no? Daniele, c'è quell'episodio bellissimo dei mostri, no? Di Marisi, dove c'è Gassman e c'è il testimone, l'ho fatto Ignazzi, che poi alla fine il testimone è talmente preciso, no? È stupendo. Ma questo è semplificativo, no? Di quello che abbiamo. Ora, non voglio dire con questo che Lotti sia affidabile proprio perché è inaffidabile, non è che sono paradossale, però voglio dire che quando Enrico giustamente dice ma guardate che anche Pucci è mendace, certo che anche Pucci è mendace, però Pucci sapete come arriva al suo di apporto dichiarativo? Arriva a traino di quello che dice Lotti, cioè lui si rende conto nella progressione degli interrogatori e poi anche a dibattimento di poter dire solo quello che sostanzialmente gli fanno dire per via dei riscontri con Lotti, ma purtroppo sono così gli apporti testimoniali. Beh, attenzione, questo è vero in parte, nel senso che in realtà Lotti... Pucci proprio non aggiunge niente, è no, veramente no, tirato sede, con le... Allora, in sede dibattimentale no, ma nel meccanismo con cui Lotti viene portato poi ad avere il suo ruolo, è Pucci che glielo porta. Cioè è sì, Pucci, certo, perché Pucci è il punto debole di Lotti. Io la mia sensazione, allora, dal punto di vista teorico, è che Lotti ha due punti deboli, che sono uno la Nicoletti e l'altro Pucci. Ma a questo punto la domanda che io mi pongo da sempre e vorrei porre anche a voi e anche all'attenzione dei nostri ascoltatori: ma se io fossi il mostro di Firenze che ho massacrato in quel modo almeno 14 se non 16 giovani vite, ma avrei lasciato in vita uno come Lotti e uno come Pucci che mi avrebbero potuto in qualunque momento portare virgolette al patibolo? Beh, questo prova troppo però, Enrico. No, io quello che voglio chiedere è questo. Ma secondo voi possiamo pensare che, ammettiamo che Pacciani fosse uno dei compagni di merenda e fosse l'istigatore principale di questa sgangherata compagnia di... Enrico, la risposta, se era Pacciani il capobanda, la risposta è no, per dei motivi semplici. Cioè, lui è nell'occhio del ciclone dopo l'ultimo omicidio. No, lo perquisiscono chiaramente se lui c'è qualcosa che fa, ma poi gli inizia subito la questione delle figlie. Lui praticamente subito dopo inizia il processo per le figlie e va anche in galera. Perfetto. E lui inizia ad agitarsi, a quello che si capisce, mentre è in galera, quando capisce che sono che Perugini è su di lui per la questione. La famosa lettera. Quindi, su questo, le minacce. Cioè, appena entrato in galera per questioni sessuali, mentre sta per uscire, sospetta che sospettino di lui, lo perquisiscono anche in carcere, la questione del mostro, se vado a ammazzare un altro a San Casciano e poi si scopre che è mio amico, mentre a Vanni, se prendiamo per buona l'ipotesi che Pacciani fosse il capobanda, a Vanni lui le minacce gliele fa arrivare, gliele fa. La cosa che Vanni non riuscirà mai a spiegare è proprio la questione della lettera, su quello lui non riesce a dare spiegazioni. La questione penso che sia un'altra, parte da prima, cioè perché se il mostro di Firenze Pacciani si porta dietro uno come Vanni
che sostanzialmente non si è capito mai a cosa servisse, tantomeno poi non fosse disponibile, poi costringe ad andargli dietro anche Lotti per avere un ruolo che non è mai esistito nella storia del crimine, cioè fare il palo. Il palo è un ruolo che viene inventato su misura per Lotti per spiegarne l'esistenza, cioè un osservatore che viene messo in mezzo alla strada per controllare l'arrivo di eventuali testimoni o macchine che arrivano. Cioè, certo, Pacciani, certo. Perché sì, non fai delizio da solo, Lorenzo, e lascio a te e a Daniele la risposta. Cioè, la questione del palo è una cosa che viene molto dopo. È il tentativo che gli inquirenti si devono dare a Lotti per giustificare la sua presenza, e lui c'era sempre e non si capisce bene che cosa faccia. Lui accusa, c'era sempre, capiva, glielo dicevano, e allora che cosa ci andavi a fare se non eri tu? E quindi viene fuori questa cosa del palo. Io ho una mia personale interpretazione su come un personaggio come Giancarlo Lotti possa essersi messo in un giro del genere e con quali motivazioni. E non penso assolutamente che qualcuno gli avesse dato chissà quale ruolo. E poi se era un gruppo con alcune caratteristiche, non mi aspetto che tutti fossero a conoscenza del fatto che Lotti esistesse, Lotti come altri. Cioè, io penso che se c'erano altri personaggi coinvolti, dell'esistenza di questo Lotti penso non lo sapesse nemmeno. Sì, sapeva che c'era qualcun altro, che qualcuno magari segnalava le piazzole, ma chi è, cosa sa, cosa ha visto, quali nomi conosce, boh. Quindi identificarlo e farlo fuori. Cosa diversa il Pacciani, cosa diversa il Francesco Vinci, che invece avevano probabilmente un ruolo diverso nella vicenda. E sul discorso che una cosa del genere non si è mai vista come caso criminale, beh, siamo a dirlo, comunque la rigiriamo, che una cosa del genere non si è vista come caso criminale, anche se fosse un sequel. Delitti seriali. Voglio dirvi anche che scientificamente, quando arrivarono le prime descrizioni dell'ornitorinco in Europa, molti esperti di animali si rifiutarono di credere che fosse un animale reale, perché veniva descritto un mammifero con il becco che partoriva uova, e nessun mammifero ha il becco e nessun mammifero partorisce uova. I mammiferi partoriscono degli esseri viventi tramite incubati nell'utero, collegati con la placenta. Quando poi i primi esemplari di ornitorinco sono stati portati in Europa, in molti hanno dovuto chiedere scusa all'ornitorinco. Ora, la natura e la psicopatologia criminale concepiscono delle cose stranissime finché non si vedono. Il fenomeno stesso del serial killer, per come è stato studiato nel Novecento, si credeva fosse una credenza popolare da licantropi e vampiri, poi a della gente gli hanno trovato i cadaveri smembrati in congelatore e si è capito che esistevano anche queste cose, ma proprio per davvero. Stessa cosa vale per le dinamiche di gruppo. Io l'inedito lo metto sempre in considerazione. È vero che vale la statistica, ma vale anche l'inedito. Detto questo, io non penso che Lotti facesse il palo, però questo può essere l'obiettivo di un discorso molto più ampio. Mi fermo qui. Benissimo, io volevo chiedere a Daniele della regia se si è addormentato ancora. No, la cosa bella, non l'abbiamo sentito. Sì, sì, la mitica immagine. No? Daniele, ci sei? Ascoltando. Se ci sei, batti un colpo, perché non abbiamo sentito più. Noi andiamo avanti. No, vabbè. Beh, allora, chiudiamo perché eccolo qua. Insomma, poi domani. Ma posso dire un paio di cose? Un paio di cose che mi piacerebbe aggiungere, che non sono mai state dette e credo che tutto sommato possano essere di un qualche interesse. La prima, banale, ma la palissiana: Pacciani. Pacciani è una persona che ha fatto l'università del carcere e che nel 51 finisce in carcere perché la sua complice, usiamo questo termine, diciamo, visto che la condanna è stata una condanna a carico di entrambi, in pratica lo denuncia. Cioè, lui compie un delitto dove c'è una testimone, la testimone la prima cosa che fa dice chi è stato, e lui viene preso praticamente immediatamente. Ora, io mi sono sempre chiesto, ma uno che ha una vicenda di questo tipo e finisce in carcere e passa i migliori anni della sua vita in carcere, quando esce cosa fa? Si porta di nuovo dei testimoni a compiere dei delitti? Testimoni di questo tipo? Sei sociale, come sì. Sei sottile. Allora, no, ma questa è una cosa che ve la butto lì come argomento di riflessione. Sì, sì. Se qualcuno direbbe non ha imparato nulla. Anzi, è peggiorato, aggiungo, però stavolta è andata bene. No, ma ci aggiungo un altro, ci aggiungo un piccolo carico, sempre perché per gli amici Lorenzo e Daniele.
Pacciani è un personaggio che sarebbe stato accusato di avere ucciso e fatto a brandelli dei poveri ragazzi. Ora, la legge non scritta delle carceri, sapete che per questo tipo di reati ha delle logiche di punizione che sono molto molto esplicite, e a me non risulta che Pacciani sia stato mai in nessuna delle sue carcerazioni costretto ad essere messo in reparti particolari perché minacciato della vita da parte di altri diciamo incarcerati. È una banalità. No, no, non è vero, per solo per dirvi che è una cosa che vi voglio dire, che per la malavita Pacciani era innocente, perché se fosse stato ritenuto colpevole vi assicuro che avrebbero avuto dei metodi ben più decisi per fare giustizia. Okay. Aggiungo una terza cosa che da cittadino mi sento di dire, cioè io ho scoperto, non farò nomi e non chiedetemeli, ma ho scoperto che molti dei personaggi che a diverso titolo e a diversa ragione entrano in questo processo sono fra loro imparentati. Sì. Beh, questa è una grande novità, ma ce la vuoi dire subito? Magari facciamo no, non dico nulla perché ma questo merita una puntata a parte, Lorenzo, mi permetto di proporre. Non lo so, Enrico, darci dei tempi, anche perché abbiamo Daniele che... No, ma semplicemente è una constatazione che vi sto dicendo. Cioè ci sono legami di parentela, perché San Casciano è un paese piccolo. Sì. E come in tutti i paesi piccoli la gente mormora, e fra le altre cose, però per me è stata una sorpresa scoprire che alcuni dei nomi che noi leggiamo negli atti e così via, poi scopri che sono cugini, che sono quindi è una cosa comunque che... non è una cosa del tutto inverosimile se tu giri quei paesini e quelle piccole realtà. Ti dico, io abituato alla città non mi rendo conto di questa dimensione. Mentre invece una realtà come San Casciano, dove c'è persone coinvolte anche a livello giudiziario, cioè hanno alla fine della fiera legami di parentela più o meno diretta, ma ce le hanno. E anche persone che... questo è molto plausibile, Enrico, no? Questo sì, è come quando aggiungo un altro pezzo. Spuntavano fuori quei profili geografici, per cui alla fine... Si diceva che sei nato a Vicchio, hai lavorato a Calenzano, cioè, hai avuto la fidanzata a San Casciano, poi hai fatto il rappresentante, hai lavorato a Scandicci, poi sei tornato a Vicchio. Perfetto. Cioè, alla fine io sono andato a Firenze con degli amici, un anno o due, dopo due anni avevo il profilo geografico anch'io, perché praticamente avevo girato, conosciuto e li avevo fatti tutti i posti, capito? Quindi figurati chi c'è nato, chi c'è vissuto. Sì, no, ma è un dato di fatto questo, che secondo me ci aggiunge ulteriore complicazione al lavoro degli inquirenti. Perché vi ricordate quando a un certo punto Giuttari uscì con delle affermazioni sull'omertà di San Casciano, che scatenò anche le ire del sindaco? Sì, sì, sì. Ecco, cioè probabilmente chi come me ha questa dimensione, come voi, insomma, cittadina, cioè chi si muove in una città come Roma, in una città come può essere Milano, può essere Brescia, cioè non ha la dimensione del paese dove ci si conosce tutti, si usano i soprannomi, si sanno i legami di parentela. Cioè, per me è stata una sorpresa scoprire legami di parentela più o meno prossima fra alcune persone, ma addirittura con alcuni mostrologi. Ma comunque, Enrico, Firenze è una città particolare, perché Firenze non è una città, è una sorta di paesone cresciuto negli anni, che però ha mantenuto certo. Lo era. Daniele, dici qualcosa tu, perché tu questi posti li hai girati, cioè, hai avuto anche tu il profilo geografico un po'. Era certo un paesone, ora non più. Ora... Sì, vabbè, è chiaro che parliamo. No, tra virgolette, capisci? Se, no, se ci si ferma agli anni 60-70, sì. Ormai non più. Cioè, sì, siamo nel 2022, è chiaro che il mondo è cambiato, però parliamo comunque di delitti avvenuti 40 anni fa. No, sì, certo, e all'epoca probabilmente tantissima gente si conosceva, eccetera, ma ora è una dimensione dimenticata, ecco. Sì, sì, questo è come la realtà di molti paesi che si è perduta un po' in tutta Italia, non è che riguarda solo Firenze, però cioè, all'epoca funzionava un po' così. Sì, ha voglia, ci conoscevano, non dico tutti, però
cioè rione per rione, diciamo che ci conoscevamo più o meno, non dico tutti, però almeno di vista sì, ecco. Ti sento un po' stanchino, però sei un po' provato. No, ma chi? Ma quando? Però insomma... Ma una domanda, quante anime faceva San Casciano in quel periodo? Cioè, di che dimensioni stiamo parlando? No, piccolissimo, era un paesino. Perché anche questo, secondo me, è una dimensione... Cioè, io... Adesso lo so che Daniele mi guarderà male, ma io sono assolutamente convinto che i delitti del mostro di Firenze non siano affatto delitti borghesi, come mi pare li definì Federico. Per me sono delitti rurali, che hanno tutta un'altra impostazione e tutta una cultura diversa alle spalle, anche a livello di crudeltà, di modalità, stiamo parlando di modus operandi. Daniele, rispondo io, rispondi tu. Il microfono, Daniele. Daniele, non ti sentiamo. Cioè Daniele, il microfono. Vai. Scusate, ora mi sentite? Sì, adesso sì, vai. No, volevo dire, leggo nelle parole del mio omonimo un implicito invito a chiuderla qui, però no, io sono d'accordo, certo che sono dei delitti rurali, la componente agreste, diciamo, è veramente marcatissima, ed è uno dei motivi per i quali, diciamo, gli organi di polizia e specialmente la magistratura ebbe tantissime difficoltà culturali a entrare in contatto col tessuto dove evidentemente stava l'autore materiale o gli autori materiali, perché era molto difficile da cogliere, anche perché oltre a essere rurale il problema è che si spostava tantissimo, perché sì, se è vero che si trattava di un paesone, no? L'avete detto voi poc'anzi, però qui il perimetro dei delitti è molto largo, nell'area della provincia, per cui si fa decisamente difficoltà a immaginare una persona che fosse in grado di mettere sotto osservazione, a muoversi con quella disinvoltura su piazzole così distanti l'una dall'altra, perché la specificità dei singoli luoghi dove si svolgono i delitti non è una cosa da poco, implica una conoscenza militare e anche una serie di appostamenti, una serie di occasioni di avvistamento delle coppie, che secondo me sono irrefutabilmente un segno del plurale. Ma voi ve lo immaginate un singolo che si in controllo del territorio proprio? Certo, immaginiamo un singolo che comincia a fare questi delitti con cadenza annuale, dopo che si mette in punto d'osservazione in lati completamente diversi uno dall'altro della provincia, addirittura in un caso spingendosi perfino verso Prato, e poi soprattutto che fa, individua lui tutte le coppie fino al 1982, poi nell'83 pesca i tedeschi che sono lì occasionalmente, per non dire poi dell'84 in cui la coppia la prende, diciamo, in una coppia che si rintanava la boschetta in un posto che lui doveva forzatamente conoscere per specifico, perché quella era una situazione del tutto particolare, e infine addirittura nell'85 coglie l'occasione, perché quella è proprio una casualità, quella è irrefutabile, che la scelta di colpire i francesi è legata al caso, perché nessuno avrebbe mai potuto pronosticare una permanenza in piazzola di quei francesi in quel frangente proprio a San Casciano. Quindi secondo me è difficile pensare a un singolo che fa comunque una, Daniele, la zona del Mugello in realtà è una, perché sì, è vero, Rabatta è vero. Per 50 metri, 100 metri non è dentro il delitto di Vicchio. Lo so, no, Vicchio, lui c'è stato nel 74, c'è tornato 10 anni dopo. Poi la zona sud-est di Firenze, dove avviene Baccaiano, Scandicci, Giogoli, è una zona circoscritta in un 15-20 chilometri. Cioè quello in realtà che è fuori è Calenzano. È Calenzano, è proprio anomalo. Ma sì, io anche... ragazzi, vi vorrei chiedere anche un'altra cosa che io mi sono sempre chiesto, sempre da cittadino, ma secondo voi, ma è normale, è concepibile che una prostituta vada a fare il suo lavoro, il lavoro più vecchio, più antico del mondo, e vada a fare il suo lavoro a 60 km di distanza? Cioè, io abito a Brescia. Ma chi ti riferisci, Enrico? Quando mi riferisco alla Nicoletti. Sì, però aspetta, Enrico, per come le descrive Lotti, i suoi rapporti
con questi Nicoletti, non erano, rapporti... non erano dei rapporti prettamente mercenari. No, 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 io non sto dicendo quello, lasciamo perdere il rapporto dell'Otticon, ma io dico, una prostituta che sa a San Casciano, come fa a conoscere una piazzola che si trova a 60 km di distanza? Sarebbe come, brutalmente, io abito a Brescia, che vado a prostituta e porto una prostituta oltre Verona. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, Brescia, Enrico, però, Brescia, Enrico, a meno che, a meno che, questa è un'obiezione molto seria, questa è un'obiezione, a meno che non sia una scusa per farti vedere, andarti a vedere una piazzola in compagnia, studiarti la piazzola, guardare le altre coppie, memorizzare chi c'è, chi non, no, c'è. Ma la cosa che mi lascia perplesso è che questa Nicoletti avrebbe dichiarato che in quella piazzola c'era andata anche con qualcun altro, oltre che con Sadotti. Sì, il suo compagno di Arezzo, da cui lei poi nell'84 si trasferisce. Sì, anche se il suo compagno aveva negato, no, di essere. Sì, sì, ma io dico, a me tu sono, no, preso. Ma è un guazzabuglio senza senso, no? Che, cioè, alla fine contende a confermare quella sensazione che c'è tanto mendacio, però c'è anche, ci sono anche parti. Sì, anche però, scusa Enrico, Nicoletti non ha mai detto che è andata a Vicchio a prostituirsi. Cioè, lei a un certo punto aveva dei clienti con cui il rapporto era sfociato in una pseudo amicizia e alla fine l'aveva portata anche ad andare lì, perché praticamente c'era questo rapporto per cui andavano a girare e fare, no, delle scampagnate. Sì, però quello che voglio dire, a me, ripeto, lascia perplesso il fatto che qualunque cosa si vada a vedere di questa vicenda, ci sono delle tali anomalie, usiamo questo termine, perché non c'è niente che va via liscio secondo delle logiche. Cioè, ci sarebbero due che uccidono in questa maniera, che mantengono vivi due testimoni di cui non si capisce, fra l'altro, né Lotti né Pucci, quale sarebbe stata l'utilità di averli presenti agli omicidi. E va bene, abbiamo delle prostitute che in una maniera o nell'altra dicono e raccontano determinate cose. Fra l'altro, anche su questo si potrebbe parlarne, perché non dimentichiamoci che la Ghiribelli, quando parla della macchina di Lotti, dice che è la macchina che aveva la portiera di un altro colore, e fa riferimento alla macchina che, 131. Aveva Lotti, sì, che aveva Lotti quando 10 anni dopo i fatti, quindi non stava parlando della 128 rossa che non aveva affatto la portiera di un altro colore. Quindi tutte queste cose, cioè, se tu le vai a vedere tutte, non ce n'è una che vada via liscia al primo colpo. Sono tutte cose che devi. Poi io aggiungo un'altra cosa e ve la butto lì, ma come spunto di riflessione per tutti. Cioè, siamo in un periodo in cui il mostro uccide, le prostitute esercitavano in casa, e sappiamo che purtroppo ci sono state delle prostitute che sono state uccise in quel di Firenze. Cinque prostitute. No, cinque sono quelle che abbiamo collegato, ma ce ne sono state di più, e su questo Francis ha fatto dei grandi contributi, secondo me, per me che non sono di Firenze, per capire il contesto in cui certe cose sono avvenute. Sempre dai lavori di Francis ho capito che ci furono parecchie aggressioni a coppiette che non sfociarono in omicidi, soprattutto di questo tipo, ma aggressioni alle coppiette ce ne furono parecchie. Quindi io quello, questo che... scusami Enrico, va a sfatare, scusate, anche un falso mito, che è quello del guardone innocuo. Bravo, ma io perché si dice sempre, no, ma Enrico, i guardoni non attaccano perché non hanno interesse a ledere la coppia nella loro intimità, perché altrimenti poi in realtà molti guardoni, scusami Lorenzo, ti ho sentito. Lorenzo, cioè, il due Lorenzo e Enrico, scusatemi tanto, ma non è proprio così, perché all'epoca le prostitute c'erano, erano per la strada, nella zona della stazione era piena. Sì, ma quello che volevo dire io era proprio una cosa che stavo per aggiungere. Volevo aggiungere una cosa. E andavano prostitute... anche in macchina, tranquillamente. Sì, no, ma quello che volevo aggiungere era proprio questo, Daniele. Siccome le prostitute c'erano e battevano per strada, battevano vicino alla stazione, battevano, quante di queste avevano in borsetto una pistola? No, un accidente, non è più di quello che pensiamo. Quello, no, qui non, l'esperto è il Bronzi, qui l'esperto il Bronzi. Qui Enrico, ti devo fermare, permettimi, perché entriamo nel campo di Bronzi, un'autorità assoluta e non si può... No, però comunque io stando in centro storico, qui era pieno di prostitute, zona Borgallegri, Santa Croce,
la stazione, e non credo che tutte avessero una pistola, però... insomma, ecco, anzi penso veramente poche, anche perché moltissime avevano all'epoca quello che si chiamava il protettore. Il protettore, certo. Capito? Pertanto non... Sì, però quelle povere donne che sono state uccise nelle loro case, il protettore... Ma sì, però è una piccolissima minoranza. Te dovevi vedere quello che era qui, soprattutto quando c'era il carcere alle murate... Quante prostitute c'erano e non avevano, cioè avevano il protettore che però spesso era in galera. Ok. No, questa è una cosa che a me è sempre dato da pensare, perché sai perché te lo dico? Perché avendo un po' di amici che lavorano nelle forze dell'ordine, parlando con loro mi evidenziavano questa cosa, insomma, che molte avevano il coltello nella borsetta, chi poteva aveva la pistola, e la pistola l'avevano normalmente di provenienza, diciamo, non lecita. In questa vicenda dove... A Firenze non mi risulta proprio, mai sentito... Non so. È un argomento che sarebbe forse da approfondire, non so come. Dai, ci faremo una puntata. Comunque, quanto ci dice il Bronzo, lui non ha mai subito attacchi di nessun genere. No, facciamo anche qualche battuta. No, però cioè, io ne conoscevo tante, perché comunque la mia zona, chiamiamola di interferenza come lavoro, come tecnico, era... Io conoscevo di persona anche la Ghirivelli. Sappiamo che tu hai ricevuto un tentativo di corruzione, no? Assolutamente sì. Un pagamento, cioè, in natura, di concussione. Ma succedeva a tanti miei colleghi, a tanti. Quelli che lavoravano in centro, era quasi la normalità, ecco. Capito? Lo possiamo dire a chiare lettere, possiamo ribadire, parte da tarda ora, qui nessuno è moralista, quindi no. Qui non si sta facendo dell'ironia spicciola. No, si sta parlando apertamente, perché qui nessuno di noi ha un atteggiamento costume. No, ma ci mancherebbe, ma non avrebbe nessun senso. No, è proprio costume. Quindi parliamo da persone libere per questo. Ma all'epoca, all'epoca era quasi normale, capito? Diciamo, scambio. Va. Daniele, tu che sei esperto di costume fiorentino. Sì. Mi riferisco solo a quello, ovviamente. Io ho sempre sentito nominare queste prostitute che ricevevano in casa o presso delle pensioni compiacenti che a ore affittavano. Poi a un certo punto cosa succede? Che aumenta il livello di autonomia anche delle famiglie, con i ragazzi che lavorano, i ragazzi che iniziano ad avere la propria macchina. Certo, sì. E vanno ovviamente purtroppo a diventare il bersaglio del mostro. Esatto, sì. Ci sta. E questo, sì. Man mano che andiamo avanti, assistiamo anche a un altro cambiamento, che diciamo che a fine anni 80, a metà anni 80, inizia a profilarsi purtroppo la droga. Il mondo della prostituzione diventa non solo la prostituta, fra virgolette, tradizionale, ma anche la ragazza che per farsi la dose... non sta lì, non va più in casa, va normalmente presso le stazioni, viene caricata in macchina e non si sa a quel punto lì cosa succede, perché evidentemente si perdono anche i rapporti di conoscenza del territorio. Esatto. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che se diciamo uccidere una persona che esercita la vita all'interno della propria abitazione presuppone una conoscenza del territorio, caricare una prostituta, magari tossicodipendente, in macchina e portarla in un posto di propria conoscenza diventa tutto molto più facile per uno che avesse il desiderio di fare questo tipo di delitti. Tant'è vero che vediamo una cosa del genere accadere in prossimità di Firenze, in particolare a Modena, dove ci saranno 10 prostitute tranne una, che era una ragazza che non aveva alcun tipo di legami col mondo della prostituzione, che vengono caricate in macchina e vengono uccise, no? Quindi i delitti del mostro di Firenze sono legati non solo al territorio ma anche a quel periodo. È questo che secondo me è molto importante evidenziare, e questo secondo me torna
al discorso che dicevamo prima anche con Daniele, cioè relativamente al discorso della ruralità di questi delitti. Allora vi pongo una provocazione, ma che resterà una domanda. Ma il mondo della pista sarda si divide in due tronconi: il mondo dei pastori, che è un mondo di ruralità ma non toscano come impostazione, no, è un mondo invece di persone che nulla hanno a che vedere con la ruralità dei delitti del mostro di Firenze, ma che sono gente che lavora come muratori, come piccoli imprenditori, gente che ha a che fare con una realtà che è più una realtà di urbanizzazione, di persone che inizialmente venivano dalla campagna. Sì, la butto sì, come piccola provocazione, però ricordiamoci anche questo, cioè il rapporto umano e sociale della pista sarda è completamente diverso da quello della ruralità di questi delitti. Vero. Quindi è un altro argomento che non è stato sufficientemente approfondito e che credo che potrebbe essere argomento di un approfondimento laddove la pista sarda venisse enucleata dalla vicenda mostro di Firenze. Cioè io sono convinto che la pista sarda, intesa come delitto del 68, e lasciamo perdere tutto quello che è successo dopo, cioè togliamo tutto il discorso arma, passaggio dell'arma, tutto quello che, cioè il delitto del 68 è un delitto anomalo rispetto a quelli che vengono dopo, anche per la tipologia del mondo a cui afferiva, cioè qui stiamo parlando di gente che con la ruralità non aveva assolutamente nulla a che vedere, perché tutto possiamo dire, ma la Noci non aveva un tipo di attività legato alla pastorizia come invece poteva avere nel 51 la ragazza, la Bugli, no? Che la Bugli, andava, esatto, con le pecore a pascolare, esatto, le pecore. Però cioè, ecco, a questo punto a me sorge un dubbio. Noi parliamo del 68, no? Ma non è che la Locci avesse qualche dipendenza? E quindi ma legata allora a qualche problema pesante e pertanto avesse bisogno di soldi? Ma allora la butto lì, No, no, ma è corretto. È un mio che dubbio, è un mio dubbio. Non c'è mai stata nessuna traccia di questo, esatto, tipo. Esatto, sì. Però una cosa che invece è importante dire, che secondo me anche questa non è mai uscita, Enrico, è che la Locci nel confronto del suo figlio Natalino probabilmente non aveva tutte le attenzioni che noi pensiamo che una madre abbia nei confronti del figlio. Assolutamente. Questa è una cosa che, cioè, paradossalmente il Natalino era accudito dal papà più che dalla madre. Sì. Che cucinava la sera al bimbo era il padre. Ora, questa cosa, secondo me, non è mai stata evidenziata correttamente. Cioè, non stiamo parlando di una figura protettiva femminile che in qualche maniera faceva la sua vita indipendente, autonoma e di rottura rispetto agli schemi, ma che tutelava come una chioccia il proprio bambino. No, sembra che questo povero bambino vivesse un po' allo stato brado. Mi è stato raccontato da una persona che ha svolto degli accertamenti, che ha potuto intervistare dei vicini di casa della Locci, e sembra che questi vicini di casa dicevano che questo bambino molto spesso davano loro da mangiare la merenda o cose del genere, perché capitava a casa con i propri figli che stavano giocando, e questo ragazzino spesso era in condizioni anche avesse fame, ma fosse anche vestito in qualche maniera non proprio pulitissimo, quindi non un bimbo accudito, non so come dire. Ora, questa cosa da una parte a me non è mai uscita proprio da tutti i racconti fatti. Comunque Enrico, su questo punto in realtà qualcosa è uscito, però poi c'è sempre un po' di, come dire, di reticenza dovuta al fatto che si entra nell'ambito di argomenti un po' delicati, per cui per molti risulta un po' indecoroso, no? Affrontare certe argomentazioni quando parliamo di persone. Però capisci che se tu fai un'analisi criminologica, e qua Valerio potrebbe fare un discorso importante, no? Cioè, questa donna
che aveva un concetto di famiglia tutto suo e che viveva sostanzialmente in un contesto dove c'era questa enclave di immigrati che facevano tutto tranne che il lavoro, diciamo, rurale, perché era gente che comunque lavorava o in aziende o faceva il muratore o aveva comunque attività, o addirittura qualcuno era proprio all'interno di organizzazioni malavitose, esatto, no? Quindi questa donna viveva in questo contesto. Ora, non è che in quel contesto c'erano i principi tradizionali toscani o sardi. No, no, è chiaro che parliamo di un altro mondo che a un certo punto, è un altro mondo, intorno agli altri agli anni 50, viene trapiantato in Toscana e vive e che per molti anni risulta quasi un corpo estraneo, no? Come se posso, se vai, posso, vorrei. Anzi, quello è proprio, se vogliamo leggere così, è un dramma della trasformazione. Cioè, quello è proprio un dramma che riguarda un nucleo familiare di ex pastori e contadini che si stanno insediando in una realtà che si sta urbanizzando e da una parte hanno i retaggi anche tradizionali, tradizionalistici, plurigenerazionali, perché c'è anche il papà dei Mele, c'è Palmerio che è di un'altra generazione, e d'altra parte ci sono gli usi, i costumi e i consumi moderni, compresi alcuni costumi, possiamo definirli un po' più disinvolti. Io penso che si veda proprio bene la commistione tra una certa cosa che si vede nei paesi, e si vedeva anche nei paesi precedenti, una componente di scandalo, di promiscuità, però anche un'attenzione, se la possiamo dire così, alla normalizzazione di alcuni rapporti, perché nelle società urbanizzate non è più un tabù avere più di un compagno, rapporti extraconiugali, quindi si fondono alcune cose che vengono un po' proprio da una tradizione rurale un po', come dire, disinvolta, con delle istanze moderne. Siamo nel 68, quindi di trasformazione, e io penso che il 68 fotografi molto bene in quel nucleo di protagonisti questo enigma, questa cosa ambivalente della trasformazione sociale. Cioè, certo, è un delitto d'onore vecchio stampo o è un maniaco di tipo moderno urbanizzato che se la prende con una donna che ha dei costumi moderni? Questo è un po' il dualismo che c'è nel 68. Allora, io, Lorenzo, penso una cosa, non so se sbaglio, ma correggetemi voi. Io penso che per quel tipo di mentalità fosse più di scandalo non il fatto che la Locci si accompagnasse con uomini diversi nei suoi momenti di intimità, ma per esempio fosse più di scandalo che lei magari frequentasse un bar. O che frequentasse un siciliano oltre a frequentare solo sardi. Perché ricordiamoci che nell'Italia dei piccoli paesini, fino agli anni 80, le donne nei bar non entravano. Bravo, è quello che ti sto dicendo. Quindi adesso sembra ridicolo, sembra impossibile credere. No, ma è questo. Ma quello che io mi stavo chiedendo è questo. Voi sapete che da un punto di vista di ritualità, l'omicidio in quanto tale ha chiavi di lettura diverse, e una chiave di lettura tipicamente legata a codici che vogliono dare all'omicidio la capacità di lettura da parte della comunità in cui avviene quell'omicidio, cioè l'omicidio deve rappresentare qualcosa per una comunità, e il motivo per cui questo deve avvenire è che il corpo deve essere ritrovato, e deve essere ritrovato con delle logiche di un certo tipo. Cioè, non si fa sparire la persona uccisa. La si deve vedere. Ma la si deve vedere, la si deve far ritrovare, e chi ha i codici per interpretare deve capire che quell'omicidio è avvenuto per un certo motivo, secondo determinate logiche. Ora, a me è capitato, tempo fa, di imbattermi in un bellissimo documento fatto da due ufficiali dei carabinieri, che andavano a, che dovrebbe essere ancora disponibile in rete, io comunque me lo sono scaricato, andavano a interpretare, secondo il codice barbaricino, le modalità in cui doveva essere effettuato un omicidio per essere coerente con il discorso dell'interpretazione del codice. Cioè, per esempio, l'omicidio deve avvenire su un terreno di proprietà della vittima. Per esempio, l'omicidio deve avvenire con una modalità che chiunque del paese sa, apprende la notizia, sa immediatamente che l'omicidio è stato fatto da una determinata persona,
che aveva come scopo non quello di punire diciamo la vittima, ma di riscattare il proprio onore che era stato offeso dalla vittima. Cioè, paradossalmente, se faccio un esempio banalissimo per far capire, con l'abigeato viene rubato del bestiame. Cioè, una persona che compie un reato di questo tipo non viene ucciso perché ha rubato le pecore, ma viene ucciso perché rubando le pecore ha arrecato un'offesa all'onore della persona a cui sono state sottratte le pecore. Quindi lui non viene ucciso perché ha rubato le pecore, ma perché rubando le pecore ha offeso la persona a cui queste pecore sono state rubate. Quindi l'unico modo che ha la persona per riscattare il proprio onore è farsi giustizia in una maniera che a tutti deve essere chiaro, che è avvenuto secondo delle regole non scritte, ma che tutti conoscono. Ora, ho cercato di capire se i delitti del mostro di Firenze potevano in qualche modo essere ricondotti a logiche di questo tipo, e la risposta è assolutamente no. È un'analisi sociologica. Ma è chiaro che i delitti dal 74 al 85 non possono rientrare in questa... No, ma dal punto di vista anche pratico, al di là del terreno, non terreno, ma anche la modalità in cui sono stati effettuati questi omicidi, non è una modalità da cui qualcuno può, diciamo, apprendere delle informazioni perché comunque condivide. No, non è assolutamente questo. Quindi non sono, per come la vedo io, delitti, a parte quello del 68, che potrebbe essere interpretato come un delitto di clan, se onore un delitto di clan, e punire una persona, ma a quel punto non si capisce perché punirla assieme al povero Lo Bianco, che francamente lì c'entrava anche poco. Quindi quello che da un punto di vista pratico emerge da questa faccenda è che il delitto del 68, anche da un punto di vista di chiave di interpretazione, è una vittimologia completamente diversa. Sono le vittime probabilmente fra le più anziane che vengono colpite, sono entrambe sposate, hanno entrambi dei figli, quindi una vittimologia radicalmente diversa da tutte le altre, perché l'unica altra vittima ad essere sposata con un matrimonio naufragato e avere dei figli è la povera Nadine nell'85, e evidentemente il mostro poteva immaginare che ci fosse un figlio perché aveva visto magari il seggiolino sulla macchina, ma non conosceva certamente queste persone che erano appunto straniere. Quindi quello che voglio dire, mi sembra che vengano a mancare completamente i presupposti culturali perché si possa attribuire la catena dei delitti seriali, che per me quelli maniacali vanno dal 74 all'85, quindi escluderei quello del 68 come serialità, maniacalità, credo che non si possano attribuire concettualmente al delitto del 68 come continuità del delitto del 68. Io vedo proprio uno iato fra il delitto del 68, che è un delitto di un vecchio modo di interpretare il mondo, e i delitti successivi, che invece sono un'interpretazione purtroppo tragicamente moderna, dove non devi più trasmettere un'informazione a una socialità, ma uccidi per motivi personali, pulsioni personali, cioè le motivazioni non sono più codificabili, non sono più pubbliche, sono pulsioni personali di carattere sessuale o meno, questo sarà una valutazione che i criminologi faranno, ma secondo me questa è la fondamentale differenza fra i due. Benissimo. Ragazzi, io non so voi come siete messi, ma credo che abbiamo fatto l'uno e un quarto. Esatto. E Daniele vorrebbe continuare ancora. Perché sì, sì, lui non certo. È mai domo, non è mai però è molto interessante, però io sono convinto che comunque il 68 sia stato il là, la partenza a tutta questa storia. Però facciamoci un'altra volta. Sai, Daniele, cosa penso? Che secondo me è stato il tramonto di un'epoca, il 68, e dal 68 tramontata un'epoca con tutta una sua cultura, ne nasce una nuova, che non è detto che sia migliore. No, per nulla, appunto, infatti. Però io credo che quello sia stato l'inizio o perlomeno la spinta, e poi come sappiamo più o meno tutti che un serial killer si evolve, no? Pertanto
Beh, sì. Serial killer evolve come modus operandi, esatto, ma non come motivazioni. Motivazioni dovrebbero essere teoricamente sempre quelle. Almeno così ci insegnano i criminologi. Appunto, tant'è però... vero che la firma dovrebbe essere proprio la modalità in cui si estrinseca questa sua motivazione a livello irrazionale. Cioè, a me è sempre stato insegnato in termini terra-terra. Il modus operandi è il modo pragmatico con cui uccide. La firma è tutto ciò che lo diverte a farlo. Esatto. Esatto. Benissimo, ragazzi, io credo che siamo alle 4 ore di trasmissione. Mamma 3 mia. Ore e 58. Davvero, sì, quindi, è vero. Quindi, ragazzi, abbiamo fatto quasi il record questa sera. Sì, sì, sì. Sì. Tra l'altro, non ci hai dato i dati sugli spettatori, Daniele, che ci dai sempre. Ce l'ho domani. Ah, certo. Come gli auditel arriveranno nella mattinata del 24, vigilia, sì, di Natale. Quindi, Daniele, io rinnovo gli auguri a tutti gli spettatori, a tutta la redazione di Firenze, ai nostri ospiti. Daniele, non so se ci sente ancora. No, non lo vedo più collegato. Va bene, comunque non è più collegato, lo salutiamo, lo ringraziamo. Lorenzo Iovino, che è tornato in Italia per noi, credo, no? Anche se si è fatto un pezzo di autostrada italiana per, grazie, partecipare, lo ringraziamo. Il nostro Manieri, no? Doveva, no, esserci Francis, non ha potuto, per un problema tecnico, però ci ha, no, telefonato. Vabbè, questa sera un Francis, esatto, in, esatto, versione molto democristiana, possiamo dire, sì, eh? Sì. Se vogliamo, questa sera c'aveva l'abito azzurro, poi magari, esatto, sai, Francis è sempre un pochino elettrico, sì, e tra un paio di giorni cambia un po', esatto, un po' stile, no? Però lo conosciamo, gli vogliamo molto bene, nostro amico, e magari avremo modo di farci un'altra trasmissione anche con lui, se si decidesse a installare pure lui Skype, no, esatto, Daniele? Esatto, sì, sì. Vediamo un po' quello che succederà in futuro. Grazie, io vi ringrazio ancora molto, grazie Daniele, grazie. E vi faccio gli auguri di un buon Natale a tutti voi, Enrico, auguri. A te Lorenzo, all'alto Lorenzo Iovino, pertanto grazie e tanti auguri. Un buonissimo anno nuovo, se non ci risentiamo, quindi speriamo in un 2022 migliore del 2021. Ma sicuramente, ragazzi, sarà migliore. Auguroni a tutti. Io, se speriamo, posso permettermi, vi do una sola anteprima. Io vorrei nel 2022, per quanto mi riguarda, riuscire a far fare a questo tipo di analisi un piccolo passo migliorativo, nel senso che mi piacerebbe portare a livello accademico questo tipo di analisi. Ah beh. Perché penso che ci siano tutte le prerogative e le possibilità per farlo. Quindi, vedremo. Nostro Enrico c'è sempre delle novità interessanti, vediamo, che bollono. Vediamo cosa uscirà. Beh, per come è finito il 2021, credo che ci siano delle buonissime prospettive, perché il 2022 è difficile che vada peggio, dici. È anche un piccolo settore che questo documentario potrebbe aprire una strada nuova, no, Enrico? Ma allora, io, come ho detto all'inizio, per chi non si era ancora collegato, ho parlato di spartiacque per questo documentario. C'è un prima e un dopo. Diciamo che è stato rotto il muro di Berlino. Un tabù è stato rotto, è caduto. Adesso spero che... Adesso raccogliamo i cocci, perché... Spero che si possa, da parte di tutti, superare anche le inimicizie e lavorare per un fine comune. Beh, sì, quello sicuramente sì, perché sarebbe faccio un appello natalizio che non è proprio nelle mie corde, però sì, auguriamoci, basta, cioè, ragazzi, basta, appassioniamoci, discutiamo, ma basta, cioè, basta, diamoci tutti una calmata con gli insulti, con le cose, poi ci incontriamo di persona, ci parliamo quando possiamo, discutiamo animatamente, ma basta con a offendersi sulle tastiere, veramente. Ma insomma, sai, il problema non è, Lori, gli incontri, perché gli incontri ce ne sono pure troppi, pure spesso anche troppo pacifici. Il problema è quando non ci sono gli incontri, quelli dal vivo, no, ecco, che si fanno gli incontri virtuali di box sulla tastiera. È così, spesso protagonista. La vita reale è un'altra cosa, nessuno di noi si sognerebbe di comportarsi, ma a volte tutti ci comportiamo su internet, quindi... Dai, cerchiamo di essere un attimo più tranquilli, studiamoci le carte, cerchiamo di portare acqua, sì, alle nostre, esatto, ipotesi con delle supposizioni, con lo studio,
E sì. Poi siamo tutti qua a confrontarci, quindi l'esistenza di ognuno di noi dà anche più forza all'altro. Sì, credo esatto. Che insomma, non andiamo sugli insulti, non andiamo sul personale. Insomma. La tua osservazione sia pienamente condivisibile, speriamo che sia di buon auspicio per un nuovo anno mostrologico 2022 a cui si possa ambire a un miglioramento, no? Qualitativo, certo. Sia tecnicamente sia umanamente. Guarda, scenario mostrologico. Io mi auguro una cosa, adesso giusto per rompere questo clima di buonismo. Sì. io mi auguro che nel 2022 con il nuovo Parlamento, perché si dovrebbe arrivare ad avere un nuovo Parlamento, si spera, anche se dovrebbe essere a 2023 la fine della legislatura, no? Okay. Però se nel 2022 ci sarà un nuovo Parlamento, comunque diciamo 2023, giusto per non creare problemi a nessuno, spero che si possa arrivare per la vicenda del mostro di Firenze a una commissione d'inchiesta parlamentare. La vedo buia, ma sì. Comunque... Beh no ragazzi, c'è una commissione d'inchiesta sulla morte del dirigente del Monte Paschi, ci sono commissioni d'inchiesta su altre cose, non vedo perché non si dovrebbe avere una commissione d'inchiesta su questa vicenda. Quindi, beh dai direi... Enrico, vediamo gli sviluppi. Beh la commissione d'inchiesta che ragazzi in questi giorni vabbè. In questi giorni a Siena stanno facendo una ricostruzione molto molto avanzata della morte del dirigente del Monte Paschi e lo sta facendo la commissione d'inchiesta. Enrico, sì, però capito, si parla di, ahimè, un morto, non 16. Ho capito, ma una commissione d'inchiesta sui delitti del mostro di Firenze credo che dovrebbe avere a maggior ragione, anche perché tutto quello che ci siamo detti questa sera credo che meriterebbe da parte delle istituzioni una risposta. Qua ci sono famiglie che stanno piangendo i loro morti e nessuno ha la possibilità oggettiva di avere giustizia, insomma, per sì, cui sì. Cioè, chi ha avuto delle condanne ritiene che siano state condannate persone che non c'entravano. Vero. Guardate solo quello che è stato scritto sulla lapide agli Scopeti. Ci sono sì. Dei delitti dove non è stato condannato nessuno. E credo che comunque questa vicenda non è più, ripeto, italiana, è una vicenda mondiale, per cui credo che sia doveroso da parte del Parlamento, avendo vittime anche di nazioni diverse, sarebbe doveroso fare chiarezza e abbiamo tutte le possibilità per farlo, perché da un punto di vista tecnico-scientifico penso che le forze dell'ordine italiane non sono seconde a nessuna. C'è un clima che potrebbe tendere a una analisi serena di quello che è successo. Speriamo, incrociamo le dita. Speriamo. Questo è il mio desiderio per gli anni a venire. Sicuramente è un augurio che ci facciamo tutti, credo. No? Benissimo, ragazzi, io credo che grazie siamo veramente arrivati alla conclusione. Auguri, buonanotte. Sì. Daniele, se vuoi restare altri 5 minuti, no, grazie, più, grazie. Grazie. Ah, no, perché allora, Daniele, 4 Daniele, ore e 5 minuti. Daniele, un abbraccio, buon Natale. Buon Natale a tutti, ci sentiamo giovedì prossimo. Allora, non io sono rimasto solo o c'è la Vera lì con te? No, io sono solo soletto. Io aggiungerei una cosa, allora ricordo a tutti i nostri ascoltatori, non so quanti siano a quest'ora, di iscriversi al canale di Flores International Radio, compatibilmente con le vostre possibilità date una mano perché questa radio continui a esistere, che ha comunque avuto un ruolo nel passato e secondo me potrebbe averlo anche nel futuro. I tempi non sono dei migliori perché sapete che viviamo in un periodo in cui il Covid sta imperversando e le opportunità di poter avere uno spazio dove esprimere le proprie opinioni credo che siano da preservare, quindi mi rivolgo a voi, fate la vostra parte, noi dalla nostra cerchiamo di farla. Buon grazie proseguimento a tutti e grazie. Grazie. Benissimo. Buonanotte a tutti. Grazie ancora. Ciao, buon Natale a tutti. A giovedì. Ciao Daniele. Fiori la lingua, bisogna sporcarsi il ventre che strilla. Dentro i tuoi occhi specchi di vetro,
se ancora li guardo non torno più indietro. Oh Marlene, oh Marlene, oh Marlene, oh Marlene, oh Marlene, oh Marlene. Rossa nella mia stanza, gli angeli inganni se parli di morte, quando tu credi a me tutta la cotta. Oh Marlene, oh Marlene, oh Marlene, oh Marlene, oh Marlene, oh Marlene. All'ombra del vento, cantando il suo male, sulla punta ridendo, stai sempre seduta. All'ombra del vento, cantando il suo male, sulla punta ridendo.